a tutti e benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Oggi siamo con Giacomo Brasini di Incontri di Storia, il nostro se vogliamo brenno dei Galli Senoni. Presentati pure. Tanto ciao Gian, ciao chat, vedo che c'è già Gregorio che aveva detto che se passava. Ciao Gregorio, ciao Deidara, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. E vabbè, eh, sono Giacomo di Incontri di Storia, quello che fa meno per il canale, sostanzialmente quello che fa di più Lorenzo. E, sì, esatto, sono arruolato nei Guarani della Notte, che tra l'altro sono, sono una figata, però vabbè, e, sostanzialmente sono come una legione penale dell'esercito sovietico. <ride> e, no, una cosa volevo, la volevo dire, per la prima volta, e, e lo vedete su un altro canale, non sul, sul nostro, notate nulla di diverso? Ora la webcam, il microfono, la qualità. <ride> Finalmente ho comprato qualcosa di decente. Era ora, era ora. Ringraziamo Giacomo che inauguriamo questi nuovi mezzi di incontri di storia su questo canale YouTube. Bene. Allora, oggi parleremo appunto dei Celti, andare un attimo nel dettaglio, ovviamente, l'argomento è estremamente ampio, ma quello che a noi interessa è andare oltre i luoghi. Eh, comuni sarà un dibattito bello lungo quindi salutiamo The Age of the Vikings che è appena entrata ciao e niente, se vuoi ti lascio uh, la parola così iniziamo pian piano a chiacchierare ma va bene allora se vuoi un attimino fare te un preambolo iniziale su cosa tratteremo Se sennò... no, ah, va bene Vabbè. ciao media allora, innanzitutto parleremo, cercheremo un attimo di parlare appunto di questa cultura eh, dei Celti, appunto. Vedremo un attimo chi erano: Celti, Galli, Galati, eh, tre nomi per dire lo stesso eh, popolo. Saluto anche Calibur, scusatemi, ma è difficile parlare degli stili lasciati insieme. E vedremo anche se possibile. Eh, o, oltre ad andare ai luoghi comuni di questo popolo, cioè, parliamo anche delle, del peso, se vogliamo, che ha avuto nella storia, che se vogliamo un pensiero. Che non si può neanche definire storico, li vediamo in un modo un po' superficiale. Ecco, quelli che stavano eh, di là, se vogliamo, gli sconfitti della storia, quindi non come dire dei brocchi in partenza, perché hanno perso in realtà, hanno avuto il loro eh, contributo. E come nella storia hanno avuto loro anche eh, relazioni, sia al mondo greco che al mondo romano, hanno avuto solo da eh, imparare eh, da questa civiltà, quindi, tutti e due hanno eh, beneficiato. Di questo incontro. Faremo un discorso, se vogliamo, sia storico, quindi bene, nella nostra chiacchierata un po' parleremo tra virgolette eh, anche di fonti, perché se non ero non abbiamo fonti storiche, cioè fonti letterarie eh, proprio dei Celti, quindi vedremo un po' quali sono i storici antichi che ci parlano di loro, faremo un discorso eh, chi è affidabile, chi meno. Chi, per che cosa, non meno, soliti discorsi che fanno in storia, ma soprattutto anche con Giacomo, per questo infatti che l'ho invitato, eh, parleremo anche di eh, archeologia e cultura materiale, che se vogliamo ci viene in soccorso eh, sia quando ovviamente non abbiamo fonti storiche e letterarie, ma anche quando eh, le abbiamo. L'archeologia ci, ci fa, cade, fa cadere un po' nel concreto noi storici che viviamo un po' eh, nelle nostre biblioteche. Ecco. Parleremo quindi sia di storia, vediamo l'evoluzione di questo. Popolo, potremmo chiamare questa civiltà eh, se eh, il mondo il mondo greco il mondo romano è un mondo mediterraneo e quindi quando eh, per tutto il mondo antico il mondo mediterraneo dobbiamo immaginarlo come un insieme eh, un insieme unico quindi anche i cartaginesi i fenici eh, tutti quanti erano orientati in questa grande autostrada comune bene eh, i celti se vogliamo è una civiltà che si se sente un po di quella che noi oggi chiamiamo eh, Europa. E vediamo anche il peso che ha avuto e anche la grande, se vogliamo, la grande migrazione, il grande lungo raggio eh, di questa eh, civiltà. Parlandosi della società e poi anche della religione, visto che oggi, ovviamente, è famoso il nuovo neopaganesimo che si rifanno eh, a, tra virgolette, con molte tra virgolette alla. Alla religione celica, quindi cercheremo un po' di andare a toccare tutti questi punti per eh, smussarli. Vabbè. Allora, intanto, ciao, ciao Dore, non è Lorenzo e Dore, ricordatevi. Dore, e, allora hai messo tantissima carne sul fuoco. E probabilmente verrà una live molto lunga se dobbiamo parlare di tutto e parleremo di tutto possibilmente. Allora, tu hai detto un paio di cose molto molto interessanti. Salve Giorgio, allora, primo, come bene o male, come è nata la cultura celtica? Questa probabilmente in realtà è una delle domande quasi più facili alle quali posso rispondere di tutte le cose che mi de hai detto e che hai già messo qui sulla braccia, è una delle cose più facili da rispondere, per fortuna. Non è molto, non è molto breve com da, um, come risposta, però cerco di riassumere. Ora, prima di tutto parlare di cultura celtica in modo così genera generale è abbastanza... Eh, sbagliato nel senso che esistevano diverse forme di cultura celtica. In, in generale nella storiografia contemporanea si parla di popolazione celtica, tutte, con, tutte quelle varie popolazioni che parlavano una lingua celtica. Bene o male. Ci, poi ci sono mille casi specifici che però non sto a descrivere. Comunque, come nasce la cultura celtica? La cultura celtica ovviamente non, non viene fuori dal nulla. Eh, inizia come cultura proto-celtica, come un insieme di culture proto-celtiche, nella tarda età del bronzo, quando attorno al XIII secolo a.C., più o meno, alla fine del XIII secolo a.C., dirò poche date, non vi preoccupate, e la cultura dei campi di dell'Europa centrale eh, comincia sostanzialmente, si, si espande, arriva anche in Italia. Per faccio un esempio. La macrocultura dei campi di urne comprende, fra le altre cose, la cultura protovillanoviana e la cultura villanoviana che poi si evolvono in quelle etrusca. Per farmi un esempio. E... Adesso... Rischio di fare un casino se vi, se vi parlo anche di come è nata la cultura proto-villanoviana e non c'entra, Andrei off topic, però diciamo che si crea praticamente all'interno della cultura di Campi di Oren si creano tutta una serie di, di altre culture, fra cui appunto quella proto-villanoviana. Possiamo di Canegra... dare un'indicazione geografica di massima, così sappiamo dove eh... collocarla. Europa centrale, sostanzialmente ehm, Austria, Germania, Svizzera, eh, con la cultura proto-villanoviana, poi anche l'Italia li, settentrionale e centrale. Eh, se, vuoi, se vuoi, Gian, ti spiego, spiego anche brevemente come è nata, visto che ormai è tirato fuori l'argomento, però non c'entrerebbe con la live. Ma va bene, cioè, non c'è problema, sono... eh, allora praticamente la, la cultura proto-villanoviana. Nel, nasce nel momento in cui la cultura appenninica presente nel centro Italia viene eh, stravolta da una serie di migrazioni nella tarda età del bronzo, fra il XIII, tre, XIV e XI secolo a.C., da parte di eh, gruppi umani facenti parte di quella che era prima la cultura dei tumuli e poi cultura dei campi diurne. Dall'Europa dall centro orientale. Questi gruppi umani si in realtà vengono divisi prevalentemente in due gruppi linguistici. Si parla di gruppi linguistici in questo caso, che sono il gruppo dei latino-falisci, che ovviamente potete immaginare, latini falisci, in realtà anche i veneti ne fanno parte, e i gruppi propri italici propriamente detti, quindi quelli parlanti lingue osco-umbri, quindi umbri, sanniti e così via che portano appunto la cultura di, cam la, la cultura di Campi di Urne in Italia centrale e meridionale, si uniscono, cioè, la uniscono in parte, prive di queste migrazioni, alla cultura appenninica e da lì nasce la cultura proto-villanoviana che poi va a interessare anche bene o male tutta lì, quasi tutta la penisola, perché da, da essa nasce anche la cultura testina, anche detta cultura paleoveneta veneta dalla quale poi nasce la cultura venetica, per esempio. Tornando a to torna eh, off topic, piccola, scusa, scusa già, piccola parentesi finita. Ma io sono un esperto dell'off topic, quindi non ti preoccupare, io adoro queste perché... cose. Culture protoceltiche si parla prevalentemente, ma in realtà non solo. Le più importanti sono la cultura di canegrate che si sviluppa fra Lombardia e Piemonte, attorno al XIII secolo a.C. E poi si evolve attorno al XIX secolo a.C. nella cultura gola-secchiana, che tra l'altro è sostanzialmente... Alcune delle popolazioni facenti parte di questa cultura sono anche le uniche che, appunto, nell'età del ferro, sono le uniche popolazioni celtiche ad avere un alfabeto loro, che in realtà è una derivazione dell'alfabeto etrusco, dell etrusco padano. E questo, si chiama, e questo è l'alfabeto la, la di Lugano. Si chiama. Non, scusa, Gianna non ti ho mandato la foto di questo, per, però vabbè. Vai tranquillo. Se, eh, in realtà, che poi se cerchi su Wikipedia c'è l'immagine dell'alfabeto dell di Lugano, è molto comodo. Un ringraziamento se, a Kalimburg che è, è sempre sul pezzo. Sì, esatto. Alla fine, alla fine sono tutti liri ma la cosa interessante è un'altra. Perché queste, eh, la cultura di Canegrat e poi quella di Gola Secca sono le culture protoceltiche in Italia. In Europa centrale si sviluppa la cultura di Hallstatt, che prende il nome appunto di, da Hallstatt in Svizzera. E eh, scusate, in Austria è eh, Duella, la seconda volta che faccio questo lapsus. Allora, Hallstatt in Svizzera è un centro che è diventato assolutamente famoso a riportato centinaia e centinaia e centinaia di tombe perché praticamente aveva una miniera di salgemma che nell'arco dei secoli si è, è, è sempre più espansa e ha portato sempre più ricchezza al sito. Questo, da questo sito tipo viene dato appunto il nome all'intera cultura, che anche questa è una cultura protoceltica, che si sviluppa circa dal, dalla fine dell'età del bronzo da attorno al 1200 a.C. fino al 500 a.C. più o meno. È divisa in quattro fasi, A, B, C e D in generale, e ha uno sviluppo molto molto interessante perché fra le altre cose il suo sviluppo iniziale fra il, il periodo A e il periodo B fino in realtà anche a buona parte del periodo C è estremamente eh, influenzato ed aiutato dalla cultura villanoviana. In che modo? Tramite commerci, commerci che venivano mediati prevalentemente dalla cultura di Gola Secca. Quindi è tutto un mondo interfacciato, tutto un mondo unito, tutto un mondo collegato che si influenza, a, si influenza in parte a vicenda. Perché allo stesso tempo noi abbiamo delle, degli elementi golasecchiani all'interno della cultura villanoviana padana, protovillanoviana e villanoviana padana, e soprattutto anche in quella poi Paleoveneta e Veneta, -veneta. È proprio tutto un insieme. E la cosa divertente, adesso altro off-topic brevissimo, giusto per far capire un attimino la. Proprio la quantità di contatti e quanto in realtà il mondo era interfacciato all'epoca, anche, nel, anche nella tarda età del bronzo, prima età del ferro. Eh, nelle marche c'è un sito villanoviano, e poi etrusco. Adesso mi dice, ti chiedo scusa, Gian, ma non mi ricordo il nome di preciso. Il nome preciso ma tranquillo è un off-topic, quindi sei sicuro. Era sostanzialmente un centro di manifattura nel quale venivano. Eh, venivano eh, Prodotte, prodotti dei gioielli in ambra del Baltico. Quindi noi dobbiamo pensare a... Tre Salutiamo la... The Age of the Vikings quando abbiamo citato l'ambra del <ride> Baltico. <ride> sì. E, presente, noi abbiamo nel, nella tarda età del bronzo e, e nell'età del ferro un commercio che parte dal Baltico, dal Mar Baltico e arriva in, in, nelle marche. Solo la materia prima, la materia prima poi nelle marche viene trasformata, viene, viene trasformata in gioielli e poi distribuita al resto del centro Italia. Quindi dovete capire che la cultura, le, le culture protoceltiche, quindi Gola Secca e Arstat, all'interno di questo mondo, hanno un ruolo assolutamente centrale, soprattutto Gola Secca. Gola Secca è il tramite, in tutta la prima età del ferro fra il mondo mediterraneo centrale e l'Europa centrale. La cultura di Hallstatt poi, fra, attorno al periodo di Hallstatt B e C si espande, si espande notevolmente, si espande sia in parte, ma neanche troppo, verso est e sud est, e tornando a Caliburn quasi sicuramente. Eh, gli astatiani orientali come vengono definiti sono quelli, che, sono quelli che poi danno in parte vita e nascita alla cultura lirica e quindi sì, sono tutti liri Siamo ma tutti gli liri, liri quelli veri non quelli mm. <ride> di fantascienza mentre, esatto, mentre la cultura di Astat occidentale o Astat propriamente detta si espande eh, prende comunque buona parte dell'odierna Francia, del sud della Germania, la Svizzera, entra nelle isole britanniche, fermandosi inizialmente nella zona de, del, su, più o meno del sud-est del, eh, sud dell'Inghilterra, quindi Sussex, Kent, eh, East Anglia, quelle zone lì, e penetra anche nella penisola iberica. Nella penisola iberica poi si in parte isola e forma insieme alle culture preesistenti iberiche, appunto i celtiberi, eh, la popolazione dei celtiberi, che infatti si, sono culturalmente molto molto simili ed imparentati culturalmente, linguisticamente, eh, anche proprio di sia di cultura eh, materiale che non ai celti eh, dell'Europa centrale, quindi i celti continentali, stessa cosa poi le popolazioni della Britannia, celtiche della Britannia che più si allontanano dalle, dalle coste sud e sud, sud-orientali dell'isola dell dell'isola sì, del, dell della Britannia più si uniscono a culture preesistenti e formano quella che poi è la cultura celtica insulare però qui stiamo, stiamo passando. Parliamo veramente di circa 600 700 anni anche di più di storia. Bene o male. Lo sviluppo della cultura celtica insulare è lunghissimo e non, è, non, solo, non fa parte solo della cultura di Alsat, ma anche della cultura di Laten, in parte. Cos'è la cultura di Laten? La cultura di Laten è la cultura celtica propriamente detta. Come vi ho già detto prima: canegrate. Alstat gola secca proto celtiche, Laten, e in realtà la seconda parte di Gola secca quando, viene, quando i Celti di Laten penetrano in Italia, quindi attorno al uh, fine del V inizio IV secolo a.C., con in realtà penetrazioni già, già nel v barra fine del VI, proprio all'inizio all estremo della cultura di, di Laten. Si forma la eh, esempio, diventa anche quella di Gola secca, la cultura celtica propriamente detta. Allora, passando del tutto alla ten. Sì, Greg, l'avevi detto che era la ten quella celtica propriamente detta. Allora, scusa, mi, mi cavo questo, comincio ad avere caldo. Ah. Scusami, <ride> ti avevo oh, promesso che lo tenerevo su, ma... Allora... Vabbè, il primo piano l'abbiamo fatto, sarà... a posto. Stampato il calendario 2023. Dobbiamo fare il calendario sexy degli addetti ai lavori. <ride> Fantastico. Facciamo mesi, in mesi invernali quelli coi capelli che tengono più caldo mesi estivi pelati ma questa divisione estrema guerra civile, civil war pelate i capelli team capello, Tim pelata ah, comunque <ride> tornando a noi allora la cultura di La invece prende il nu, eh, Loret Attacchi eh... Vai a baggiare la guardia d'Orazio eh, allora quando, quando io e Lorenzo deliriamo lasciate perdere non fatevi domande sono cose fra noi allora la cultura di Laten nasce bene o male in Svizzera appunto a, prende il nome dal sito tipo di Laten che è in Svizzera e nasce quando sostanzialmente cioè dopo circa 100 150 anni di periodo di Alstat D, nel quale l'area centrale di Alstat, quindi in Svizzera, comincia ad avere una recessione economica dovuta anche all'impoverimento della miniera di Salzema che l'aveva resa ricca e miriadi di altre cose. E i principi e le comunità più periferiche appunto, presenti nell'arco alpo. In realtà, non solo in Svizzera, ma anche tutto nell'arco alpino occidentale diventano più forti, più agguerriti e cominciano ad avere sostanzialmente una politica più di saccheggio e migrazione molto più forte e in più. Si crea con la cultura di Laten appunto in tutto il periodo di al D che poi culmina con l'inizio della cultura di Laten nel periodo di Laten A, dalla da, fine, del, attorno al 500-475 a.C. circa, si crea quella che è una cultura completamente indipendente, che ormai non prende più, fra, fra altre cose, non prende più ehm, influenze in quel momento. Da culture come per esempio la cultura villanoviana. E ci sono anche molte differenze a livello culturale a questo punto, al di là del a livello artistico, perché a livello artistico, la cultura di Latena, la cultura celtica, è, è sostanzialmente. Poi lo, lo, ve lo spiegherò meglio dopo. Comunque, mi molto... faccio qualche esempio tangibile, uh, adesso potete sul momento queste eh, se mi fai vedere quell'elmo d'oro l'elmo quell d'oro quello che ti ho mandato cerco subito no non questo, non questo. eccolo questo è l'elmo di agri agri o oh, gris non, non so non, non sono bravo con, non, lo leggo lo capisco ma non lo so pronunciare in francese allora questo è l'elmo del quarto Secolo a.C. mi pare, che viene dalla Francia, è completamente ricoperto in foglia d'oro, eh, decorata a sbalzo. Come potete notare, sono tutte decorazioni vegetali. Assolutamente eh, non mi viene la parola in questo momento eh, astratte, anche le figure raramente venivano, anche le figure, quando venivano raffigurate. Raffigurati per esempio, animali, persone sono tutti raffigurati in modo assolutamente astratto, ed è una cosa tipica appunto della cultura celtica. Questo tipo di, di, di lavorazione, non tanto di lavorazione, quanto più appunto di celta senza pellizza per, per il pelo ma non il vizio, sì, Elisabetta. Sì, non mi fai più ridere come mi facevi ridere una settimana fa. Dammi, puoi insultarmi in chat adesso <ride> e comprarmi. Te lo dico anche qui: le rune celtiche non esistono. <ride> Vabbè. Comunque, eh, senza cattiveria, eh, comunque, decorazioni astratte, prevalentemente vegetali, però anche animali. E eh, se fai vedere l'altro, quello che ha l'uccello sulla testa, attenzione, aspetta un attimo. Questo. Okay. questo invece è l'elmo di Ciumesti che viene da Ciumesti in Romania. Quasi Ciumesti, tra l'altro, è a tipo 20, neanche, 20 km circa dal confine con l'Ucraina per farvi capire l'espansione del mondo celtico, ed è anche poco. E questo ah, quest elmo ha un corvo sulla testa. E praticamente, l'arte celtica era. era basata moltissimo sul, sul concetto di anima, animale, quasi animale, quasi possiamo chiamarlo to, animali totemici, poi al di là di tutto eh, da, esisteva una appunto una, una visione sacrale, sacrale degli animali, fra cui questo, per esempio, questo che è un corvo, corvo, animale collegato al mondo al mondo della guerra, alla morte. Eh, vabbè, ci torno dopo. E, secondo me lo corvo in celtico si dice Bran, sì, Bran si, è, in, è in celtico insulare che per, non mi ricordo se è in goidelico, quindi che se goidelico è irlandese, scozzese o se è in gaelico, quindi eh, bretone della Cornovaglia e del Galles, ma più o meno è simile, infatti, Brenno. Vuol dire corvo perché Brenno Brennus Brennus non così è invece la versione dell'età del ferro continentale. Eh, comunque in pratica eh, la, non c'è una rottura adesso ritornando al discorso base senza più parentesi, non c'è una rottura netta fra la cultura alstatiana e la cultura latiniana. È un continuum è tutto un continuum, è un'evoluzione, e si crea appunto questa evoluzione perché c'è, a parte un cambiamento di un lieve cambiamento di mentalità. Appunto nel, nel, nell'espansionismo nel, nel, nella razia, nella guerra e quant'altro. C'è un, un grosso, e si, si vede anche dalle tombe: c'è un enorme eh, aumento di importanza dell'elemento militare. Uno dei una delle cose che lo fa vedere, a parte il, quella che è stata poi l'espansione in sé, è, per esempio, nelle tombe dei principi a tumulo eh, arstatiani, noi abbiamo dei carri, ma non sono carri, sono carri a quattro ruote non sono carri da guerra, sono carri da trasporto in quelle lateniane, soprattutto la nella laten A, e part nella parte iniziale di latin B, noi abbiamo carri a due ruote, carri da guerra. Inoltre l'elemento militare nelle tombe è molto più preponderante. Quindi c'è un aumento della bellicosità della popolazione, soprattutto della nobiltà e dell'aristocrazia. C'è uno sviluppo, non dico indipendente, non, non indipendente perché non è indipendente, però quasi unico, senza eh, o quasi senza avere. Eh, influenze esterne della cultura materiale artistica e da qui nasce la cultura latiniana che poi si espande e molto velocemente nell'arco di un paio di secoli arriva a coprire quasi tutta l'Europa. Perché noi adesso ved vedete, adesso vedete questa, ma questa mappa, ma questa mappa in realtà è molto molto limitata. Ne parlavamo prima con Gian, io mh, non ho ancora trovato su internet una mappa che riesca a far vedere bene l'estensione del mondo celtico, io l'ammetto. L'ho presa da Wikipedia, era facile da reperire. Eh, come dire, la definizione era buona. L'ho presa per questo. No, no, ma assolutamente tanto. Alla fine Se possiamo guardare sono... allora un attimo, casomai i contorni bene o male dell'espansione, prima abbiamo parlato anche nella vostra live che hai fatto con Lorenzo, con eh, Europa Antica, eh, avete visto eh, appunto delle tombe dei Celti sul confine quasi con la Russia. Quindi, sì, parliamo di cultura materiale: un conto appunto con il commercio, cultura materiale, viaggia, però. Quando si parla di tombe effettivamente vuol dire che chi è morto ci credeva, si riconosceva in quella determinata cultura, quindi a mio avviso ha un peso eh, non da poco. Sì, considera che appunto poi lo, diceva, eh, lo, di lo dicevamo nella live con Joel, eh, adesso non mi ricordo quale autore greco parla della cultura gallo scitica nel mare di Azov, quindi siamo in là, eh? Certo. E, e questo non considerando in realtà tutta la parte di mercenariato e di espansione a livello militare non, non stabile, ma solo semplicemente come incursioni, spedizioni, perché noi a quel punto abbiamo delle fonti greche che parlano di mercen mercenari galati utilizzati dai, da, dai seleucidi che arrivavano fino alla Mesopotamia e se non addirittura in Persia. Per esempio... Certo. Vabbè. Se ricordiamo sulla battaglia di Carr, che la cavalleria romana di Crasso era una cavalleria celtica, quindi sì, sono un altro esempio. I mercenari si spostano, cioè i mercenari vanno in giro per soldi, poi tornano in patria, se, proprio come se troviamo una tomba in un insediamento, ha un valore, un peso ovviamente... Eh, Differente. Sì, poi un'altra cosa di questa mappa è che per esempio eh, in questa mappa quelli che segna come celtiberi in realtà è solo una parte. Storicamente parlando i celtiberi occupavano quasi tutto, cioè non quasi tutta, però attorno ai tre quinti della Spagna, della penisola iberica più o meno, un po olt oltre la metà, anche perché appunto noi abbiamo popolazioni celtibere. Quasi, quasi mh, al... in Andalusia, comunque nel nord dell'Andalusia, quindi nel, nell'estremo su cioè nell sud della Spagna, eh, rispondo un paio di domande velocemente: aspetta, posso dire una cosa? Sì, sì, cioè, che sì, no? Un attimo per capire no? un attimo la complessità di questi argomenti. Comunque dobbiamo, come avete detto anche voi nella live, comunque dobbiamo pensare sempre in modo più complesso, comunque la cultura. Due culture si sposano, ci sono anche dei modelli ibridi, eh, due modelli possono eh, convivere, come poi vedremo anche in seguito. Anche quando i romani conquistano eh, queste zone, non è che i Celti vengono eliminati tutti, tutti diventano romani, via con la toga romana, via, ma eh, si ovviamente si condivide, si sovrappongono questi modelli. Se non erro, in ente ad Augusto, a Mediolanum, che sarebbe Milano, si parlava ancora il, il Celtico, come viene da dirlo così, magari ha un altro nome, però la completa la complessità, ovviamente con cioè, Roma eh, vince quel modello lì eh, di riferimento di cultura, il modello anche di città che è un modello eh, greco-romano di fatto, della polsi della città col suo centro, ovviamente deve andare poi a Roma, cioè le strade tutto sono fatte per pagare eh, le tasse, le tasse sono fatte per pagare l'esercito che sta eh, sull'IMES e l'esercito rende tutto quanto sicuro dai predoni, dai pirati questo è e Roma, dobbiamo pensare così però ogni città era a sé ogni città dell'impero romano in età imperiale aveva i curiati che era il proprio senato locale sì. niente, giusto per fare un no, no, parentesi. hai fatto benissimo soprattutto per il discorso di convivenza, delle, convivenza di più culture perché noi siamo, noi siamo abituati a, a, a vedere dei confini fissi, immobili invece all'epoca non esistevano uh, all'epoca più culture potevano convivere all'interno del, della stessa città, dello stesso villaggio. In realtà, consideratelo qua, c'è cioè un po' simile, come non lo so, in America che per esempio c'è Little lì, c'è e tutto, che ancora, bene o male, soprattutto c'è a la parte cinese, perché i cinesi sono molto di coccio. E continuano a mantenere anche il perché il se mondo. posso hanno un loro alfabeto hanno una loro cultura millenaria hanno una loro religione Cioè, è, come dire, molto ovviamente completamente diversa da quella occidentale che bene o male se sei francese, tedesco, spagnolo, inglese hai un qualcosa in comune loro avendo anche questo, a mio avviso questo grande scoglio dell'alfabeto eh, fa sì che eh, ovviamente stanno molto nell'oro poi ovviamente culturalmente sono tra virgolette, hanno questa tendenza cioè, non, non mettiamo perché, sino, cioè, sono razzistissimi i cinesi. Anche c'è anche quel discorso lì. ah oh, <ride> Però... sì, Il razzismo non è un'invenzione occidentale, come anche l'imperialismo. Sloganiamo questo mito. Eh, da, da noi si dice Japanese top. Preciso eh, cinesi e giapponesi sono tutti uguali. <ride> no? Scusa, ti ho appena fatto bannare il canale per razzismo. <ride> Allora, eh, tornando al discorso un attimino, convivenza e tutto, ti posso anche portare un esempio molto, molto pratico. Eh, nel Bolognese c'è l'abitato, le rovine di un abitato che si chiama Mon eh, A Monte Bibele, è il villaggio di Montebibele, appunto. Questo era, una, era un villaggio dove convivevano Celti ed Etruschi. E noi lo sappiamo perché, comunque, la, in realtà moltissima la maggior parte delle tombe maschili ha elementi celtici, mentre le, la maggior parte delle tombe femminili hanno elementi etruschi. E ovviamente non c'era, le donne erano etrusche, gli uomini erano celti. No, assolutamente. Però in, in generale, noi abbiamo una parte che era la parte guerriera, la part, era la parte armata celtica, mentre la parte civile era etrusca. Addirittura noi abbiamo, durante il III secolo a.C., eh, in una tomba ah, del III secolo a.C. di Bologna, che all'epoca era una città celtica, è, un, è, un, è stato trovato un vaso con scritto Io, a parte, io sono di Title, Title è un nome etrusco, eh, quindi vuol dire che gli etruschi ancora abitavano a Bologna. Nonostante le, tutte le fonti antiche dicessero che era, erano spariti, non, non erano più presenti a, a Bologna, a Felsina quant e quant'altro. Eh, tornando un attimino al discorso mappa. Ah, scusami, se possiamo Beh. un luogo comune che mi hai veramente eh, lanciato, ha aperto un vaso di Pandora. Eh, le donne nel mondo celtico, la donna combatteva? No. No. Per esempio il caso di Boudicca, vedendo appunto, eh, appunto dei video di Joel, di scusatemi, di Europa Antica, faceva l'esempio parlava, si sì, Boudicca si sì, è una condottiera che si veste ad armatura perché eh, guidava l'esercito e devi vestirti. Però, eh, come ha detto lui giustamente, non c'è nessuna fonte antica che parla di donne in prima fila che combattono, se vogliamo, di duelli. Eh, durante il periodo repubblicano ci sono stati duelli: il campione celta contro il campione romano, e mai nessuna fonte eh, ne parla. Se vogliamo, i romani potevano avere il pretesto di scrivere una cosa del genere. Figuriamoci: eh, i celti non hanno il coraggio, mandano avanti le donne. Eh, invece noi che siamo uomini veri, duri, i forti romani li abbiamo battuti volendo c'era il pretesto però anche lì non lo nessuna fonte antica ne parla di tutto ciò prego no tra l'altro guarda su questo proprio brevemente perché hai detto tutto, tutto alla fine e eh, mi pare abbia proprio fatto un video su, sulle donne in, in guerra no le donne non combattevano cioè le donne allora budicca a parte che è un esempio, uni, non dico più, più unico che raro. Perché abbiamo. Sposa veramente... anche la stessa Cleopatra, cioè non si è mai vista in armatura, però voglio dire. No, era, però era presente a Dazio, però anche lì sì, erano, facevano figura, erano condottieri. Certo, no, quello lì... che voglio dire io, se posso, perché Boudicca Dona Guerra a Cleopatra no. Perché, perché Cleopatra non si è mai messa l'armatura? Non ho capito. Eh, a mio avviso, se vogliamo ragionare in questo termine, eh, Budica è donna guerriera, perché non Cleopatra? che di fatto anche lei mi sembra una donna guerriera: cioè, ha mosso i suoi figli, non, non si è mai messa l'armatura, però come eh, condottiero, se vogliamo usarlo e tutto, so, potremmo immaginarla se volessimo usare questo filone logico, però appunto non, non tiene. No, infatti è perché nell'immaginario collettivo c'è questa idea delle donne barbare che, barbare in generale, ci mette in mezzo anche i germani, per esempio, che prendono e cominciano a combattere. Ma no, allora il discorso è questo: e lo dice Joel nel suo video sulle donne in guerra e lo abbiamo detto in, sempre insieme a lui nella nostra live che abbiamo fatto sul, sul, sulla steppa euroasiatica dell'antichità. Ehm, Metterò qua sotto in descrizione che è veramente interessante, si parla eh, anche di, di Celti in, in quella zona, continua. Semplicemente, nel allora la guerra, soprattutto all'epoca, adesso, adesso no, non tanto, ma infatti adesso si vedono, lo, si, si vedono donne nell'esercito. All'epoca la guerra, soprattutto per come funzionava la guerra al di fuori delle steppe. E adesso vi spiego anche perché ho fatto questa distinzione. Al di fuori delle steppe era una guerra in cui c'erano combattimenti serrati, corpo a corpo, si faceva fatica, serviva molta forza, serviva molta resistenza, cose che una donna rispetto a un uomo non ha in media e non è un discorso ovviamente politico maschilista o quant'altro sì, sì, no, se pensiamo già solo perché nelle Olimpiadi quasi gara sportive diviso maschio e femmine se guardate il miglior tennista fa, lancia la pallina a una certa velocità e la migliore tennista non, non arriva neanche proprio a livello, a livello fisico ma anche a livello fisico ad esempio le anche della donna sono in un determinato modo quelli di uomini di un altro questo perché le anche della donna sono state progettate, mi viene sì. a usare questo termine per partorire, o se vogliamo, io so anche a livello di teschio, eh, si riesce a riconoscere se un individuo era maschio o femmina dal cranio. Mm, la donna, gli lineamenti qua, se non erano un po più rotondi, invece il maschio si nota, sono più squadrati sì. Le donne, hanno, fra le altre cose, mi pare hanno meno, eh, men meno arco cigliare. Ok, meno costo, e... <ride> no. No, vabbè, ma c'è anche il, un discorso, in media una statura più piccola, meno massa muscolare, meno resistenza muscolare, meno densità muscolare, meno densità ossea. Quindi tendenzialmente sono meno, meno resistenti, meno forti e meno... è ehm, eh, più delicate. Non mi verrebbe mente in mente un altro modo. Sì, ed è dare anche dal, appunto anche dal bacino, perché il, il bacino delle donne è fatto apposta per partorire quello degli uomini. E, non um... vuol dire, ricordiamolo, che le donne sono deboli per natura, se vogliono, no, se un maschio no, vi, vi dà fastidio, giumpeteli il naso tranquillamente. Esatto. Il ve lo vieta. Invece ho fatto la distinzione della steppa, perché nelle steppe, essendo uno stile di combattimento basato quasi esclusivamente, anzi no, esclusivamente, quasi esclusivamente sul sul combattimento a cavallo, quindi combattimento mobile e arceria a cavallo, lì la, tutte queste cose, tutte queste differenze, tutte queste, eh, tutti questi malus, chiamiamoli fisici, per il combattimento sono estremamente attenuati e quindi noi nelle realtà scitiche e sarmatiche abbiamo donne che combattono. Sono cavallerizze, sono cavalleggere, arciere a cavallo soprattutto, e... Semplicemente lì, lì vediamo donne combattere. Effettivamente, l'altra cosa che dice Gioia, appunto, nel video, che è una cosa che viene portata da chi invece vuole vedere le donne combattere o come grandi guerriere, eccetera, quando ci sono degli esempi, per esempio, nella sedia di Gergovia da parte di Cesare, in cui eh, alcune donne vanno a difendere le mura della città mentre le legionari stanno cercando di scalarle e cominciano a scagliare delle, delle rocce sulla testa dei romani o per esempio nelle guerre cimbriche quando ci sono le donne che stanno badando sostanzialmente, stanno facendo la guardia al, ai carri, eh, del, al, ai carri. E minacciano con le armi gli uomini che scappano lì è perché semplicemente stanno difendendo le loro case, non, non hanno preso un'armatura delle armi sono marciate, usano armi di fortuna spesso e volentieri usano attrezzi agricoli o rocce e sono Ma lì ricordiamo perché... Ricordiamo anche Pirro, il re delle Pirro che ha sconfitto i romani vie, se non era ad Argo ucciso perché una vecchia da un tetto gli ha lanciato una tegola in testa esatto, perché stava per ammazzare in Grecia, eh. il, nipote, il figlio o il nipote non mi ricordo gli ha tirato una tegola sulla coppa e l'ha lasciato secco lì eh, che... A me Pirro piace tantissimo, Pirro secondo me è uno del... una... mie... dei miei personaggi greci preferiti, però ha fatto la morte veramente da idiota. Eh, oh. eh, vabbè, comunque, ehm... cioè, io chiuderei disc... questa parentesi così. Sì, 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 C'erano certo, certo. un paio di domande alle quali volevo rispondere in chat, adesso devo. Dimmi quali che te le. Allora, vabbè, intanto Age of the Vikings, sì lo so che scherzi, ma anch'io sto scherzando, non ti preoccupare Greg. Il cavallo era l'animale più sacro in assoluto, la cavalleria cilca era la più forte in Europa. Allora, l'animale più sacro in assoluto non, non saprei. Perché sì, c'è Epona, la dea dei cavalli, che, la dea dei cavalieri e dei cavalli, che probabilmente... Eh, era immaginata come un cavallo. esistono. Esiste una, una creatura mitologica celtica che è stata ritrovata. Si sa che esiste perché è... Ne sono state... è stata ritrovata una statuetta in bronzo, mi pare, che è un cavallo con la testa umana. Ma oltre a questo, dire l'animale più sacro non, non direi. Ci sono animali molto più raffigurati, sia reali sia mitologici, come. I serpenti sono molto più, raff cioè sono più raffigurati dei cavalli perché sono animali, erano animali totemici di protezione, infatti sono presenti in moltissime armi, soprattutto spade, ehm, no, spade eh, elmi, sono, sono presenti in decorazioni a sbalzo, in, eh, in foderi di spade, perché i foderi delle spade dei Celti erano in ferro, sottolineo. Eh, il corvo probabilmente era un animale, era, cioè senza problemi era un animale molto sacro. Il cinghiale era un animale molto sacro. Il cioè... cervo, se posso, un animale totemico? Ah. mi sbaglio io? Il cervo. Cosa? Il cervo. Sul sì. cervo, allora ci sono del. Sì, cioè, anche quello, molt... era anche quello considerato un animale sacro. Ma in realtà, la maggior parte degli animali, quasi la, to la totalità degli animali, erano considerati sacri da un certo punto di vista. Venivano, venivano poi. Cioè, semplicemente si usava come simbolo, per esempio eh, mi, faccio, mi, faccio sul, eh, mi faccio decorare a sbalzo sull'elmo o no, sull'elmo, su, sul fodero della spada una coppia di grifoni perché il grifone, animale mitologico è esistente nel mondo celtico o, o, oltre che nel mondo greco, eh, mi, mi protegge eh, mi dà forza, mi faccio la stessa cosa con un cinghiale. Perché il cinghiale è un animale estremamente forte. Quindi mi prendo la forza del cinghiale. Eh, I serpenti: mh, non si la coppia di serpenti è ser probabilmente teorizzata essere un simbolo di protezione. Non so spiegarlo, non so il perché onestamente. Eh, quindi veniva fatta quella. Quindi, no, la e poi, per il resto, cavalleria più forte d'Europa, secondo me sì, eh, proprio. Non vorrei dire a mani, basse, perché ci sono molte cavallerie forti in Europa nell'età del ferro ed età romane. guarda. Per questo, non per farmi uno sponsor breve, in questo mese farò una live con un tribuno. Se la faremo apposta sulla cavalleria eh, antica. No, se è riuscito, io Tribuno, ogni tanto cerco di... è da un po' che cerco di, di chiedergli di venire a fare delle live, solo che non riusciamo mai a trovare il tempo. Ma io, come dire, prima delle vacanze sono entrato in contatto e abbiamo già parlato, dare un attimo il taglio nella nostra live, cercheremo di approfondire, più soprattutto quanto riguarda diciamo, il passaggio, il cavaliere tardo antico medievale. Eh, mm. Questo aspetto che non è molto visto nell'esercito tardo antico la figura del cavaliere. Si pensa sempre a Roma, le regioni, la l'orica segmentata, avanti in Gallia tutti spediti, ma in realtà vediamo un attimo il passaggio appunto della cavalleria. Tornando a noi, ho messo questa foto, anzi me l'hai mandata tu, però ci tenevo molto, che sarà anche uno dei temi appunto, si pensa molto, eh, siccome non c'era la staffa nel mondo antico, la cavalleria non era così importante. Questa, che è una eh, sella a corna, se non ero di invenzione celtica, e quindi questa eh, permetteva di rimanere estremamente stabili eh, in sella. E quindi poter andare anche eh, alla carica e quindi dare un maggior eh, efficacia a una cavalleria. Di fatto, una cavalleria pesante, come ce la possiamo immaginare, sì. di fatto che sfonda. Sì, esatto, e... cioè, semplicemente dava stabilità e quindi rendeva, rendeva anche l'uso della cavalleria molto più versatile e molto più agile. Per il, il cavaliere era anche molto più agile per fare bene o male qualsiasi cosa, quindi, anche perché sì, le staffe non, ancora non esistevano. Quindi era un po' così, Penso certo. che ci sono delle altre domande aspetta, posso solo dire una cosa che riguarda anche sì. al libro che ha scritto Joachim, io sono letto che praticamente questo qui i cerchi della guerra sì. i cerchi della guerra tra il V e il primo secolo c'è un capitolo apposta scusatemi, c'è un capitolo apposta, il secondo e primo, che parla un po' incentrato soprattutto all'evoluzione in Italia della figura dei Celti, si vede come tra il secondo e primo eh, L'esercito celtico divenne sempre più di professionista, in particolare la eh, cavalleria, che è praticamente apprezzata. Eh, vediamo come sia Cesare, ma anche poi eh, le truppe ausiliari venivano eh, reclutate eh, da altri popoli, in particolare le truppe ausiliari di cavalleria venivano prese eh, dai Celti. Infatti, come ho detto prima. Eh, crasso a Carr avrà tra gli ausiliari i, i celti, eh, non solo, poi i francesi saranno anche durante la guerra civile, sia germani sia anche eh, galli, sono i erro, gli edui, eh, storici alleati di Cesare, hanno fornito sì. cavalleria eh, durante la guerra, mh, guerra gallica. Eh, te lo dico subito, a Gergovia Cesare aveva 10.000 cavalieri edui. Bene, quindi evitiamo... Morti. Morti tutti morti, eh, ricordiamo anche lì un luogo comune da sfatare. Non dobbiamo mai vedere la storia in questa storia con i nostri nazionalismi contemporanei. Quindi, anche lì, studiando la guerra, la guerra gallica, si vede come, eh, appunto, c'erano Galli contro altri Galli. C'era Cesare che passa il Reno e ammazza i Germani, ma dall'altra parte ha anche i suoi Germani come eh, alleati. È molto complicato come sì. eh, argomento. Non è un discorso di. Di nazione, anche perché il discorso di nazione non esisteva. Diciamo, la nazione di fatto nasce con il 1789, quindi con la Rivoluzione francese. Prima non possiamo parlare di, di nazione, parliamo di popoli, ma è un argomento un po', un po diverso dal nostro sentimento. Infatti, se vogliamo, Cesare è in crisi durante la guerra gallica quando Vercingetorige, per dire alla latina eh, Cosa fa? Sotto di sé chiama, se vogliamo, tutti i vessilli eh, dei Galli, quindi riesce a creare questo eh, pan, celtismo pan gallico contro appunto Cesare, ma siamo già verso, se vogliamo, la fine di questa eh, lunga guerra, cioè dal 58 al 51 a.C., quindi quando eh, ormai è evidente eh, qual è eh, la presenza di Cesare, ecco, viene sentito un po' come a tutti quanti, come eh, un... Ehm, un ostacolo che ecco, Roma entra eh, nella Gallia va bene prego se vuoi rispondere o aggiungere altro dimmi pure no vabbè sul discorso di Cesare magari ci ritorniamo dopo quando certo. ne parliamo un po' di più no volevo, volevo fini, finire sì ok no vole... prima c'era una cosa che ha detto media okay. sul discorso aspetta. che secondo che la cavalleria migliore è stata quella sassanide ah, eh, in realtà c'è ancora di sì, sì, cioè, poi c'è Lorenzo che può dirlo, può dirlo lui, la Cavalleria Sassanide, ovviamente quando prendi um, i, cosi, i, cata i catafratti sassani sono, sono tutta un'altra cosa, ovviamente, eh, però ovviamente si parlava di Europa. Sì, ma siamo nel dopo Cristo, è un po' <ride> molto... Sì, siamo, siamo abbastanza più in là. Eh, allora, eh, ok, fammi vedere... Sì, allora Tra quella que che mi ha messo di boffa sui Galati, come ci sono Perfetto. finiti la Vittoria? Eh... Anche lì, scusami, se posso, non che l'abbiamo detto all'inizio: cioè, Celti è il nome che ah, i Focesi di, Mar di Marsiglia, cioè Marsiglia è una colonia greca, fantastico in Francia, i Focesi di Marsiglia, che sono greci di origine ionica, fondano Marsiglia, incontrano questo clan, questa tribù, li dà il nome di, di Celti. Eh, poi i romani danno il nome a questo stesso popolo eh, di Galli e poi nuovamente i greci quando eh, nel 280 avanti Cristo scenderanno per invadere la Grecia allora i greci chiamando, da Galli vengono, vengono fuori il nome Galati e quindi questi tre nomi indicano sempre lo stesso popolo però non sappiamo effettivamente loro come si chiamavano come anche, no, come, come anche gli etruschi non sappiamo effettivamente come si chiamavano ed è anche molto interessante mh, gli etruschi? Sì. Non sono esperto. Alzo le mani al cielo. Io, io non. Ti dico, sì, allora, da quello che so. Io si chiamavano Rasna, mi fido. Cioè, io non so niente, quindi. <ride> Dipendo da te, no, que... neanche io di, di Etruschi, ma da quello che so, si chiamavano Rasna, ok. L'unica cosa: scusa, volevo solo finire il mio discorso. che eh, non è un caso, infatti, che eh, in. Oggi abbiamo due regioni della Galizia, una eh, nella Spagna e una invece nell'Anatolia, nell nella Turchia, questo perché Galizia, se non erro, viene appunto dal nome Galati, perché anche lì l'insediamento, quella regione ha mantenuto quel, quel ricordo, se vogliamo, culturale che, dei Celti, quindi la Galizia Galati vuol dire Celti, li troviamo sia in Turchia sia in Anatolia. C'è anche la Galizia in... che è in... Eh, in Ucraina barra Polonia, adesso non mi ricordo. È vero, hai ragione tu. Sì, sì, sì. Fra Asburgico e Polonia c'era la Galizia, un fronte della sì. prima guerra mondiale. Hai ragione, anche lì sono tre. Allora, sul guarda, ti dico sul discorso dei nomi eh, è molto molto complesso. Questo poi lo ripeto meno male tutte le volte. Allora, per le fonti antiche, Celti, Galli e Galati sono sinonimi sostanzialmente, sono sinonimi. Danno spiegazioni diverse, per esempio, adesso le fonti greche dicono che, e latine, dicono che Galati vol, semplicemente vuol dire eh, uomini forti, una roba del genere. Eh, Galli è la latinizzazione di Galati. E, semplicemente noi non sappiamo come si chiamavano, no, non ne abbiamo idea. Abbiamo uh, delle delle singole tribù che avevano nome, per esempio uh, fra i celtiberi c'erano i celtici, che anche lì però sono, sono nomi che vengono dati bene o male dalle fonti greche. Quindi noi non lo sappiamo. Abbiamo a livello di, non, scusate, non iconografia, di, di, iscri di iscrizioni abbiamo, e anche di fonti nomi propri di persona che sono Galatus, Galata, Galatos però sono nomi propri è come, se, è come appunto come l'esempio che facevi te Zan prima è come se, non so, un romano si chiamasse romano è come se tipo, io e te ci chiamassimo italiano italico, un nome un po' Italico di esiste, <ride> sì. effettivamente sì. ma anche un... romano eh, sì, rom infatti mi ricordo il so, un sommo poeta quando si incartò e disse Romano, Romano, Andrea De Cesare. Però... Ah, <ride> parliamo sempre di Veneti, poeta. siamo in Romagna Live. Su, su, Buonasera all'Universale che è arrivato in questo in un momento di oh, citazioni oste. estremamente colte. Allora, quindi sul discorso dei nomi noi non bene o male è quello. Non sappiamo come si chiamavano in realtà in, re in realtà, questa va detto una cosa abbastanza triste. Noi sappiamo veramente poco, ma veramente poco, pochissimo, quel poco che sappiamo lo dobbiamo alle fonti greche, alle fonti romane e all'archeologia, perché loro possiamo fare una citazione un di... di storici antichi eh? per dare se possiamo fare qualche citazione di qualche storico antico. Allora, e, a livello sia di religione che di società, come funzionava la società e tutto... No, e... aspetta, aspetta, non questo. Parlavo, abbiamo parlato di storici antichi che ci parlano di loro. Eh, sotto esempio allora, Cesare e Tacito, esatto, Diodoro sì. Cesare, allora noi grazie a Cesare, che poi può aver, può aver, sicuramente ha avuto tutta una serie di... È molto filtrato quello che scrive Cesare. è Molto fil filtrato. È molto Beh, sì, se posso, scusami. Ovviamente, come ogni fonte, bisogna un attimo prendere, prendere per quello che è. Quando parla di politica, il suo fine bisogna un attimo capire. Cesare che parla a quel determinato fine, quei suoi appunto resoconti della guerra andavano, erano letti in Senato, avevano tutto il suo fine. Anche lì. Fa una guerra che dura 7-8 anni. In realtà, inizia tutto perché gli Elvezzi si spostano. Cioè, non fai questa guerra, non vai in Britannia. Cioè, poi aveva anche il suo fine di crearsi. Sì una sua clientela, un suo, cliente, suo eh, esercito di fatto, che non è un caso, quando eh, finisce la guerra gallica inizia la guerra civile e nella guerra civile dice lui espressamente che ha iniziato tutto ciò, se no eh, l'avrebbero portato in tribunale, perché Cesare, eh, durante il suo consolato, che prima di, di diventare proconsole della Gallia e console, eh, fa una politica estremamente eh, individuale, azzarda completamente, sapeva benissimo... Eh, che l'avrebbero trascinato in tribunale l'avrebbero fatto, l'avrebbero cotta puntino. Quindi Cesare ha questo suo fine, però appunto quando ci parla eh, di altri discorsi, comunque era una persona di cultura attenta, possiamo estrapolare cose interessanti del mondo celtico. Prego, scusami per questa divagazione, eh, no? No, va tranquillo. No, allora appunto noi per via di Ces Grazie a Cesare abbiamo un. Eh, grazie, grazie. Ma anche il microfono, eh. Anche, anche, anche questo è un bel giochino. E, allora, grazie a Cesare, noi sappiamo moltissime cose sulla società, alcune cose sul, molto importanti sulla religione. Per esempio, grazie a Cesare, noi sappiamo che i Celti credevano, credevano di, essere, di discendere da, da un dio della morte. Sì, no, in realtà la religione celtica quel poco che sappiamo è la cosa più metal che abbia mai visto in vita mia. Eh, dopo, dopo, ne, dopo ne parliamo un po'. <ride> no. eh, grazie a Cesare noi abbiamo moltissime informazioni sulla cultura, sulla cultura celtica, sulla società e anche sulla religione. Da, in realtà dagli, dagli, eh, un altro autore latino, cioè romano, che ci dà Relativamente buone informazioni ehm, è Lucano nel, nel Farsalia che parla appunto cioè, parla di alcune di cita alcune divinità celtiche, cita Taranis, ne cita adesso. non, non mi ricordo quale altri, Esus, mi pare comunque cita alcune divinità Teutatis, Taranis ed Esus, mi pare può, appunto. Jesus, eh? Jesus. Esus. Ah, ok, scusami. Che... No, no, no. Che è uno <ride> <of> topic. <ride> non da poco. No, eh, però ovviamente anche... Eh, che, lui, che lui dice che... Sta, dice di, Nella fonte, se non ricordo male, lui stava dicendo di, aver, di stare trascrivendo dei discorsi sentiti da, da degli ausiliari galli nell'esercito di Cesare. Però anche lì bisogna vedere cosa ha capito. Perché... Non è molto chiaro, e soprattutto si, è, si contraddice con altre cose che noi sappiamo invece da altre fonti, e quindi è un po' un casino. Le fonti greche invece, tipo Diodoro Siculo, Polibio, Strabone e quant'altro, ci danno molte, molte, molte poche informazioni dal punto di vista sociale, religioso, culturale, quasi niente. Eh, due che mi, due, più che altro so, fanno, fanno storiografia quindi è successo questo e questo e quest'altro i Celti hanno fatto questo, questo e quest'altro eh, che su quello sono molto molto importanti perché ovviamente come tu sai molto meglio di me la storiografia greca è un pochino, un filino forse messa meglio soprattutto pri, eh, prima del secondo secolo primo secolo avanti Cristo secondo secolo avanti Cristo rispetto a quella romana sono un pochino più precisi e un pochino più dettagliati anche ma riguardo se posso cioè questa è la grande tristezza che chiunque sia nell'ambito stor nell della storia antica cioè noi parlo del mondo greco romano che è quello che di fatto ne abbiamo di più perché ad esempio fonti scritte certi non ne abbiamo di tutto quello che noi abbiamo oggi parliamo di fonti del mondo, greco, del mondo antico c'è. Cioè è arrivato forse l'8%. Se noi togliamo i frammenti, quello che ci rimane è forse il 2% per, per intero, quindi estremamente difficile. Quindi, parlando anche di storiografia, cioè Cesare, un contemporaneo, vede i fatti, per carità. E di parte, tutte le fonti sono di parte. Anche tu uccidi di parte, questo che è. però vede i fatti. Diodoro Siculo eh, fa la biblioteca di, di Diodoro Siculo, quindi questa grande storia universale. Ovviamente, cita altre fonti. Non è lui diretto, come lo stesso, se vogliamo, Plutarco quando ci parla delle cose. però è interessante perché Plutarco è interessante, uno, perché è una persona intelligente e sveglia, ma usa fonti che noi adesso non possediamo più. E quindi riusciamo a, eh, tramite Plutarco, tramite cita, riusciamo a eh, risalire tramite eh, eh, altre fonti. Quindi, questo è estremamente complesso. Poi, sì, eh, se vogliamo, il mondo fino al secondo, direi anche prima: cioè il mondo romano, eh, l'impero romano, romano nasce con la Repubblica, di fatto, eh, dopo la, la seconda guerra punica, c'è proprio il lancio nel Mediterraneo. E poi, se vogliamo, non è un caso che Virgilio siamo sotto Augusto, bene, decide di fare un, un poema eh, epico didascalico in latino, ma è il primo che fa queste cose. Se pensiamo al derumnatura, eh, Lucrezio è completamente devoto. E anche nel suo deru natura. E dice: Scusatemi se uso parole greche, ma noi non abbiamo queste parole in latino. Quindi sentono molto questa cosa. Poi, appunto, per concludere, la prima storia che ci parla la storia romana è Polibio. È un greco e parla in greco, è un greco della madre madrepatria, non gli interessa imparare il latino. Quindi, Sempre il discorso che faccio, eh, non è un caso, cioè, il mondo greco, il mondo romano è sempre stato un mondo estremamente eh, ellenizzato. Infatti, non è un caso se poi alla fine della storia romana, tra virgolette, quando si parla di impero bizantino, tra virgolette, si parlava ancora greco. Beh, è normale. Pensiamo anche al Sole Chiudo: abbiamo parlato di Cesare, quando muore, di fatto dice Kaisu eh, non che sarebbe o figlio. Poi eh, sono arrivate le fonti romane, Svetonio dice. Eh, ob tu cuoche brute figli miei, anche tu eh, brute o oh, oh, brute figlio mio, però questa è la traduzione in latino, in realtà Cesare quando muore sul punto di morte parla greco, cioè fa capire un po' eh, questo mondo romano, poi lo stesso Cesare e Cicerone erano andati ad Elo eh, a studiare come ogni aristocratico romano e parlavano correttamente greco. Beh, il, greco il greco comunque nel Mediterraneo antico dell'età del ferro era... Era la, era la lingua comune, era la lingua franca e la lingua degli inte de 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 intellettuali. Anche nel mondo celtico il greco era la lingua degli intellettuali, la lingua del commercio. Certo, eh... se posso scusami, che appunto. mi ricordo leggendo il De Bello Gallico, mi aveva colpito, il primo capitolo Cesare dice abbiamo trovato delle lettere eh, scritte con l'alfabeto greco, però il linguaggio è celta. È gallico, ci siamo capiti, Sì, le, siamo sì, sì, sì ci, sono del, ci sono anche delle iscrizioni. Sono, sono chiamate iscrizioni. gallo eh, Mi pare gallo greche, perché, se non ricordo male, eh, sono poche. Sono, sono bene o male della zona di Marsiglia, te lo dico già. Eh, Marsiglia è parte bene o male sud centro-centro-sud centro del, del massiccio centrale. Sono poche considera che però in epoca, poco, pochi decenni dopo la conquista romana, dopo un, circa un secolo dalla conquista romana, sono presenti iscrizioni gallo-latine, in lingua gallica e in alfabeto latino, in Gallia. E considera che la monetazione celtica di tutto il mondo celtico, o dove veniva utilizzata la monetazione, quindi tutto il mondo continentale, era basata su imitazioni, delle, delle, delle monet, della, moneta, de, imitazioni sulla, della monetazione greca e dell'enistica proprio alcune copiate pro, copiate completamente altre semplicemente prendevano il tipo di monete e ci mettevano sopra delle, delle raffigurazioni celtiche per lo più c'erano raffigurazioni della titanomachia celtica che non è ben precisa cosa sia semplicemente c'è un uomo a cavallo e a volte è un cavallo con la, con la testa umana che schiaccia dei giganti o è solo un cavaliere eh, però su questo è un discorso molto complesso, che magari ci arriviamo dopo. E certo. eh, Allora, eh, scusa un attimo, devo. Eh, volevo dirti una cosa. Paramo che Hai lodato lo, lo, lo tantissimo Plutarco. Sì. Vai. Plutarco sul sacco di Roma nel. Um, nel, nel libro su Marcello dice sì. tante di quelle cagate, ma tante di quelle cagate si inventa. Mezzo mondo: questa è la prova. Non prendete mai nessuna fonte come se fosse eh, orcorato. Tutti i story possono sbagliare, quindi eh, no, ma più che altro occhio. perché sai cosa nel vai, sul vai. sacco di Roma di Brenno ci sono 4-5 versioni diverse. Ogni fonte ha una versione diversa. E quella, cioè, e le due, due barra tre versioni in cui eh, c'è Coso, c'è Camillo, e infatti era il Camillo di, di Plutarco, non so perché ho detto Marcia, il Camillo, eh, quelle dove, dove appare Camillo sono tutte della fine del primo secolo in poi. Eh, se posso cioè, in... Plutarco è del secondo secolo d.C., invece eh, in stiamo fondo. parlando del Sacco di Roma che è 280 eh, avanti 300, Cristo 387 luglio 387 avanti Cristo 387, scusatemi. Eh, invece Plutarco siamo nel secondo secolo dopo Cristo. Quindi, appunto, non possiamo parlare di una fonte eh, contemporanea nel caso di eh, Plutarco. Ma anche poi non è che poi le fonte contemporanee siano oro colato. E quindi prendiamo tutto. Con estremamente bisogna sempre confrontare, poi soprattutto fare un confronto quando è possibile, con eh, l'archeologia che ci dà, se vogliamo, delle prove fisiche. Direi usare questo termine eh, Scusa, c'è una domanda cambiando argomento un attimo, c'è sì, che Odia che lo si chiami Gregorio. Quindi Gregorio ha una domanda, eh, come ha fatto la cavalleria Celtica a perdere contro quella romana Talamone? Eh, allora risposta molto breve prima ha vinto <ride> perché nel primo scontro contro la cavalleria romana non solo ha vinto, ha ammazzato un console la cavalleria celtica e ha perso il secondo scontro perché? perché a Talamone c'erano i romani, bene o male l'esercito romano con, eh, il rapporto fra romani e celti era di 2 a 1 eh, a, a, in realtà anche di più perché su tutto il discorso di Talamone poi ho fatto un video tempo fa, clickbait, il titolo, perché il titolo è la vera potenza di Roma, proprio clickbait a mille l'ho fatto apposta, non mi vergogno di ammetterlo, perché noi abbiamo un passo di Polibio che parla appunto dei preparativi romani alla battaglia di Talamone e più che altro dell'invasione celtica che, in Italia che ha portato alla battaglia di Talamone. In cui lui parla, prende e fa l'elenco delle, delle truppe schierate e delle riserve pronte di Roma e degli alleati di Roma, quindi non solo, non solo di, proprio del, di tutte le popolazioni tributarie di Roma e di Roma stessa, ma anche di Veneti e Gallicenomani che erano alleati di Roma. E una cosa o un'altra, fra esercito, esercito, schierato sul campo, eserciti, perché erano più di un esercito, erano svariati eserciti schierati sul campo e riserviste sf sf sfondiamo il milione di uomini, che sono tanti. Inoltre noi poi sappiamo, sempre da Polibio e da, altre, da Tito Livio mi pare, ma mi pare più che altro da Polibio, che l'esercito celtico che poi scende in Etruria... E che si scontra poi con Roma, prima a Fiesole sconfigge un esercito romano barra etrusco barra umbro delle, eh, grande qua, tanto quanto l'esercito celtico stesso, che se non ricordo male era attorno ai 50-70 mila uomini. Mentre la battaglia di Talamone in sé, i romani avevano due eserciti grandi quanto quello di Fiesole, quindi grandi entrambi erano grandi quanto quello celtico che aveva anche appena eh, affrontato una battaglia quindi aveva subito delle perdite, loro erano grandi quanto quello di Fiesole, in più erano in due presi a preso a Panino, è impossibile vincere una battaglia così, sei contro il doppio delle, delle tue truppe, sei circondato. Inoltre, so, allora la cavalleria celtica, per rispondere alla domanda, ha vinto il primo ingaggio, ha sconfitto la cavalleria romana che si è ritirata, uccidendo anche un console. Il problema è che poi parte della cavalleria celtica non ha mantenuto la posizione, è tornato, eh, è sceso dalla collina sulla quale si era, si era scontrato contro la cavalleria romana, parte da, di quella celtica, per portare come, tre, come trofeo la testa del console ucciso. Ai re dei. Um, dei cosi. Uh, come si chiamano? Dei Gesati. Che erano. Che era. Adesso non ricordo. Uh, che erano. Uh, Concolitano uh, con e. Anaverte, una roba del genere. E lì. Dopo, mentre parte de quindi della cavalleria aveva era tornata nell'esercito e non era più nella posizione, è arrivata la cavalleria romana dell'altro esercito insieme ai, re ai resti di quella già sconfitta e quindi in un rapporto superiore circa di 2 a 1, anche lì è circondato la cavalleria celtica e quella celtica non ha potuto vincere, anche perché poi se non mi ricordo se. Parte della fanteria romana ha anche aiutato la cavalleria, ma non ne sono certo su questo. Potrei sbagliarmi. Però, in generale, perché questo è il motivo per cui la cavalleria celtica ha perso a, telamo, a Talamone. Se posso, allora, io eh, per metterlo anche in descrizione. Eh, per correttezza ho mandato per sapere più su Talamone il video di eh, eh, Europa Antica, sul Batello di, di telamone, che a mio avviso, eh, cioè The Best. Poi, eh, se mi dici tu il titolo se Lorenzo, visto che anche lì riuscite a mandarmi, vi linko anche il vostro video sulla batella della ho Provate adesso eh, a cercarlo, però te lo mando riuscito. io, il lavoro riesci... è lievemente impegnato. Va bene, va bene, se riesci a mandarlo nei commenti privati, io poi lo mando anche in chat. Poi per rispondere a questa domanda, di... immagino sia tua, di, di Lorenzo, questa, ricordiamoci: eh, di... io non sto scrivendo in chat, quindi è di Lorenzo, ah, perfetto, di Lorenzo, ok. Eh, che sarà una delle domande che faremo, appunto, che farò a Tribunus per capire. Mandato ma è ciao. arrivato Adesso finisco di parlare, domando. Scusatemi, sono un maschio, riesco a farsi una cosa alla volta. Eh, sarà, eh, questa domanda qui sarà una domanda che porrò a Tribunus uh, per la prossima live, perché eh, anch'io esattamente la penso così. Cioè io vengo un po', quello che ho studiato, un po' dal mondo greco e sicuramente anche il mondo romano, dove. È il fante quello che, che comanda, però mi diceva appunto parlando inizialmente. Contro il bonus non è proprio almeno come la vede lui. Non è esattamente proprio mh, così. Eh, è un po' se vogliamo appunto com'era già nell'esercito napoleonico: sono diverse carte che uno deve sapersi eh, giocare. La cavalleria ha un suo ruolo: la, eh, la cavalleria aveva il suo ruolo, copriva i fianchi ed era un bene che stava così. Infatti, non è un caso eh, che carre. Eh, con eh, Romani contro Annibale hanno perso la cavalleria romana è stata spazzata via e poi la fanteria è stata tutta quanta imbottigliata però è anche giusto ricordare a mio avviso poi sarà motivo di discussione ovviamente eh, civile eh, discussione tra virgolette con Tribunus perché almeno per quello che ho visto io comunque fino al mondo antico eh, se la fanteria pesante resta sul campo la battaglia non è finita quindi si può ancora andare eh, avanti. Invece, eh, nel mondo antico, quando la fanteria pesante andava in rotta, beh, non c'era niente da fare. Quando la fanteria pesante va in rotta, anche la cavalleria si ritira per dire la battaglia è, è ormai persa. Perché so, Ricordiamoci, a differenza del Signore degli Anelli, che è okay, un fantasy, però, eh, se i fantasy sono schierati in linea, il cavallo non è stupido, quindi non va addosso. A eh, degli uomini che li puntano le lance o tutto e sono ben eh, in linea, quelle soprattutto, se vogliamo una guerra psicologica. Se i Fante eh, non erano addestrati, anche lì eh, il parallelismo con la guerra napoleonica è evidente, eh, le baionette servivano per tenere a distanza eh, i cavalieri eh, che arrivavano, se i Fanti stavano in linea, bene e eh, non eh, inquadrato, i cavalli non riuscivano a. Eh, a vincere eh, la partita però una guerra psicologica quando ti vedi arrivare al so, caso di, Na di napoleone so, 10.000 cavalieri che ti arrivano addosso in carica bene mantenere i nervi freddi non è facile lì si vede eh, l'addestramento però niente questo sarà un discorso in seguito però eh, a mio avviso, sia il mondo antico sia anche fino anche alla guerra napoleonica, e solo il medioevo, un po' questo caso un po' strano dove la cavalleria ha tutto questo grande peso. Ma proprio a mio avviso, proprio a livello culturale, si ha, si vuole accedere a quello. È una guerra fatta eh, da nobili, da professionisti che puntano tutto sulla cavalleria. Però in generale, eh, il fante, sebbene allestrato, eh, ne sa di più, ovvio, è dispendioso, è difficile e le società hanno usato eh, diversi modi. Però questo poi della cavalleria ne parleremo in seguito. E Guarda, per tornare un attimino sul, um, proprio sui binari della live, c'è una domanda di Giorgio. Eh, sì, che rapporto c'è tra certi e popolazioni locali quando si incontravano? Te allora, la trovo infatti... subito... Vai. Era sopra, giusto? Sì, sì. Vabbè, se mi intanto rispondi io la cerco con calma. Eh, allora, intanto mh, mh, bisogna vedere cosa, si, cosa intendi per quando si incontravano. Mettiamo conto quando, le quando venivano conquistate da una, dai Celti, perché così ritorniamo sul discorso della, cioè, sul discorso della live. E, qui ti faccio degli esempi. Proprio. Allora, in generale cosa succede quando una cultura più forte si sovrappone a una cultura più debole, più debole nel senso che viene conquistata, che c'è un primo periodo di convivenza e poi quella più debole prende tutta una serie di aspetti culturali della più forte, si adegua, si adatta, si adatta per continuare ad esistere in realtà e per sopravvivere. E questo è quello che molte culture e, e la cultura forte e conquistatrice, in base alle sue possibilità e tutto, perché ovviamente dipende da tutta una serie di cose, però tende ad assimilare aspetti culturali, soprattutto di cultura materiale, delle delle culture, della cultura della popolazione conquistata, e si creano dei sincretismi. Se noi pensiamo, per esempio, esempio, la cultura inglese, la cultura inglese è un, è un sincretismo fra influenze francesi, cultura anglosassone, influenze e culture, meno male, comunque danesi e norvegesi. Poi che... abbiamo The Age of the Vikings che okay, adesso mi distruggerà sicuramente per questa cosa perché avrò detto una cappella e eh, cultura cel eh, celtica insulare romana e romano-britannica cioè, è un insieme astruso di roba però fa capire ci sono sovrapposte tutta una serie di popolazioni alcune come per esempio gli anglosassoni bene o, eh, ben o male hanno portato quasi la loro cultura, la loro lingua, tutta una serie di cose, però non, è, non avevano un numero eh, necessario per imporsi in toto, come invece poi fanno, come dicono di aver fatto i Romani, ma neanche i Romani l'hanno fatto, eh, su questo poi ci torniamo dopo quando parliamo della Gallia Romana e in generale. Beh, si formano dei sincretismi con la cultura più forte conquistatrice, che a meno che non sia una cultura quasi esclusivamente tipo, appunto come gli anglosassoni in Inghilterra, eh, o ancora meglio, come esempio, i longobardi in Italia, che portano solo un'aristocrazia e poi l'aristocrazia si adegua a quello che c'è già, portando alcune cose di cultura germanica, ma prevalentemente si adegua a quello che c'è già in Italia. Ma anche se e... posso, come questo caso, è proprio il numero che conta, c'è una cosa che per noi oggi è un po' diversa. C'è proprio il problema demografico all'epoca, l'epoca di Longobardi come se vogliamo pensare a Guglielmo conquistatore, cioè è un'elite che arriva: sono una minoranza che arriva al potere, Infatti, esatto. non è un caso Ed come in... se posso nell'inglese, ah, eh, le lingue, le parole di comando giuridico che, si... che arrivano se non erro quei numeri sbagliati di Age of the Vikings mi manderà un fulmine come eh, Odino eh, le parole in inglese di adesso che hanno a livello so, legge, law e tutto a livello giuridico e non solo di comando arrivano dal, eh, dal danese questo perché si vede eh, la, il legame al potere c'erano una popolazione eh, un, che derivava da quella e ha portato la sua cultura però di fatto si è sviluppata un'altra lingua, una lingua de della burocrazia che rispecchia, se vogliamo, la, la lingua di palazzo. E poi invece la lingua del popolo che aveva un'altra eh, tradizione. E lo stesso si è visto nei regni, se vogliamo, tornando a noi, al tardo antico, romano cioè romano germanico chiamateli come, come li volete. Insomma, di Teodorico c'è la testa, ci sono i goti, e ok, sotto ci sono i, i romani, ed è una, lì proprio un devastanti a anche di religione, sopra sono ariani, eh, i goti e sotto sono cattolici, non so bene come definirli, di Nicea, ecco, cristiani di Nicea. Sì, eh. nel, Nell'epoca antica in realtà c'è cioè, bene o male, semplicemente sono dinamiche molto molto simili, con numeri, di, numeri diversi, di, sia di popolazione che soprattutto anche cronologici, ci, ci vuole molto più tempo. Quindi se vuoi rispondere a te, intanto... Sì, certamente. Tanto penso che andremo avanti ancora <ride> per un po'. Quindi, volentieri, quando vuoi, se vuoi, postalo pure. Non c'è nessun eh, problema. Grazie anche per questo lavoro che fai. Siamo domenica, giusto, oggi? Sì, alle dieci e mezza. Un saluto a te che lavora. Un vero stacanovista. E per rispondere del tutto in modo completo alla domanda ti faccio il punto l'ho detto prima l'ho fatto prima l'esempio dell'abitato di Montebibele dell l'abitato di Montebibele Monte ci abitavano assieme celti ed Etruschi eh, no, per farti altri esempi eh, noi ne, allora, nelle tombe delle necropoli celtiche senoni di montefortino d'arcevia e soprattutto anche di, di Filottrano, che sono, tutte, sono entrambe nelle marche, noi abbiamo gioielli piceni, soprattutto orecchini e bracciali piceni in oro, in tombe femminili di donne celtiche. E abbiamo dall'altra parte tombe romane ritrovate in Umbria della fine del IV secolo avanti Cristo, eh, scusate, avanti Cristo, l'inizio del III secolo avanti Cristo, che hanno spade celtiche. Perché comunque, vabbè, le, la spade, le spade celtiche, soprattutto la latta in B, viene utili... poi viene adottata ovunque più o meno in Italia viene adottato ovunque da, da chiunque perché... diciamo anche una cosa se una cosa funziona ed efficace costa poco viene adottata da tutti come l'elmo montefortino che se non erro è esatto. tipico italico tipo dei celti ma lo troviamo un po' dappertutto se, se funziona ed è bella perché no sì che poi lì anche sul, sul montefortino è un po' dibattuto perché vabbè certo cioè... Sostanzialmente Come una immagina Fortino è Etrusca, la prima forma, però poi viene, viene, viene celtizzata e si formano due, due, due famiglie che sono ipoteticamente che sono che convivono. Che prende che cioè cambia pochissimo che sono la famiglia eh, Gallo-Italica e il Montefortino propriamente detto, se non ricordo male, potrei sbagliarmi, eh, però, alla fine cambia. Pochissimo, cambia, cambia la forma dei paragnati di qualcos'altro. Qualcos ma eh, sono differenze artistiche sono differenze poi Ricordiamoci, di stile. siamo un periodo che non c'è l'industria, quindi eh, ogni prodotto è artigianale. Quindi non troviamo mai la coppia esatta eh, di quello. Sì, ma poi ripeto: cioè, tutto il discorso: fluidità, le cose girano. Eh... Sì, la mh, complessità categorizzare Se... troppo, secondo me, è anche male. No, cioè, secondo appunto, quello che vorrei fare qui mi quello cerco sempre di fare: da un attimo la complessità, di dire non, non possiamo darvi essere, essere onesti, non possiamo darvi risposte secche e precise perché non ci sono e non, non le sappiamo eh, proprio noi. Cioè, non perché noi adesso non sappiamo adesso perché è proprio difficile da dire. E poi, appunto, la ricerca è in continua evoluzione, soprattutto come nel campo dell'archeologia, dove possiamo dire una cosa adesso, domani si scopre uno scavo e scopre cose nuove che può mandare in crisi tutto lo studio precedente quindi una continua evoluzione poi effettivamente è difficile saperlo perché non capita tutti i giorni di scavare il giardino di casa e trovare delle armi celtiche ad esempio no, ma abbiamo... magari <ride> <Fatto> magari <sì. ride> eh, no invece se, allora se, finendo, finendo qui questo discorso eh, l'ultimo esempio che ti porto è ehm... Riferito a quando i, i, praticamente i Celti sono scesi in Italia a sud del Po, quindi si parla veramente dei, dei primissimi primissimi anni del IV secolo a.C., cioè, sostanzialmente a cavallo, quegli anni a cavallo, fra lui, fai conto, non so, 402-390 a.C. più o meno. Indi molto indicativamente, e noi abbiamo le tombe più antiche della Necropoli di Ceretolo a Bologna, che è la necropoli celtica più antica della città, che più antica di qualche decennio rispetto alle altre, non è che, per a Bologna ce ne sono quattro, mi pare, di necropoli celtiche, c'è la Benacci, c'è Ceretolo, c'è quella di Casalecchio sul Reno, e poi c'è un'altra, mi pare, che adesso non mi ricordo. Comunque quella di Cerettolo, le, le tombe più antiche e che sono anche relativamente poche, che sono appunto del primo decennio del IV secolo a.C., hanno, hanno pochissime tombe di guerrieri. Pochissime. E sottolineo, sono, tutte, sono quasi tutte, quella di Ceretolo e quella di Casalecchio sono fuori dai confini della città. Ehm, L'ipotesi, la teoria è che intanto non sia stata inizialmente i primi anni non sia stata una migrazione 189 miliardi di celti arrivano e proprio radono tutto al suolo primo no eh, la teoria che è nata grazie a questa, a questa scoperta è proprio che ci sia stata un'infiltrazione graduale nel corso di alcuni anni di popolazioni probabilmente possiamo chiamarle avanguardie, non lo so, di prevalentemente di civili che andavano a fondare dei villaggi in zone attorno a città importanti, per esempio appunto attorno a Bologna, che Bologna, la Felsina, la Bologna etrusca era la città più importante e più grande della pianura padana all'epoca, nell'età del ferro dopo soprattutto la rifondazione avvenuta alla fine del VI secolo a.C. E, e quindi villaggi che abitavano, cioè costruiti nelle vicinanze del, appunto, di queste città, e che diventano mano a mano nel corso di alcuni anni sempre più abitati, finché non arriva il grosso, proprio il grosso a quel punto della migrazione. E buona parte delle pop della popolazione etrusca della pianura padana tela, se ne va. Proprio abbandona la città, Felsin è stata in buona parte abbandonata, non del tutto, come perché nelle fonti antiche dicono che i Celti sono arrivati, hanno sconfitto gli Etruschi, li hanno spazzati via dalla pianura padana. No, no, eh, come vi dicevo, l'ho detto anche prima: c'è un vaso del III secolo a.C. che c'è scritto. C'è scritto proprio me Titles, Metitle, qualcosa di simile. Io sono di Titele, un etrusco. Tombe etrusche appunto a, a Montebibele, Bibele, e a Marzabotto invece, che è un'altra un città etrusca nell'Appennino, quindi sempre comunque vicino a Bologna, dentro la città che è rimasta bene o male etrusca, c'è una necropoli celtica proprio dentro la città. Quindi alt altra zona di convivenza fra le due popolazioni. Spina, la città di Spina, eh, che è nel Ferrarese, è vicino all'Era, adesso non più, vicino al, um, al, um, all'estuario del Po, etrusca: quella è rimasta etrusca completamente, quella è rimasta indipendente eh, ed è da, da città commerciale è diventata città, città piratesca poi in realtà altra cosa che, sulla quale ho già parlato in dei video eccetera che quasi quasi l'espando le prima o poi sulla pirateria etrusca perché è una cosa che nessuno, cioè non, non viene mai considerata la pirateria etrusca cioè Gian te lo dico perché magari ti fa, ti fa piacere proprio questa piccola parentesi palefatto o palefatto non so come si pronunci presente l'autore della eh? Onestamente, no, non ho presente è un, un, un autore greco che ha, fa, eh, io l'avevo trovato in un libro. In un articolo, un libro tempo fa, adesso non mi ricordo, nel 2019, una roba del genere. Che è appunto autore di queste storie incredibili. In queste storie incredibili, eh, e sono frammenti ovviamente, parla del fatto che la pirateria etrusca eh, in epoca ellenistica più che altro era talmente tanto importante nell'Adriatico e nello Ionio soprattutto, ma anche nel Tirreno però soprattutto nell'Adriatico e nello Ionio che sembra che Scilla in realtà fosse il nome di una nave di pirati etruschi ovviamente queste sono cose cioè, le storie incredibili, è una, è una sua presa sulla cosa. Anche che... perché nello si parla di scille caribola. Cioè... Sì, esatto, però lui dice che, se, cioè, secondo lui, evidentemente lui ha preso, cioè, è come il discorso dei Pelazzi: non si sa spiegare uh -huh. una cosa, oppure vuole, dar, vuole dare un'origine terre, eh, terrena a una cosa che non sa spiegare. Quindi lui parla appunto del fatto che Scilla poteva essere una nave di pirati etruschi e che Ulisse era scappato appunto da Scilla da questa nave di pirati etruschi. Magari come aveva anche i tentacoli con i Pirati dei Caraibi, così spiega anche l'immortalità di questi marinai, Davy Jones uh, vabbè, etrusco sì. con le treccine, eh, me lo immagino, no? Vabbè, però, eh, cosa così che faceva ridere. Eh, allo come cos'era? Ah, e noi abbiamo, allora, abbiamo la presenza celtica che. Arriva gradualmente, poi con una migrazione, un'ondata definitiva, fa fuggire mol la buona, buona parte della popolazione etrusca della pianura cispadana, da una parte in Transpadana, semplicemente i, cosi, i cenomani arrivano e prendono parte dei possedimenti, che, cioè dei, dei territori che erano dei, dei, eh, dei veneti, portando una sorta di, tra virgolette, confine col, al fiume, col, nel fiume Adige, nonostante poi siano presenti comunità, questo lo diceva Joel, tra l'altro, comunità eh, celtiche in territorio etrusco, sono, state, ritro sono ritro state ritrovate nella zona di Rovigo, se non ricordo male, delle tombe di Celti veneticizzati e di veneti celtizzati. E per il resto abbiamo anche delle popolazioni che non sono celtiche che vengono celtizzate per via appunto di questa di questa unione. O primi fra tutti, per esempio, i liguri. I liguri non sono non nascono come popolazioni celtiche. Noi non sappiamo l'origine dei liguri. Non la sappiamo. La tesi in europea è. Credo che sia stata abbastanza smentita, ma sappiamo che i Liguri erano nell'Appennino, nell'Appennino ligure non solo, anche nella, nel, nel Piemonte, nelle, nelle Alpi, al confine fra la Francia e l'Italia e ter nel territorio di Nizza e quant'altro, prima dei Celti. Eh, sappiamo che erano lì prima dei Celti. Però, allo stesso tempo, quando, quando si sviluppa la cultura di latene, noi abbiamo determinate eh, entità tribali, cioè, proto-nazionali, possiamo chiamarle proto-nazionali, proto che sono celtoliguri, che cominciano a mantengono tutta una forma, mantengono un'identità ligure, mantengono eh, un, una cultura materiale. Molto ligure, ma adottano una lingua celtica e parte della cultura materiale celtica, tipo i Salluvi. Ah, se posso, magari sbaglio, però entro un attimo in gambatese che mi sento un po' chiamato in causa. Se non sbaglio, anche i Taurini sono questa popolazione che si è, un, si è un unita fra Celti e Liguri. Sì, allora sui Taurini personalmente io non ne so così tanto perché non li ho mai così tanto approfonditi so che sì, dovrebbero in teoria essere nati come un'entità celtoligure, però in parte golassecchiana, perché comunque sono al confine con, con quello che era il territorio di Gola Secca, e però le fonti, le fonti antiche a un certo punto li considerano proprio celti. Perché? che già quando vai da Polibio che parla della seconda guerra punica quando i, i Taurini che avevano capitale Torino non me lo prendo al di lì ehm, che erano alleati dei Romani e nel momento in cui Annibale attraversa le Alpi e si ritrova in territorio Taurino gli, di, gli chiede di passare dalla sua parte e questi rifiutano, lui era dal solo Torino e, li, e lì mi pare che proprio Polibio gli Parli dei taurini come celti e sì, quindi si... Si sapevo che erano tre virgolette più celtiche, comunque se era innestato, sempre sì. questo, diciamo, coine con i Liguri. I Liguri sono eh, propriamente autoctoni che hanno avuto degli influssi celtici, se vogliamo usare questo termine. Invece sì. i Taurini, se non erano proprio celtiche, però stando al confine, al contatto, hanno avuto degli influssi con i Liguri, questa sì. sottiglia. Sì, sì, ripeto, purtroppo poi l'origine dei Liguri ancora non la sappiamo. Però allora, autoctoni e autoctoni, non credo perché la teoria pre-indeuropea mi pare che sia stata smentita abbast con abbastanza sicurezza, ma non ne sono sicuro. Eh, lo sa meglio Lorenzo di me, credo. Eh, però sì, bene o male, non, so non sono nati come popolo celtico, si sono celtizzati dopo, come poi probabilmente altre popolazioni come le popolazioni, come i Pitti. I pitti Quasi sicuramente è proprio il 99% di sicurezza non, sono non erano una popolazione celtica, si sono celtizzati dopo, probabilmente anche gli irlandesi perché comunque anche la mitologia irlandese, la cultura irlandese, la cultura celtica insulare in generale, soprattutto quelle di Scozia e Irlanda, ha, ha delle differenze notevoli eh, dal punto di vista. Cultural, di cultura materiale rispetto alla cultura celtica, anche solo quella britannica, senza parlare appunto di quella continentale, che poi andiamo proprio quasi, quasi non dico in un altro mondo, però siamo lì, certo. e, si ritorna al discorso: i celti non erano un popolo, i celti non erano una cultura, i celti semplicemente erano un insieme di cose. Noi chiamiamo il mondo celtico proprio per comodità. E perché appunto parlavano lingue della famiglia celtica. È l'unico modo che quello e in parte la cultura materiale, è l'unico modo che noi abbiamo per definire una popolazione celtica. E... Ritornando prima, mi è venuto un flash, scusami. Vai. È una cosa sulla quale ho discusso un, paio di un po' di volte con della gente. Allora, eh, riguardo al, ai nomi Galli, Galati, Celti e quant'altro, eh, prima, prima abbiamo parlato di eh, sostanzialmente storiografia nom, eh, e nome, nomenclatura antica, non del, della nomenclatura moderna, contemporanea. Mm -hmm. Allora, noi nel, con, nel, nella contemporanea, la cosa bella è che da come lo facciamo per esempio in Italia e in Francia è diverso rispetto a come viene fatto anche in Inghilterra, in America e in altri posti. È, è diverso come viene in parte studiato, anche perché poi considera che, per esempio, in, eh, in, nella, nella, stor nella storiografia anglosassone, l'Europa il mondo, il mondo, preromana è considerata preistoria, e... giustamente sì. E... Ma, ma giustamente, ma, ma fa, <ride> Vabbè, comunque Ma io, eh, giustamente, prima dei greci, consiglio tutto per istoria, quindi sì, esatto. Prima, prima dei greci, non c'era niente, prima dei greci, non c'era nulla, no, c'era il no. barbaricum. Tutto qua c'era, cioè, <ride> però la bellezza è stata inventata con i greci. <ride> onesto, onesto, sei vero, ma giusto. No, prego. <ride> Ah, comunque, eh, per, allora, io personalmente, ma non solo io, c'è cioè, molt, cioè, moltissima gente che conosco, rivocatori, storici eh, che si occupano di storia celtica, che ne sanno anche più di me. Eh, onestamente lo dico proprio onestamente: Celti, Galli, Galati sono. Cioè, Celti e Galli sono qua, li, li usiamo un po' come sinonimi. Un po' come nelle fonti antiche, a parte quando si parla di Galati in sé, che a quel punto da, viene, viene naturale pensare a quelli della Turchia. Eh, però tendenzialmente li usiamo abbastanza come sinonimi. Ho trovato da, da, da discutere relativamente poco tempo, qualche mese fa, con degli americani, degli inglesi, comunque del, degli anglofoni, perché, perché da loro si studia che Celti è il termine per parlare di tutto il mondo celtico, mentre Galli si intende solo ed esclusivamente gli abitanti della Gallia, che è una cosa che effettivamente l'ho vista anche come... l'ho vista anche, per esempio, nella mappa quella che hai messo te su Wikipedia, Galli, cioè Galli nel, sulla Francia. E... Esatto, Galli sulla Francia, Pannoni che non so, non lo so. Sì, io sono rimasto allibito da sta roba però. E l'altra cosa bella è che... Ma ah, Galli in Italia sono il... Cispadani? Eh? Galli in Italia, come li chiamano? Cispadani? Cisalpini, Cisalpini scusami. Cisalpini, sì. Ok, ok. Eh, no, però in realtà se, Galli Cisalpini perché la, Gal la Gallia Cisalpina fa parte della Gallia in teoria, c'è sempre il nome Gallia. Oh, okay. Ah, ok, ok, ok. Sì, oh, Seguo oh, praticamente sì, la storia Romagna, c'è la Gallia Transpadania. Sì, sì, è un casino, cioè, sono Esa, e poi qui almeno segna Britanni perché mi ricordo che appunto con questi anglofoni che avete con la Sicilia. In che senso? Dopo, dopo sulla Sicilia ti dico qualcosa, fra poco, se vuoi, finito questo discorso. E premente, non so se è un, una, una spinta nazionalista degli inglesi, non lo so, che ho sentito parlare appunto celti non solo come termine generale, ma anche per definire i britanni stessi. E quindi appunto... Eh, sì, no... No, infatti, eh, lascia perdere che l'altro giorno ho, ho letto degli americani dire che, dire che noi italiani non siamo bianchi, siamo brown, marroni, come i siriani e i medio orientali in generale. Facciamo eh, un primo piano su Giacomo per confermare tutto ciò? Sono marrone, sono brown. Eh, non assecondiamo queste cavolate. Dai, no, infatti. no, infatti, gli americani non hanno una storia, non hanno una storia e se la inventano e si inventano quella degli altri. Esatto. vabbè le eh, storie no, siamo comunque... tutti bravi, infatti, salutiamo tutti gli albanesi. Ricordiamo che siamo tutti fratelli, tutti fratelli albanesi. Siamo tutti, siamo tutti fratelli albanesi, assolutamente. Eh, no, comunque il discorso appunto che nella storiografia contemporanea bene o male nazione che va in nomenclatura che trovi. E... Certo, onestamente direi anche: scusami: di nazionalismo pazzesco. che trovi. Cioè, il nazionalismo, come dire, scavano brutalmente nella storia, cercano di legittimare il proprio presente. Quindi siamo in Italia, sono di Torino, della Piana padana. Cioè, non posso farci tre esempi, ricordiamoci. Almeno fino a dieci anni fa la Lega eh, andava in giro negli anni '90 con queste bandiere, siamo i padani, lo maradrona, vai via, ci stacchiamo, facciamo il federalismo, eh, tirando fuori da questa storia eh, antica, una sorta di effettivamente nazionalismo, storia comune eh, del, del Nord, quindi questa versione. No, no, che non c'era, che i Galli, non come non abbiamo detto per... all'inizio, i Galli non erano una no, nazione, ma... non avevano questo sentimento. Non... No, ma di, scusami, ma al di là di tutto, noi siamo padani, noi siamo veneti, noi siamo celti, i veneti non sono celti, anzi i veneti erano imparentati con i romani. fatto sta che adesso non mi ricordo quale fonte romana dice che, nel, dice che nei primi contatti, che, mi, pare, mi pare Tito Livio, ma potrei sbagliarmi, dice appunto che i primi contatti che ci sono stati fra, eh, cioè, fra romani e veneti i romani, dei romani che parlavano latino e andavano in Veneto fra gli antichi veneti, si riuscivano e i veneti parlavano in lingua veneta, si riuscivano a capire credo <ride> Quindi... sia lì attenzione, sì, rivelazioni allora ehm... chi erano i bizantini? Quindi... Una domanda da... Eh. Allora, praticamente, adesso nella nella, in parte della storiografia contemporanea, paese che va in nomenclatura che trovi, però spesso e volentieri si sente, si sente dire Celti come tutto il mondo celtico, mentre Galli, solo gli abitanti della Gallia transalpina e cisalpina, Celtiberi in Spagna, e o Celti, proprio Celti, o eh, Britanni nelle isole Britanniche. Che è sbagliato, perché comunque è sbagliato, perché ripeto, Celti e Galli bene o male sono sinonimi, nelle, com, nascono come sinonimi nelle fonti antiche e noi non sappiamo come si chiamavano. Diciamo che da un certo punto di vista è visto come, come, sono visti come termini di comodo. E allora, chiuso, uh, che avete con la Sicilia, Giorgio? Te lo dirò, in Sicilia ci sono un paio di posti nel, attorno, vicino a Siracusa in cui vengono in cui il dialetto che viene parlato non è di dialetto siciliano, ma dialetto gallo italico. Perché eh, Siracusa, soprattutto sotto il regno di Dionisio, eh, di Dionisio II, mi primo. pare. Primo, scusa, hai ragione, primo, ma anche nel secondo. Eh, cioè, prende nella, nella dinastia dei Dionigi, eh, si fa un grandissimo, gigantesco uso di mercenari celti, quasi esclusivamente senoni, che venivano reclutati appunto attorno a quella che è la colonia eh, siracusana di Ancona, fondata appunto all'inizio del IV secolo a.C. come sia centro di commercio ma soprattutto hub eh, di, merce, eh, merce, di mercenari galli. Fatto sta che la teoria che va per la maggiore, e anche, questo, poi anche questa è una cosa che ha detto Giovanni svariate volte, che anche io dico da anni, la maggior parte, se non la quasi totalità, delle incursioni celtiche, soprattutto esclusivamente, quasi no, in buona parte, da parte dei senoni che ci sono stati contro gli etruschi contro Roma ma non solo anche contro, le, anche contro il sud italia perché ricordiamo che ci sono sono stati ritrovati delle tombe sono state ritrovate delle tombe celtiche in Puglia sono stati eh, mi pare Diodoro Siculo parla di, di celti che venivano dalla Puglia per che, dalla Puglia per saccheggiare il centro italia e il sud della Campania e la Campania e poi il centro Italia, quindi dalla parte opposta rispetto a dove erano, tutti sotto contratto per, per, per i per siracusani e esistono questi nuclei, questi centri di dialetto gallo-italico che deve essere particolarmente simile tra l'altro al marchigiano del nord, al romagnolo eh, e all'emiliano anche, e, attorno a Siracusa proprio perché erano, esistevano comunità di mercenari celtici, celti, senoni, in Sicilia. Questa è una cosa che spesso, quasi mai viene, fatta, viene menzionata, quindi mi faceva piacere dirla, Greg, perché ha declinato il carro da guerra nel mondo celtico? Perché semplicemente non funzionava, non funzionava più nel tipo di guerra che veniva combattuta, il carro da guerra non funzionava. L'ultimo, uh, uh, l'ultime vestigi del carro celtico, del carro da guerra celtico li abbiamo in, in Britannia, appunto con i Britanni, ma anche lì dopo che sono arrivati i Romani hanno fatto piazza pulita, bene o male perché è quello che hanno fatto, eh, carro da guerra celtico, ma cessato di esistere perché non, non era più, um, il carro da guerra in generale in Europa perlomeno non era più un tipo di combattimento o un mezzo di combattimento funzionale semplicemente perché altro se posso, il carro da guerra un po' come nell'Iliade è per la guerra individuale chi è che ha il carro? Il nobile che è armato perfettamente e va al carro, lancia i Giavellotti quando ha finito scende e duella con un altro campione l'Iliade è praticamente quello quando poi si combatte nella maniera oplitica cioè con formazioni serrate che iniziano a cozzare tra di loro Carla guerra serve ben poco. Pensiamo a Gaugamela, Dario manda 200 carri, le, le, le falange macedone si apre, fanno fuori i lati e la battaglia continua. Quindi diventa poco eh, efficace. E poi, infatti, da lì che dal secondo in poi la cavalleria acquista un maggiore, un maggiore peso, per la cavalleria gallica. Perché deve stare sulle lati, sui lati di questi grandi blocchi di fanteria che vanno a cozzarsi eh, tra di loro. E infatti, nel mondo, come anche il libro di Joel che ho fatto vedere prima, è molto interessante, fa un accenno: si vede come eh, il mondo, io lo chiamo della Gran Bretagna, della Britannia, eh, rimane, essendo un'isola, rimane isolato, e quindi fino all'arrivo di Cesare, questi qui combattevano ancora nella maniera, se vogliamo, arcaica, cioè questi scontri eh, individuali, caotici, dove di fatto il campione era il nobile che era armato di tutto punto e poteva permettersi un carro lanciare i Giavellotti, combattere se va male, stai sul carro e me ne vado quando invece la guerra è oblitica fa gruppi di fanteria pesante che cozzano, non si può fare è poco utile tra l'altro il carro da guerra celtico non è carro da guerra persiano pesante, è un carro da guerra leggero, assolutamente leggero non fatto per le cariche ma fatto per azioni di schermaglia, di schermaglia con Giavellotti e poi sì, poi alla fine c'era il nobile che prendeva, scendeva e cominciava a menare a piedi. Però alla fine la cavalleria pesante è quella che, cioè la cavalleria è quella che la faceva da padrone, da, già dal terzo, se quarto, terzo quarto secolo avanti Cristo in poi. Perché, comunque, se non ricordo male, l'ultimo esempio di carri da guerra celtici. In generale, i carri da guerra utilizzati nell'Europa continentale in battaglia ce l'abbiamo con la battaglia di Sentino del 295 a.C., che lì però hanno funzionato perché lì hanno, hanno, hanno sostanzialmente respinto la cavalleria romana. Lì, lì hanno funzionato, ma lì è perché la, i romani non avevano mai visto dei carri da guerra. Cioè, I romani di quel periodo non avevano mai visto dei carri da guerra, non sapevano come combatterli. In realtà quella volta lì la cavalleria romana ha sconfitto la cavalleria celtica, credo che sia bene o male l'unico esempio, un... esempio, a parte Talamone che vabbè ho spiegato anche perché, eh, però eh, la cavalleria romana ha respinto quella celtica, sono entrati a combattere i carri da guerra, armati di lancia, giavellotto e quant'altro, e hanno respinto la... insieme alla... a quello che rimaneva della cavalleria, la cavalleria romana però se posso ah, qui è sempre uno scontro di cavalleria cioè un sì, cavallo contro un cavallo sì. però aveva un carro però non puoi lanciare un carro da guerra contro una, una falange cioè dei fanti oh, armati è morte, è, cioè, vuoi, vuoi, vuoi sprecare un carro da guerra e far ammazzare dei cavalli è, e chi lo guida certo e, va bene aspetta. una cosa volevo un attimino ampliare su, con una frase proprio sul il discorso del come mai cominciano a combattere eh, in maniera oplitica, oplitica, oplitica tra virgolette? Perché non è una vera e propria formazione oplitica. certo. certamente certo. perché, eh, per un motivo: perché passano da avere eh, soprattutto la ten A e B, quindi fai dal dalla fin tipo inizio fine quinto, inizio, eh, fine sesto, inizio quinto fino alla fine del quarto e l'inizio del III secolo a.C. passano ad avere eserciti bene o male di professionisti perché lì sono veramente eserciti professionisti di razziatori mercenari e nobili soprattutto cioè, erano tutti nobili che andavano in giro saccheggiavano saccheggiavano facevano mercenari facevano tutto eh, con alcune con relativamente poche persone di leva a grandi eserciti di leva e grandi eserciti di leva a parte che sono molto più difficili da armare diciamo di non... massa oppure di popolo che leva mh, senza offesa mi, è... mi fa male al cuore beh no tecnicamente è quello che è, la leva militare è, quella, è quello che erano cioè la chiamata alle armi leva militare è tutto il popolo che era... quindi tutti i maschi adulti venivano non tutti dentro. però comunque è chiamata okay, chiamata okay, okay. un, un... Tot, tot di persone, come poi era anche, cioè anche a Roma in epoca repubblicana e imperiale, era così, ogni anno okay, c'era la leva. Okay. E, e No, comunque, <coughs> quando tu hai una una un esercito molto grande, eh, bene o male, non, cioè non, non bene equipaggiato, perché c'è anche da dire questo, perché una persona un contadino non è che si potesse permettere una panoplia da nobile. Eh, che sa combattere il giusto magari ha un addestramento base gli dà un addestramento base tendi a preferire una, for una formazione compatta come la falange oplitica il, il muro di scudio oplitico che ai faciliti appunto la protezione di queste persone cioè è più facile farli, farli combattere tutti assieme: che è più difficile che scappino, è più difficile che vengano uccisi e reggono di più, reggono di più sostanzialmente l'urto e il combattimento. Per questo cominciano ad, eh, ad avere un, appunto, un metodo di combattimento quasi oplitico. Che poi Cesare, appunto, dice che i, i Elvezzi eh, combattevano proprio come, gli, come opliti. Se non ricordo male, quindi... solo che avevano il Tureos invece dell'Oplon. Per rispondere alla domanda di, Joe, eh, sì, di, Joe, di Greg, scusami, eh, come era equipaggiato il cavaliere pesante celtico? Bene o male, come un fante, <ride> come un fante pesante. Eh, Tureos, quindi Scutum, in realtà è la stessa cosa, bene o male, eh, Elmo cotta di maglia. La, forse, probabilmente anche, qualche, anche uno o due giavellotti pesanti lancia e spada eh, è differente un attimino com'è nel primo secolo avanti Cristo perché nel primo secolo avanti Cristo la cavalleria celtica utilizza come arma, come arma fra le altre cose la, la spada la latendida cavalleria quindi parliamo di una sberla di acciaio 60 cm eh? 60 centimetri. No, no, la D, la, la D è un metro 80 ah. centimetri, un metro 90 centimetri, un metro, scusa, di eh. lama, solo di lama, senza punta, perché è fatta solo per tirare delle falciate mentre, cavar mentre cavalchi. Che tra l'altro. per citare, perché... Joan, un'arma da spacco. Sì, sì esatto. No, è un'arma da spacco che, tra l'altro, è l'arma che poi viene ripresa viene mantenuta dalla Cavalleria Ausiliaria Romana perché, ovviamente, la Cavalleria Ausiliaria Romana è in buona parte celtica. Viene, ripre viene presa dalla Cavalleria Germanica e dalla Cavalleria Ausiliaria Germanica. Ed è quella che, nel III secolo, i romani trasformano nella spada. È quella con la differenza che gli hanno messo la punta e l'hanno fatta più da fanteria che da cavalleria. Ma è quella spada lì. E, che, e quindi non solo quella spada lì, la spada è la base per tutte le spade europee, quasi tutte le spade europee, dalla Tradantichità antichità fino ai giorni nostri. Quindi quando tu vedi una Swainander, in realtà devi pensare che quella deriva da una spada celtica. <ride> e, um, il discorso, avevano il Tureus? Certo, i celti usavano solo ed esclusivamente il Tureus, <ride> perché... Anche lì, eh, la storia del Tureus, io... Che ricordiamo è quello scudo dove l'impugnatura si tiene... Sì, eh, maniglia. Dire, a maniglia, a manopola, In, invece non è, è braccio. Scudo... Esatto, scudo lo scudo plitico che mi sia qui, ma anche da... Anche. Vai, vai. Imbratt... No, lo scudo... allora, lo scudo plitico tu hai una maniglia, lo tieni così, hai una maniglia che la ferri, Un... una fascia che ti, che ti tiene eh, fisso sì, dei Dara, la Swainander, cioè, tut, allora tutte le spade dritte, in realtà quelle, quelle curve sono, in realtà sono una, una modifica di quelle dritte, comunque bene o male quasi, tutto, tu, quasi tutte le spade europee dalla tarda antichità in poi derivano da, dalla spata, e la spata è, un, è, una, è la versione romana, romanizzata della Latendi, quindi sì. Ah, ok, sì, Greg. Sì sì, 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 avevano i cavalieri, avevano il Turos. Allora, prendente. Dicevo: L'Oplon hai una fascia. Hai due fasce. Una nell'avambraccio, una nel polso. Che te lo tengono fissato allo scudo, e una maniglia che ti cioè, semplicemente ti fa, ti fa tenere il grip. E il Turios barra scutum che in realtà è lo stesso scudo cambia solo la forma è a manopola hai una manopola centrale dove c'è poi dall'altra parte l'umbone dal primo secolo avanti Cristo in poi prima c'era semplicemente c'era una spina in legno e... ci sono e metodale... se, eh, se posso come dire eh, si vede che Modello politico modello statico di una guerra, due falange si scontrano. Questa impugnatura invece è proprio sintomatico della guerra dinamica dei Celti che hanno sempre cercato, sì. fin dall'inizio, quando erano i nobili che arrivavano a cavallo e non solo, ma anche poi quando uno scontro di fanteria, comunque eh, prediligono eh, una guerra più dinamica. Infatti, a differenza dei greci con quelli tra i romani, hanno anche molte armi, armi da lancio. La stessa fanteria esatto. no? Ma non solo il fatto è che anche, non solo i celti prediligevano questa forma di combattimento dinamica, ma prima del periodo orientalizzante del, della, orientalizzante etrusco del VII-VI ses, secolo a.C. anche gli etruschi combattevano in questo modo. In realtà, il Piluma etruschi... è un'invenzione etrusca, se non erro. Il Piluma è un'invenzione etrusca, ma anche il Tureo, è un'invenzione etrusca. Non lo eh, sì, sì, ah, guarda, io lo sai perché lo so? Perché ero interessato dalla cosa e non mi ricordo, tipo, 3-4 anni fa ho scritto a Gioia e gli ho, detto, gli, ho gli ho chiesto specifiche. Lui mi ha semplicemente me ha de mi ha dato delle fonti, mi ha, ha, spiega mi ha spiegato come com andava, mi ha dato delle fonti e mi ha, dato, eh, mi ha fatto vedere questo, questa copertura di urna cineraria. Villa Noviana dell'VIII secolo avanti, no, nono secolo avanti Cristo. Che aveva un Turios, praticamente la cosa che poi lui adesso gli faccio pubblicità. Ma vabbè, ehm, diceva che lui non so se nel, sta scrivendo un libro nell'ultimo nell libro che ha scritto adesso, non mi ricordo. C'è un capitolo appunto sulla storia del Tureus e lui porta questa teoria. Che tecnicamente condivido perché effettivamente è quella, cioè, nel senso è, 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 fac, è facile che sia molto plausibile. E praticamente il Tureus nasce in seno agli Etruschi, in seno, in seno ai villanoviani, più che etruschi, e deriva, eh, sì, mi ricordo dopo quella cosa e, e deriva da, dagli scudi. Eh, In cuoio, micenei Che sono praticamente sono grandi scudi eh, bilobati a forma di otto. Sostanzialmente, sono a forma di otto, si. Sì, 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 gli, incuo... eh? gli scudi. Bilobati, se non erro, si, sì, esatto, quelli che infatti, gli scudi bilobati, li trovi anche nella romarcaica che sono gli ancilla. Che però, sono, sono, sono scudi rituali, quelli non sono scudi, utilizzati in guerra mm -hmm. e, e quindi comunque il discorso qual è eh, dalla dal, dal mondo greco te, miceneo greco in realtà greco di epoca già durante il medioevo ellenico comunque gli scudi bilobati continuano ad essere bene o male utilizzati e conosciuti prima, prima del che l'Oplon li, li sostituisse in toto comunque arrivano in Italia vengono reinterpretati e diventano il Tureos barra scutum. Eh, gli etruschi barra villanoviani creano due versioni differenti dello scutum barra Tureos, chiamiamolo come vogliamo. Una piatta e una convessa. Poi, quest, eh, praticamente, mh, vengo questo tipo di scudo, quello piatto, attecchisce prima nei Golassicchiani, poi negli alstattiani e in generale in Europa, centrale, Europa continentale, scusa. mentre le entrambe le versioni coesistono in Italia finché non c'è appunto fra il, il, lo, il VII e VI secolo a.C. l'orientalizzazione della guerra, de, bene o male della cultura etrusca e quindi anche della guerra che porta il sistema politico. Quindi vengono, loro, vengono nuovamente, cioè vengono loro, questo tipo di scudi vengono sostituiti in Italia, anche se continuano ad essere utilizzati, perché perlomeno versioni leggere, probabilmente in vimini o in cuoio, continuano ad essere utilizzate e sono presenti soprattutto in pianura padana perché in svariate raffigurazioni sia etrusche, padane che venetiche sono raffigurati questi scudi e sono raffigurazioni del VI secolo a.C. però comunque invece nell'Italia sotto gli Appennini quindi sostanzialmente Etruria, Umbria, Roma eccetera vengono usati molto molto poco con l'arrivo dei Celti anche in Italia centrale nel primo decennio del IV secolo a.C., viene riportata questa forma di guerra che ancora esistente ma molto sdoganata e quasi completamente ignorata e quasi persa, mobile del, dello shock and charge quindi una guerra molto più mobile che a quel punto, dopo, dopo che era stata soppiantata dal modello eh, oplitico, soppianta il modello oplitico, ma non lo soppianta solo in Italia, perché poi dal, dal, già dal, dalla fine del IV secolo a.C. e soprattutto dal III, noi abbiamo il turos anche nel mondo greco. Soprattutto noi abbiamo il turos nel mondo ellenistico dei diadochi dopo le incursioni nei Balcani del 280-278 a.C., l'istituzione della Tetrarchia ga Galata in Turchia e l'utilizzo sfrenato e smodato da parte dei diadochi di mercenari Galati. Fatto sta che poi, cioè, dai, diciamocelo, e in Egitto i Tolomei usano i Galati come guardia reale. E... Più di una volta, adesso mi ricordo c'era un, un, un ragazzo, un revocatore, che aveva fatto una ricerca approf iper approfondita sui Galati, sul, sul mercenariato Galata. E aveva fatto un post, c'erano delle robe. Adesso non me le ricordo bene, tutto, sono lette anni fa. Una roba bellissima era, non mi ricordo se era Antioco III, o comunque un, un sovrano seleucide molto importante che aveva, aveva soldato migliaia e migliaia di mercenari galati che a un certo punto gli hanno detto ascolta dai di più ti ammazziamo subito <ride> e lui li ha pagati un'altra era appunto in mesopotamia c'è cioè, stata guerra civile seleucide il regnante seleucide dell'epoca che adesso non mi ricordo chi era a solda mercenari galati si scontra con i ribelli in mesopotamia i ribelli anche loro a loro volta avevano dei mercenari galati e quindi in battaglia si vedono questi galati che si ammazzano a vicenda io mi sono immaginato la scena con dei miei amici in, inizio della battaglia tipo galati da una parte galati dall'altra ehi ciao cugino come stai tutto bene te bene quanto ti pagano tot ah, a me mi pagano un po' di più vabbè forse cambio parte no, no ti devo ammazzare mi dispiace eh, Antico Terzo la Battaglia di Magnesia, grazie. Grazie Greg. Che Greg è giovane, è molto, molto giovane. È molto, molto, interess è molto, molto interessato alla storia, soprattutto celtica. E Greg lo, la, ci segue da qualche giorno, ne sa veramente a pacchi. Sono, sono seriamente impressionato. Complimenti a Greg. Ehm, vabbè eh, andiamo a... me l'immagino che <ride> eh, beh. Eh, allora mm, allora eh, una cosa visto che comunque stiamo parlando di molte cose è già tardino però questa live continuerà a ulti... ma no va tranquillo beh. questa live andrà avanti a oltranza mi sa finché Gian non dirà ok basta sono morto e non che la bene male, mai, quindi è meno male quello che fa ogni greco davanti a un celta. Eh... <ride> non puoi negarlo. Adesso <ride> <A Delphi> non <ride> sono, sono arrivati delle Termopili del 200 del 280. A Delfi non siete arrivati. <ride> su, quel, su quello avrei molto da ridire, perché se se ci basiamo sulle fonti antiche, i celti ad Elfis sarebbero dovuti essere stati decimati e nonostante questo non solo sono riusciti, alcuni sono ritornati eh, nei Balcani, in Pannonia. Altri hanno fondato un regno di Tilis che, dopo, dopo aver sbaragliato i tracci, hanno diventerà una di Levitica, sì, sarebbe bello. Altri hanno fondato il regno di Tulis in, in Tracia, che comunque è campato 80 anni, minaccia, bombardato da tutte le parti, e un'altra parte erano talmente forti da, aver, da conquistare mezzo, quasi mezza mezzo Turchia, no, però un, un terzo della Turchia e, e massacrare di botte i greci finché non sono stati fermati da Attalo, e dopodiché sono diventati le puttane del mondo ellenistico, quindi. Io non la prenderei molto, sulla, molto sicuramente questa cosa qui di Delfi, eh? perché ah, sono stati sconfitti, sono stati massacr massacrati dalla peste e, e il clima e le cavallette, le cavallette, pensate alle cavallette per citare i Blues Brothers, eh, però... Eh, no, quella, quella dei greci quando hanno. Quella, così erano, eh, non erano i, fo i focesi, Forse quando hanno tentato di fermare i, i galli. Che poi i galli semplicemente hanno detto: Ci fermate il passo bene, noi passiamo da un'altra parte e vi andiamo al suolo tutte le città che avete alle spalle, <ride> e quindi sono dovuti andare via. E... Vabbè. Comunque tornando tornando a noi. E se, allora, dopo, se vuoi ti mando, delle, ti mando le fonti da scrivere in descrizione volentieri? Perché noi le fonti le utilizziamo, eh, noi siamo intellettualmente onesti noi non facciamo dei video dic dicendo fonti Università della Vita e Wik Wikipedia mi spiace. Soprattutto non facciamo video che si autodistruggono nel 2023 e siamo all'8 gennaio e non si sono ancora autodistrutti. Però, vabbè, quello è un altro discorso. E... Parliamo, della... Parliamo un po' di allora. Scelta tua, religione, qualcosina? Poco sulla società, quel poco che so io che si sa, o Galia Romana, voi in chat cosa preferite? Te Gian, cosa ah, puoi così, dire? mandiamo il televoto no, fai ieri, c'è la tua società Finiamolo, chiudiamo il discorso della società poi, non so, direi Galea Romana che mi interessa e poi ci lasciamo con la religione Sarebbe benissimo, va benissimo allora e sulla società come ho già detto prima noi sappiamo pochissimo molte delle cose che sappiamo le sappiamo grazie a Cesare una cosa che si dice Polibio che però... Che è, che è credibile in realtà, ma neanche troppo, eh, che vivevano in, villaggi, in... Sanse, villaggi come dei selvaggi, che posso eh... spessimi, se posso. Comunque, quello che vede Cesare. Siamo nel primo secolo eh, avanti Cristo. È un mondo celtico completamente diverso dal quinto nel quinto c'erano i nobili, sì, eh, sì, sì. sì. Che no, andavano... Pol Ascolta. Polibio parla, parla dei Celti in Italia. E Polibio parla, nel, eh, scrive alla metà del secondo secolo a.C. Okay. quindi lui e tra l'altro i Celti in Italia hanno delle città, perché comunque Bologna, e anche se era relativamente depopolata, era ancora una città, Brescia era una città, Como era una città, Milano era una città, Torino era una città. quindi comunque le città c'erano, non è vero che abitavano. Beh, la maggior parte abitava nelle campagne, nei villaggi, quello assolutamente, però non anche... sì, no, Mi scuso, era solo quello su Cesare, che dico, quando parliamo di Cesare, quello che descrive, facciamo conto, vive in una determinata epoca, la società, non sempre, eh, la società eh, celtica era in quel modo, ha avuto anche una continua evoluzione attraverso i secoli, questo era semplicemente ah, il mio... Sì, 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 sì no, quello assolutamente. Eh, no, la, la, la cosa è questa, allora noi grazie a Cesare sappiamo che... La, la società appunto era divisa in tre, tre caste in tre classi sociali che erano il popolo che lui, Cesare dice che erano sostanzialmente alla strega di schiavi ma non abbiamo prove a riguardo eh, sicuramente non erano, mh, erano sicuramente sicuramente non, era, non erano come si può dire i piloti eh? eh? Non erano degli loti che proprio erano proprio schiavi, no, a, a, parte, a parte non erano degli loti, ma sicuramente non erano messi particolarmente meglio o particolarmente pesi di come poteva essere messa la plebe romana. Certo. Poi abbiamo l'aristocrazia, che aveva comunque buona parte del potere politico e, aveva e monopolio il monopolio del potere anche militare. Esatto, e aveva esclusivamente il monopolio del potere militare tramite, a parte il sistema della leva militare nella quale chiamano, cioè la chiamata alla guerra appunto del, del, della plebe, della loro versione della plebe, ah sì ho presente, sì Greg, ho presente come libro, se le osidarmi, quello che poi dicevi anche l'altro giorno nei commenti, sì sì ho presente. E, e poi, eh no, eh, la nobiltà, appunto, l'aristocrazia, che aveva il monopolio militare non solo con la leva militare per, per la plebe, ma in quanto nobili guerrieri, aristocrazia guerriera appunto, che ha anche una guardia personale e degli eserciti privati di clienti che sono gli ambacti e solduri, dei quali noi sappiamo i nomi, ambacti e solduri, che io ho sempre ho, ho sempre visto e sempre vedrò la, la una, una, una grossa, enorme similarità fra la nobiltà, l'aristocrazia gallica e in realtà anche l'aristocrazia germanica, perché poi prende a piene mani il mondo, il mondo germanico, prende a piene mani da quello celtico, proprio a pienissime mani. E, si sviluppa quindi, dopo? Io non sono esperto di. Sì, si, sviluppa mondi, si, sviluppa si sviluppa dopo? Sì, sì. Si sviluppa dopo, ma si sviluppa molto. Eh, basandosi su, 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 su ciò che rimane di quello celtico nei, nei primi secoli, cioè fra il secondo secolo a.C. e il secondo, terzo secolo d.C. Comunque, fra l'aristocrazia gallica e l'aristocrazia feudale sono molto, 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 molto simili. E non è neanche un caso infatti che il feudalismo nasca in Francia. Carlo Magno, ci cioè stiamo parlando. Cioè. Sì, ma si parla... sì, lo so, sì, perché si parla di eh, mille anni perso... dopo. Se più che altro i franchi i germani arrivano, portano il loro modello individuale, diciamo. Ma, ma modello individuale che, che avevano inizialmente basato in buona parte... Eh, allora, modello individu individuale che si basa su, una, su un denominatore comune della cultura europea. Certo, in, realtà della, in realtà della cultura umana, perché anche, anche le popolazioni in Unione Europea non europee hanno queste stesse cose, però come modalità... Cioè, di sacerdoti, è guerrieri è e lavoratori. Eh? Cioè, la società è divisa in sacerdoti, guerrieri e lavoratori. Essenzialmente sì, sì. E anche la nobiltà, il, il guerriero aristocratico nobile che io combatto da solo, io sono Superman, io spacco tutto, sono John Wick, sostanzialmente. Certo. L'abbiamo anche in Cina un sistema così certo. per dire, e, però, vabbè, cioè, io vedo questa similarità. E poi va la terza, che è la della terza casta, che sono i druidi, che sono quelli che hanno il monopolio religioso, culturale e anche un grosso, grossissimo potere politico. che Infatti, sempre, io cito nuovamente Joel perché lui comunque ne sa molta di più di me della cosa, secondo lui. Eh, uno dei motivi per cui non, il mondo celtico è collassato su se stesso, cioè è collassato sia su se stesso sia sulle pressioni esterne, perché da sud aveva Roma, da nord aveva i Germani, eh, il, il, la mancata nascita di sostanzialmente quella che poteva essere un'entità paragonabile a entità espansionistiche eh, totalitari, eh, Conquistatrici totalitaristiche, possiamo dire, da un certo punto di vista e anche quasi nazionalistiche, come poteva essere, per esempio, Roma. Questi essere... oh, termini, io mi faccio passare, sì, no, lo so. Sto usando, dei, sto usando dei termini scorretti, ma sono termini di comodo, come il termine, il termine imperialismo per il mondo romano si può utilizzare, ma è un termine sbagliato, di comodo. Eh... Mm. Che cioè, sono, potenze egemonizzate. Eh, cioè, anche Greg Wolf e altri che. Cioè, sono sì. <ride> però... Sono termini di comodo, perdonameli. Eh, però era, era, è, per, è per rendere l'idea. Ehm, noi, noi comunque non abbiamo appunto quest, questo sviluppo di questa realtà in buona parte per via dei druidi perché i druidi erano, erano la casta che, che ha tenuto unito e sostanzialmente in una forma di limbo eh, di sviluppo sociale e politico il mondo celtico per 4-500 anni buoni. Perché? Perché ovviamente erano estremamente potenti, erano, erano più potenti della nobiltà, erano organizzati. Perché, era, eh, perché i druidi erano un'entità che la possiamo considerare quasi come la Chiesa Cattolica, erano un'entità sovrastatale, eh, erano un'entità con a capo un singolo druido, c'era cioè, un gran capo dell'ordine druidico, e noi non sappiamo che titolo avesse, non sappiamo chi fosse, non, non sappiamo niente, sappiamo solo che c'era. Non sappiamo neanche come chi si accedeva, c'è cioè chi poteva accedere a questa casta druidica? No no, mobili, lo no, no, quello lo sappiamo, per lo più erano, erano aristocratici, allora tecnicamente potevano acceder, poteva accedervi bene o male chiunque, mm -hmm. ma solo gli aristocratici avevano abbastanza soldi perché c'erano le scuole druidiche, c'erano scuole, la mm -hmm. scuola più famosa e più prestigiosa era quella che probabilmente si trova a, in Ismon, in, in Galles, e, più che altro nessuno, a parte gli aristocratici, aveva la, le capacità economiche per, per, eh, per finanziare i vent'anni di scuola druidica che una persona si doveva fare per diventare druido. Poi c'è tutta la, la questione interna delle divisioni interne, dei, perché al, al loro interno i druidi avevano tre. Eh, Tre ranghi diversi, che poi non è neanche corretto dire ranghi, sono quasi più, cioè sono tre ruoli diversi, che però adesso non sto a. Non, non li so benissimo neanche io, onestamente, non sto a, a dirli. Un, vi dico solo che uno di quelli erano i Bardi. Comunque, avevano quindi erano bene o male tutti aristocratici. Erano eh, un'entità sovranazionale, sovratribale. Ogni anno, tra l'altro, mi pare ogni anno, eh, i, dru i druidi del, eh, si, mh, si incontravano in un'assemblea eh, in una, in un druidica panceltica, quindi di bene o male tutto il mondo celtico, in Gallia, in quella che è la foresta dei Cadurci. E avevano un capo, avevano il monopolio della cultura. E della storia perché Perché noi abbiamo pochissime iscrizioni celtiche in lingua in lingua in lingua alfabeto celtichi, celtici e perché non sappiamo niente della religione, perché era tutto eh, su base orale. E gli unici che appunto la studiavano in maniera completa e che avevano sostanzialmente poi il diritto di portarla avanti erano i druidi. Quindi, noi abbiamo una casta di aristocratici. ...intellettuali, filosofi, medici, eh, giudici, perché erano anche giudici, erano anche giudici, panceltica... Tutta la società civile, in pratica. Eh? Tutta sì. la società civile. Sì. Loro no, no, avevano, avevano il controllo, punto. Anche mm -hmm. perché poi, come dice Cesare, il, la più grande pena per un, per un celta... Era venire escluso dai, dai rituali, dai rituali pubblici, dai rituali religiosi pubblici, cosa che i druidi potevano fare. Nel senso, hai fatto qualcosa, hai, mi hai pestato i piedi, bene, tu, mh, tu sei escluso completamente dalla vita religiosa. Una scomunica. Sì, perché ho detto che è molto simile alla Chiesa Cattolica? e appunto questa, questa cosa di mantenere di mantenere lo status quo quindi di divisioni, divisioni tribali se un, se un condottiero un comandante un, un, un regnante un re o quant'altro diventava troppo potente probabilmente lo facevano fuori vedi anche solo vedi vedi c'è il padre di vercingetorige che ha tentato di far ripartire gli arverni ed è stato ucciso, probabilmente dagli aristocratici che non volevano, il, non volevano lasciargli i poteri assoluti, perché erano diventati una pseudodemocrazia, oligarchia, più che altro, però sicuramente c'erano anche i gruoi in mezzo, certo, e, e allo stesso tempo. Nota una cosa, quando noi arriviamo in epoca romana e abbiamo a quel punto una cultura gallo-romana, quindi con alcune cose celtiche però prevalentemente romanizzata e i druidi sono molto meno potenti, non hanno praticamente più autorità e poi a un certo punto proprio cessano di esistere, a quel punto abbiamo l'impero delle Gallie. viene a mancare la società civile, quindi eh, entrano di fatto nella società civile romana, dove di fatto se, immagino, questo è un pensiero che sto facendo io adesso sul momento, se durante il periodo celtico un aristocratico aveva dei fini, degli interessi a legarsi a quel mondo druidico, con Roma, eh, maggiori interessi politici e finanziari, cioè aveva legandosi direttamente con Roma, entrando di fatto, pensiamo alla Galla Cisalpina, entrando di fatto nel Senato di Roma, che con Cesare... E quindi manca ma l'interesse, perché, perché devo mandare mio figlio a fare 20 anni a spendere soldi per diventare un druido quando mando mio figlio o io stesso divento senatore di Roma un senatore sì, romano ma... voglio dire, scusatemi quindi... sì, poi c'è il discorso che, è un cer... che con col principato i druidi li, li fanno proprio fuori cioè, a un certo punto i druidi li fanno fuori c'è chi... Perché, comunque continuavano, perché continuavano comunque ad avere una grossa, cioè una grossa spinta politica. Eh, tacito ci parla appunto che durante, non mi ricordo quale ribellione della Gallia nel primo secolo d.C., eh, i maggiori promotori della ribellione erano i druidi. Adesso non mi ricordo quale, perché ce ne sono state tantissime. Nel primo secolo dopo Cristo d.C. ci sono state, c'è stata quella di Vindice, c'è stata quella di Maricco, c'è stata quella di Civile, c'è stata quella di eh, ce ne sono state tantissime. E vabbè, e, tutte spinte dai dai druidi, diciamo. Quindi una spente. sì, una sì, una è stata okay. spinta dai druidi, ed è stata e tra l'altro mi pare che sia anche l'ultima volta della quale abbiamo. Eh, notizia dei druidi in ambito continentale da, da parte di Tacito ehm, adesso, adesso non mi ricordo se mi dai due secondi te lo so anche dire perché vai, ce l'ho scritto nella tesi ce scritto nella tesi devo solo cercarlo certo quindi se, nel mente se possiamo tirare i fili un attimo per vedere sì, vai, vai, vai. la nostra società eh, società classica indoeuropea abbiamo i lavoratori che fanno il loro lavoro non. Artigiani anche di ottima qualità, ricordiamoci la loro ricamata, l'armatura, cioè quelli con gli anellini di ferro, è un'invenzione dei, sì. dei Celti e non solo, soprattutto nel periodo latinano all'inizio, quinto, quarto secolo. Eh, lame di ottima qualità, spade. Il, ma mi viene in mente, eh, come si chiama per tenere la spada? Il, la fibbia in il ferro, quadro. anche il cintura, ah, la, no, cintura, cintura, la cintura, cintura sospensoria, quella esatto, fatta a cintura, catena. Cintura, Esatto, ci torno spesso in catena, sono comunque eh, invenzioni importanti sempre in ambito eh, bellico, che poi le armi dei celti andranno a perdere di qualità quando appunto si entra nel, negli eserciti, se vogliamo, eh, di popolo. Ma, sì. Quindi poi per descrivere ancora maggiore, maggiore questa società, perché non abbiamo avuto che ne sono un impero dei celti, visto che avevano tutte le potenzialità, eh, perché ce ne sono usciti i romani, non... I greci, tra virgolette, è uscito Alessandro poi iniziano a figare tra di loro, si sono spariti il regno, perché i Romani di fatto eh, ce l'hanno fatta. I, I Celti, possiamo dire, non ce l'hanno fatta. Uno, perché la società chi comandava erano, sono rimasti un po' sempre i soliti aristocratici, nessuno è riuscito mai a emergere così di tanto da poter eh, tenere unito, erano molto eh, divisi dal punto di vista. Poi, eh, appunto, con il III secolo si iniziano a formare queste. Eh, entità eh, protostatali che sentono un po' la vicinanza con Roma con questi modelli quindi anche loro si eh, sviluppano e c'è diciamo questo un po' in ritardo rispetto a Roma o al mondo, eh, al mondo greco quindi all'inizio del terzo secolo iniziano a crearsi le loro entità eh, protostatali però già, e ecco, qua arriviamo alla, alla galea di Cesare, quando arriva eh, siamo in un periodo dove, appunto, i signori, eh, gli aristocratici hanno i loro eserciti, gli eserciti privati che eh, combattono tra loro, hanno debiti. C'è anche una sorta, se vogliamo, di feudalesimo tra, virgol eh, tra virgolette. Andare a combattere a spese di altri signori per potersi pagare i debiti, quindi, un continuo stato anche eh, di guerra. E in più abbiamo anche delle pressioni politiche e culturali dalla, da dalla classe diciamo, civile che è rappresentata dai druidi, che, come hai detto tu, non era solo. Quella religiosa, ma aveva un potere in tutti i campi eh, civili, che cercava, se, tra virgolette, poteva essere una guida dal, dal punto di vista panceltico, però, in tutta questa grande galassia, in questo grande mondo complesso non riusciva a emergere una figura unica, se vogliamo, l'unica figura ehm, che è emersa, unica, che ha saputo unire tutti quanti il mondo celtico, effettivamente Vercingetorige, ma siamo in un caso eccezionale quando ormai. Di fatto la Gallia è minacciata da una potenza esterna, allora riesce a unire sotto i suoi vessilli eh, tutti quanti, tra virgolette, i, i Celti contro un nemico comune che sarebbe in questo caso Cesare. Un po' come se vogliamo è successo con i greci e con i persiani. Quando arrivano i persiani, che sono tanti, tutto il mondo dei greci si unisce. Ma tra virgolette, ricordiamo la seconda guerra persiana, i tebani medizzano completamente, cioè vanno da parte dei persiani. Però quando sì. c'è un nemico esterno. Dica. No, che, no volevo, scusami, no, che poi anche lì eh, Vercingetorge non ce la fa unire tu, tutta certo, la Gallia, certo. in realtà m, m, buona parte della nobiltà rimane a quel punto era ancora fedele a Cesare. Fatto sta che poi l'aristocrazia la, che viene fuori dopo, sotto la dominazione romana, riceve quasi: cioè, tutti ricevono la cittadinanza da Cesare, da Augusto e da Claudio. Infatti certo. si, chiamano tutti Giulio, si chiamano tutti Giulio, sono tutti Juli. Mm -hmm. Si chiama appunto denominata eh, nobiltà. Giulia. Certo, il no, mio discorso forse ho preso un po' troppo semplice. Però per dire in caso di nemico eh sì, esterno, no, era bene, era... Eh, no, hai fatto benissimo a eh, correggermi. Comunque, se vuoi, scusami Dai. se ti interrompo. Ho trovato quel, quel, quel passo di tacito. Suve te lo leggo è breve. Vai, vai lì pure. Allora, eh, vabbè, Tacito è lì li, storie, libro 4, paragrafo 54. Eh, L'arrivo della notizia della morte di Vitellio in Gallia e Germania causò una seconda guerra civile, abbandonò ogni dissimulazione e attaccò direttamente il potere del popolo romano, mentre le legioni di Vitellio preferirono una servitù straniera piuttosto che il gioco di Vespasiano. Quindi, qui si parla in realtà dell'inizio della eh, civile, la, la rivolta dei Batavi. Però poi arriva la parte interessante. I druidi, quindi si parla del 69 d.C., eh? 68, 69 d.C., non uh, 68. Siamo, non erro, alla guerra giudaica. Sì. Più o meno. I druidi dichiararono che l'incendio del Campidoglio era un segno di ira divina e chiesero a gran voce un impero universale delle genti della Transalpina. Da qui... Treveri e Lingoni soprattutto, ma poi si unirono, altre, si, si unirono altri, comunque Treveri guidati da Giulio Classico e Lingoni guidati da Giulio Sabino, appunto Giulio e Giulio, eh, proclamano la Gallia indipendente con il nome di Imperium Galliarum, con l'impero delle Gallie, perché sono stati due imp imperi delle Gallie, questo è il primo, quello di Tetrico il secondo, e Giulio Sabino si è fatto nominare Cesare. Però c'erano i druidi in mezzo. Però una cultura pienamente romana a questo punto. Sì, cioè, sì, sì vero, assolutamente. Lutto. Vediamo come i paradigmi romani sono stati, eh, sono stati assorbiti. Sì, sì, assolutamente. Considera che pochi anni prima, nel 68, mi pare, negli, eh, un, uh, un giovane, un ragazzo di, de, dei Boi, eh, era, era di nome Maricus, era nel territorio degli Edui quindi comunque sempre piena epoca romana, e lui si è dichiarato, ha deciso di iniziare, che voleva iniziare questa ribellione contro Roma e si è dichiarato uh, Dio e campione, è Dio, Dio è campione delle, dei Celti e della Gallia e voleva, ha, ha raccolto un esercito e voleva sconfiggere i Romani per ritornare alla Gallia pre-romana. E lui non fu ucciso dai romani, non fu sconfitto dai romani, lui fu sconfitto dagli edui stessi, aiutati da truppe romane, ma sono stati gli edui che hanno, hanno raccolto un esercito, quindi tra l'altro anche lì assolutamente illegale, perché all'interno di Roma non lo potevi fare una roba del genere in quel periodo, però hanno, un hanno, hanno creato un esercito e l'hanno sconfitto, perché loro volevano si sentivano romani in quel, in quel momento e volevano rimanere romani. Allo stesso tempo però erano anche galli. C'è sempre questo binomio fra cultura dominante e cultura dominata: cultura dominata che si adegua e assimila a quella dominante per sopravvivere, e cultura dominante che assimila, che perlomeno nelle zone in cui c'è quest'altra cultura dominata lascia stare, lascia, lascia correre alcune cose e ne, ne impone delle altre. Mettiamole in questo Ma modo. Secondo me è più una cosa di paradigmi, se posso dirti, perché no. mh, comunque gli Edui avranno capito, gli piaceva questo, questo modello di Roma, cioè, grazie a Cesare sono entrati dentro il Senato, hanno avuto altri privilegi. No, gli, e... gli Edui grazie a Claudio. Grazie a Claudio, scusami. Eh, sì, uh, vorrei... solo con i Cisalpini ma non ha dato loro... Sono i Cisalpini... Ok, sono i Cisalpini. E, e, al, e all'aristocrazia, all ma non avevano comunque la piena cittadinanza per poter okay. entrare al Senato. È stato Claudio quello ad aprire le porte del Senato i Transalpini. Oh, okay. E comunque... Eh, guarda, scusami se, scusami se ti interrompo, ti do solo delle vai, informazioni vai, vai, vai. Così, così puoi mettere a posto meglio il tuo discorso. Ehm, noi abbiamo pochissime, questo l'ho detto in una live sulla Gallia romana che ho fatto, che mi sa che la cancello perché fa schifo. Infatti, mi sono anche sbagliato eh, su questa cosa. L'ho corretta e eh, adesso la ricorreggo. Praticamente noi abbiamo pochissime iscrizioni e pochissime prove di ehm, senatori romani provenienti dalla Gallia transalpina, che non sia la narboniense, perché la, la Narboniense è a parte. Okay, certo. È un mondo a parte, proprio un mondo completamente a parte, eh, però che, ven che venissero dalla, dalle Germanie, poi in realtà, perché in realtà Germania superiore ed inferiore facciano parte della Gallia Belgica. Sono state separate dopo. Comunque, dalle Germanie, dalla Belgica, dalla Ludinense quindi dalla Celtica e dalla e dall'Aquitania sono circa una cinquantina per tutto il periodo dell'impero non sono tantissimi, se ci pensi. No. 50 senatori conosciuti. Allo stesso tempo sappiamo anche di pochissimi cavalieri, perché iscrizioni riferite a cavalieri, cioè membri del rango equestre di origine, comunque bene o male, gallo-romana, non eh, cittadini romani, coloni italici che sono stati, sono stati comunque pochissimi di quelli, anche così circa 200 ne abbiamo di, di, di equestri cavalieri come dobbiamo cinque. immaginarci non gli interessava ci immaginiamo i romani come parassiti sono arrivati non gli interessava perché loro avevano eh, praticamente loro tra l'altro la, la, la cosa bella delle tre, province, de, delle tre province galliche è che avevano una loro capitale Lione avevano il loro senato perché avevano il, concilio, avevano il concilium galliarum, il concilio delle gallie che era il loro senato Uh -huh. Però non gliene fregava un cazzo di andare a Roma, Però, detta proprio come va, detto, non gliene fregava niente, anche perché comunque loro erano ricchi sfondi, perché erano ricchi sfondi, erano al top della vita politica del... politica e religiosa, perché il Consiglio delle Galli in realtà non, è, non era non, non aveva eh, non era un Senato come possiamo intenderlo noi, il Senato di Roma o quant'altro, era in realtà una. Un concilio, un senato dei top aristocratici delle, delle tre province galliche che ogni anno semplicemente doveva eleggere una persona per condurre i, i culti del rito imperiale di quell'anno, perché a Lione c'era il tempio del culto, imperiale, del culto imperiale. E quello, arrivare a Quel uh, dall'essere votato all'essere votato era l'apice del cursus sonorum che potevi avere in Gallia. Una volta, eh, una volta che tu entravi, praticamente nel Consiglio delle Gallie, adesso non mi ricordo se dovevi anche essere eletto e fare questa cosa. Oppure solo nel Consiglio delle Gallie, potevi andare anche al Senato di Roma, ma la maggior parte non lo faceva. Rimaneva nel Consiglio delle Gallie. Abbiamo degli esempi. Del terzo, terzo secolo, circa ter, secondo, terzo e quarto secolo, poi in realtà ne abbiamo, abbiamo, abbiamo un po' di esempi di persone che dopo aver fatto tutto il corso sonorum nella propria civitas, e dopo aver fatto il praticamente essere entrati nel Concilio delle Gaglie, loro prendono e ricominciano o da capo in un'altra civitas a fare il corso sonorum o ritornano a casa loro e se ne stanno lì a fare cazzi, cazzi proprie. Quindi non era molto... Cioè, la Gallia è un mondo a parte, la Gallia è proprio un mondo a parte all'interno dell'impero. Eh, non vorrei dire semi-indipendente, perché non lo era, però per determinate cose era proprio... Sono rimasti nell'oro, diciamo. Sì, sono rimasti abbastanza separati. Se vogliamo un ottimo esempio di soft power romano. Sì. Comunque sì, sì, romani c'erano, allora interessate le tasse, le pagavano, se no a Roma arrivava. Eh, chi voleva fare la vita militare veniva ben preso, veniva pagato, c'erano i confini, ma per il resto, Roma non è che interveniva in modo estremamente intenso. Cioè, voi vi autogestite. No. Noi pagateci le tasse, per il resto fate che volete. Sì, ma la, e la cosa bella è che alcune delle rivolte che ci sono: le prime rivolte che ci sono state negli anni 10 e negli anni 20 del primo secolo d.C. in Gallia non erano rivolte indipendentiste come poi so, è la rivolta per esempio appunto di, di Sabino e Coso ehm, che appunto vogliono l'impero delle Gallie e quant'altro. Erano ribellioni perché eh, i governatori romani di delle province esigevano troppe tasse ed erano corrotti. E quindi si ribellavano a, quel, a quei governatori. Una volta sedata la ribellione, cambiato governatore, loro andava benissimo così non volevano pagare troppe tasse. Quando è che la fai la live con Tribunus? Eh, quando adesso, mh, uh. dopo le vacanze, te, ci sentivamo per metterci un attimo d'accordo sul cosa possiamo fare la live. Un attimo incastrare gli impegni di entrambi, diciamo, ho no, no, oh, tutto interrotto fatto... ovviamente in questo periodo. È... Vediamo un secondo anche altre live che devo un attimo prendere e riagganciare. Come anche a breve farò una live con Media, media Est, con parleremo dei Normani di Sicilia. Mm, bello, interessante. Sì. molto. Però appunto un secondo passo la volta, step by step. Ma sì. E guarda. Ti dico scusami, è che comincio ad essere tardino. E... Vai tranquillo, non c'è nessun dico, problema. Allora. Ultimissima cosa riguardo alla società, poi mm -hmm. ti dico qualche, poi dopo parliamo. Gaglia romana, ti do qualche altra informazione e poi parliamo di religione, va bene. Ok, più altro perché immagino che la gente comincia anche ad essere stanca. Vabbè, ma se vuole possono andare a dormire, domani la recuperano. Bello di YouTube che rimane, <ride> sì, allora, eh, Allora, come, eh, tu hai detto giustissima una cosa prima, più di una, però ne hai detta una giustissima. Grazie. Eh, tipica società indoeuropea: assolutamente sì. E come ogni tipica società indoeuropea, era patriarcale. Ah, mamma mia, però, ordine di femministe? No, no, da quel. Non sono stanco, non sono. Greg, te... però ti chiedo una cosa per piacere. Non scrivere in caps. Per favore, che sembra che stiamo. No, stia scrivi pure in maiuscolo, non c'è problema. Non sono di quelli che <ride> eh... <ride> mi dà problemi. Quindi... No, devi... allora, de... Greg, devi scrivere in caps. Adesso devi scri... in maiuscolo. Devi scrivere solo una cosa. Fallo per, Fallo per Lore, non, per... non tanto per me. Devi scrivere, Non stavo dormendo. Lore la capirà e appena lo vedrà si metterà a ridere. Comunque, allora, Ma Gregorio società... scrive in maiuscolo nelle mie live, non farti problemi. Società patriarcale, però a differenza, per esempio, di quella greca e di quella romana che erano usando un termine contemporaneo sbagliato, pesantemente maschiliste e que... Grande Grecia, se più posso latina. anche quelli di Grecia, bisogna vedere anche dove andiamo. Sì, se siamo ad Atene, 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 Atene una Atene. democrazia, una cittadinanza, Sparta, già un'altra cosa, cioè, si sì, no. Atene, Atene dai. Poi, per carità, eh, ovviamente le donne di allora non erano le femministe di adesso. Eh, ci no. piacerebbe Le donne vivono meglio, oggi anche la donna eh, etrusca, mi... per carità, poteva, banchett banchett poteva banchettare con il proprio marito insieme ad altri, cosa che per i greci ateniesi eh, era fuori di testa. Però, come dire, non investiva un'armatura, quindi non aveva diritti politici. Cioè, eh, fino anche, fino a noi, cioè fino al 1918 il cittadino guarda il soldato. Non è un caso, sì. dopo, dopo la Prima Guerra Mondiale i maschi hanno avuto la cittadinanza, le donne dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando eh, le donne sono rimaste a casa, però sono andate in fabbrica. Per questo che le donne hanno il voto. Sì. No, eh, comunque, il discorso Prego. è che dal punto di vista archeologico noi non vediamo nelle tombe, nei corredi femminili eh, una grossa subordinazione e minore importanza rispetto all'uomo ma grazie a tutta una serie di ricerche che poi sono state fatte sempre da quel ragazzo che ti dicevo che un ero, era un rivocatore, non lo so, non mi ricordo cioè non, non, non l'ho più visto eh, quello che ti dicevo che ha fatto tutta la ricerca sui Galati se riesci a trovare il link, me li metti sotto in descrizione. Con eh, commenti, è roba allora. Eh, non so se l'hai mai vista. C'era una pagina Facebook che però non, non, non pubblica roba da più di un anno che si chiama eh, Regogolo Boemetto. No. Lui vabbè, lui, hanno, scritto, hanno fatto tutta una serie di cose. Lui era uno di quelli che scriveva, che ci scriveva. Eh, C'è tutta una serie di cose. Adesso eh, se la cerchi, poi la trovi. Mh, vabbè, comunque. E praticamente grazie a ricerca incrociata con fonti celtiche insulari però già tardo antiche medievali che però danno un'idea e noi sappiamo e, an e anche alcune cose citate da alcune fonti greche e alcune fonti romane noi sappiamo che le donne avevano precelti avevano molti più diritti delle donne a roma la stessa buddhica che è regina col marito che muore, ma lei rimane regina e, e il tutto sarebbe potuto passare, sarebbe dovuto passare alle figlie. A Roma, cioè a Roma le donne avevano diritto di eredità, ma non avevano diritto di utilizzare la propria eredità. Ehm, in questo caso, noi abbiamo una donna che addirittura è eredita a un regno. Eh, sappiamo che le donne potevano tranquillamente chiedere il divorzio ed erano legalmente protette da, da abusi fisici e corporali. Ah, se altro posso, questo anche ad Atene, c'è una scena, sì. Plutarco di Alcibide ne parla, se una donna andava dal polemarco, mi ricordo quale, che c'erano diversi polemarchi, se andava poteva chiedere il divorzio, come racconta Plutarco nella vita di Alcibide, eh, la moglie di Alcibide ha tentato di andare, Alcibide ha mandato il suo scagnozzo e l'ha portato in casa tirandola per i capelli. Eh, ma nel, nel mondo celtico una cosa del genere non era possibile perché le donne erano anche, erano anche protette e potevano chiedere il divorzio perché il marito le picchiava certo da quello che so e, se e tra l'altro un'altra cosa molto interessante ah, scusami, è... anche, il mondo, se non ero, anche il mondo greco si poteva fare così il problema è che non, non l'ha fatta proprio andare dal, dal pole marco dal... eh, una cosa interessante è che nel mondo celtico a quanto pare poi, ripeto, magari son, sono cose che non abbiamo la certezza assoluta. Eh. Certo. La, do, la dote la, da, la, la davano sia, allo, sia il marito che la moglie, non la dava solo alla moglie, la moglie, la dava anche il marito e nel caso di divorzio la, donna si, la, la moglie si riprendeva la sua dote e il marito si riprendeva la sua, amici come prima. Ah, si potrebbe fare anche adesso, si sì. userebbero molti strumenti. Sì, no, <ride> eh. no, in realtà adesso si, adesso si fa, basta semplicemente tenere i conti separati. E infatti. Divisione dei beni fin dall'inizio libro mastro esatto, diviso, miglior regalo per un matrimonio, io, la maggior parte di, delle persone sposate eh, e poi divorziate che conosco eh, l'hanno detto: tutti, mai fare la condivisione dei, be fare la condivisione dei beni, la è la cazzata più grande che io abbia mai fatto in vita mia dopo il matrimonio, cioè. <ride> gente ancora, ancora, anche, alc alcuni anche gente che è rimasta sposata. Eh. Vabbè, comunque eh, Chiuso questo, eh, Greg, ehm, chiedilo a Lore in privato, perché te l'ho chiesto. Non posso, dirtelo, non posso dirtelo in live. Comunque. E... Aspetta che vediamo. No, non mi ha scritto Lore, quindi ancora non l'ha vista, mi sa. Eh, comunque. E... Parliamo un attimino di Gallia Romana. Ma sì, vi ho un'idea, cosa come dobbiamo immaginarci quella Gallia? Insomma, al 406 okay. d.C., quando i Franchi vanno, trepassano il Reno e arrivano in questo, questo okay. mondo che, come hai descritto, te, è abbastanza un po' soft power romano. Sì, siamo galli, paghiamo le tasse, mm. però siamo sempre noi. I druidi ormai penso non ci sono più, saranno no, no i druidi hanno cessato di esistere nel. Probabilmente nel, nella, alla fine del primo secolo d.C. Scusami, Greg, eh, top 5 cavallerie del mondo antico. Dipende cosa intendi. Eh, la, la, esistono più tipi di cavalleria: c'è la cavalleria leggera, c'è la cavalleria la scher da schermaglia, c'è la cavalleria pesante. Cavalleria in generale per performance ti direi eh, cavalleria partica barra. Cavalleria bar Orientale, persiana, Seleucide, eh, no scusa, non Seleucide, eh, Persiana, sassanide e quant'altro, numero uno. Eh, mettiamoci anche la parte che in mezzo, anche se è diverso. Eh, numero due, in generale, direi la, io opterei per la celtica. Numero 3 della steppa, numero 4 la numidica perché, perché i cavalieri numidi, come, come cavalleria da schermaglia, era la migliore: la, come cavalleria puramente da schermaglia con il giovellotto, era la migliore. E poi ca la cavalleria pesante macedone, io la metterei lì come, come quinta, dai. Buonanotte, Cosimo. Buonanotte. Ah, ok, solo cavalleria pesante. Eh... Cavalleria pesante, catafratti persiani, quindi persiani barra parti, barra sassanidi, celtica, eh, macedone, cavalleria pesante germanica tardo antica, no scusa, eh, macedone della steppa eh, germanica tardo antica. Esatto, la Gema che... La cavalleria, la, la cavalleria game era bella, a cazzuta. Eh. No, la ghema, la game. I, comp I compagni non. Correggimi, te, ehm, Gian, i compagni non erano piedati? Erano... Parlando, scusami, macedoni. i macedoni. I compagni di Alessandro Magno eh, erano i nobili? Cavalli. No, erano anche a cavallo, semplicemente erano gli ah, amici okay. di Alessandro, la sua cerchia di nobili. Se non, non, sono sì, no, di non erano, non erano in un'unità militare. Ma no, a me pare... No, anche no, Alessandro attenzione. guidava la... La, la, la Ghema, era la gema, la cavalleria di Al... pesante di Alessandro, se non ricordo male. Sì, pare anche a me, non vorrei dire una cavolata. Okay. Adesso sono... okay. mi prendete in contropiede, non sono esperto di, sia di storia militare sia anche di storia macedone. Però Vabbè. Sì, erano... Io so, Alessandro Magno guidava la cavalleria, i suoi compagni amici del re erano questi nobili, Parmenione, ad esempio, e anche gli altri. Clay o erano tutti i suoi sì, quelli che sostanzialmente gli hanno fatto, sì, ma non gli non hanno anche fatto no, la campagna perché lui non era in grado. E... Beh, abbiamo parlato in un'altra live. Mi sembra <ride> È esagerato. Qui non beh. usciamo vivi, no? No, perché sennò gli altri compagni che mi vengono in mente sono quelli di Skyrim. però <ride> e, beh, Allora, eh, sì, com'è la gaglia alla fine dell'impero? allora. Soft power romano, l'hai detto giustamente benissimo te. Soft power romano sotto molti aspetti, e, um, il discorso. qual è allora? Prima vi ho parlato di Civitas. E, la civi, le civi, le Civitas è eh, sostanzialmente eh, città. Non so, non saprei so bene come definire comunità. Eh, All'interno della gaglia romana erano sostanzialmente le stesse identiche eh, della Gallia preromana, nel senso che ogni tribù ha mantenuto la propria collocazione geografica e quelli che non hanno mantenuto la propria capitale l'hanno rifondata, tipo gli Edui, che hanno abbandonato Bibracte dopo una ventina... 20-30 anni, anni dopo la conquista di Cesare, hanno fondato eh, Augustodunum, mi pare che si chiami, la loro capitale mh, di epoca romana, a qualche decina di chilometri di distanza. Però, bene o male, eh, le, quelle che poi erano le, le civitates della Gallia romana erano le, le tribù precedenti. Fatto sta che noi, per esempio, abbiamo il caso di Anderitum. Anderitum era la capitale dei Gaballi, della tribù dei Gaballi, che era una tribù uh, nel sud del, um, eh, del massiccio centrale, pre quasi in, in Arboniense, ed erano vassalli degli Arverni. In epoca Roma, la loro capitale appunto in epoca romana era, era Anderitum è, è stata ritrovata eh, tra l'altro è, so è sopra un villaggetto molto, car molto carino, tipico, caratteristico come si suol dire e, e però appunto il nome era Anderitum quando quella zona fu conquistata non dai franchi ma dai burgundi ed entrò nel regno dei burgundi quindi si parla di V secolo d.C., quella città cambia nome. Quella città cambia nome in Ad Gabalos, dal nome dei Gaballi. Quindi, esisteva, quindi i Gaballi loro avevano ancora il nome proprio di quando erano una tribù prima di Roma, 500 anni dopo. Non ha una forma di resistenza culturale, non c'è stata una forma di resistenza culturale, semplicemente memoria, tradizione, memoria. Così. Fatto sta che oggi quella città si chiama Javol, ad Gabalus Javol, semplicemente si è francesi, francesizzato. Questo è un esempio. Eh, un altro esempio... Uh, che, che faccio è quello del, di un, un passo dei, dei commenti alle, alle lettere dei Galati fatto da um, Sant'Eusebio, mi pare, uh, qual, mi pare Sant'Eusebio, adesso non mi ricordo, e, nel V secolo, in cui praticamente lui dalla Turchia va in Gallia. Dai, presso i Treveri e dice che la lingua parlata dai Treveri non, non intendendo nel greco e nel latino, sia chiaro, la lingua parlata dai dai Treveri è estremamente simile alla lingua parlata dai Galati in Turchia. Questo per dire che in realtà la maggior parte della cioè comunque parte della popolazione, la parte più bassa della popolazione, in realtà ha continuato a parlare le lingue, eh, lingue galliche. E nonostante 500 anni 500 e anni di dominazione romana, eh, ci sono, ci sono, poi c'è una serie di studi. Eh, uno, uno fra tutti è quello di Vallenzi. Eh, lui prendi dice che fra il primo e il secondo secolo d.C., più o meno, la la percentuale circa della popolazione che parlava latino come, uni, non come madrelingua come unica lingua perché è cresciuto con il latino era la popolazione delle città in Gallia e quindi circa un 10-20% della popolazione. Tutto il resto della popolazione parlava lingua, il proprio dialetto gallico, masticava forse un po' di latino. E probabilmente parlava una lingua franca. Franca, nel senso, una lingua. Sì, lingua franca. Sì, lingua comune, esatto, perché, appunto, sì. è la prima. È la prima è, perché, tra l'altro, una svariate lingue franche si sono sviluppate sull'IMS Renano. E... Ok, gli e va bene, a posto, Greg. Grazie, grazie, de grazie che, della, delle precisazioni. E quindi dal punto di cioè c'era eh, ovviamente si sentivano romani, si comportavano come romani, vivevano in buona parte come romani, allo stesso tempo, però, avevano mantenuto tutta una serie di aspetti culturali, anche in parte religiosi, celtici di prima della conquista. Non per una forma di ribellione, di resistenza culturale, ma semplicemente perché sono cose che non, non, non si possono togliere. Vedete, per esempio, il fatto che in sud Italia ci sono ancora dei posti in cui mettono, mettono le monete sugli occhi dei morti prima di seppellirli, alla greca e alla romana. E mettete anche solo, per esempio, nella Divina Commedia, tutti i riferimenti a personaggi e anche ad usanze pagani per esempio cioè, questi sono degli esempi sono cose che rimangono nella, nella memoria rimangono nella memoria collettiva sono tutte cose che vengono mantenute tradizioni se, certi tipi di tradizioni magari possono essere cambiate cambiano significato si perde il significato noi qua in Romagna abbiamo ancora il festival dei falò che, di, che è di origine celtica Eh, sempre qua in Romagna, fino a 100-150 anni fa, e in realtà da, in alcune parti si fa ancora, quando si, quando si costruiva una nave, una zattera, si disegnavano gli occhi sulla nave perché così lo spirito della nave vedeva dove navigava. E sto parlando della fine del 1800, non sto parlando de, dell'800 d.C. <ride> o dell'800 a.C. Quindi sono tutte cose che rimangono e ovviamente tutte queste cose di cui abbiamo parlato di, su, di cultura celtica, molte sono rimaste Latin, romanizzate, pesantemente romanizzate, filtrate dalla cultura romana, filtrate dalla memoria romana, filtrate dal mondo romano, ma ci sono state. Eh, quindi quando i franchi, i Burgundi, i Visigoti, sono anche gli unni, che però non si sono I stanziati. I Vandali, sono passati in Gallia e in alcuni casi sono stanziati in Gallia, semplicemente a, 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 si sono ritrovati questo mondo eh, romano però con memorie eh, celtiche. Come vi ho già ho fatto l'esempio di Anderitum ad, ad Gabalos Javol, l esempio linguistico, ve ne potrei fare anche altri, però bene o male, è questo. Come la stessa identica cosa in Britannia quando gli ang Angli Sassoni e gli hanno incontrato i regni romano-britannici, la stessa identica cosa. Perché anche la Britannia è stata molto soft power da, da parte di Roma. Ma se posso, un po' tutto l'impero romano è stato molto soft sì. power. L'impero romano era soft, soft power: la grande, la grande flessibilità sì. di Roma è appunto questo. cioè... Esatto. A Roma interessa, paga le tasse, se non paghi mm. succede come è a Gerusalemme con la rivolta giudaica, perché non pagavano le tasse, ma anche lì la rivolta giudaica arriva esternamente. Roma aveva agganci con il gran sacerdote del tempio di, di Gerusalemme, cioè Roma, Roma funzionava così. E... e Poi la sua grande esatto. punto, punto forte è che dentro di sé, una volta che ti aveva sconfitto, a quel che aveva sconfitto, gli faceva entrare, la ristorazione sconfitta la faceva entrare dentro di sé. Sì, in modo comunque molto filtrato, però sì, eh, quello è quello il fatto. Ed è anche il discorso che fa Claudio al Senato, che è discorso che non solo è stato riportato da Tacito, ma è, anche, ma è anche stato trascritto su delle tavole di bronzo ritrovate nel santuario imperiale a Lione, che è appunto il discorso che lui voleva appunto aprire le porte del Senato all'aristocrazia gallica. La e Transalpina il Senato sostanzialmente gli ha detto di no, se, gli ha detto quasi letteralmente: no, sei scemo. E, e, lui, e lui ha risposto, abbiamo fatto entrare gli italici. Abbiamo fatto entrare i Cisalpini. Io stesso fatto... sono Sabino, se non erro, esatto, eh, Cesare. È, Cesare è di Alba Longa, eh, cioè di origine di Alba Longa. La, io sono Sabino. Queste cose qua. Eh, i greci hanno fallito nella loro missione di voler civilizzare il mondo proprio perché trattavano le persone, poi che sia giusto o giusto meno è un altro discorso perché trattavano le persone i popoli eh, sconfitti e conquistati alla strega di schiavi noi abbiamo già iniziato, noi siamo superiori noi andre... eh, questo, questa missione di civilizzazione la portare avanti, la possiamo vincere, possiamo andare avanti, possiamo proseguirla, proprio perché noi siamo più aperti, noi accettiamo, noi integriamo. Buonasera Eugenio. Buonasera. Sì, sì, Greg, ho visto che gliel'hai scritto, solo che eh, adesso l'ho reimpegnato. Comunque, è questo. E, e quindi c'è, come dicevi te, moltissima flessibilità, ovviamente, però c'è anche tutto un altro discorso: c'è tutto il discorso che soft power e flessibilità, poi anche relativo, perché poi c'è tutto il discorso giuridico, cittadinanza, per, cittadinanza romana, cittadinanza, cittadinanza romana, diritto latino e diritto peregrino. Che se sei sostanzialmente un peregrino, aveva quasi meno diritti, no, togli il quasi, aveva quasi, cioè aveva quasi meno diritti di un liberto, era quasi al pari di uno schiavo. I, i, i peregrini avevano i diritti base umani, più diritti speciali in alcuni casi speciali Non potevano essere venduti al mercato, no, non potevano, potevano essere, erano liberi. La differenza fra un, fra un peregrino e uno schiavo era che era libero. Sostanzialmente, da, diciamocelo. Poi ci sono altre mille cose, casi specifici, ma questo è un altro discorso. E quindi avevi un incentivo ad abbandonare la tua cultura, la, il, il tuo essere per diventare romano. Ah, se posso Ed una entrare... cosa che potevi fare, tu potevi eh. essere cittadino romano mantenendo comunque la tua cosa, non è che si cancellava? Come sì, cosa. però il fatto è che allora in epoca, in, allora in epoca. In epoca repubblicana un conto, in epoca imperiale, quando, era più, quando Roma era più aperta, prima dell'editto di Caracalla, ovviamente, perché l'editto di Caracalla poi è stata certo. un'altra cosa a sé. Però prima dell'editto di Caracalla. Per essere romano, e questo è anche grazie a Claudio, che ha, ha molto ammorbidito eh, le leggi, le, 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 le cose, le, le, le necessità, come cazzo, si dice? Eh, ha molto ammorbidito eh, il, ah, comunque ha reso molto più facile poter diventare un romano, un cittadino romano okay? comunque dovevi parlare latino parla, parla, parlare e scrivere in latino che per popolazioni che alcune erano cioè, che il latino magari non l'avevano mai ne, sentito poco perché comunque ripeto, i, i, i celti come lingua comune per il commercio, lo la la, la conoscevano, no, aristocratici e druidi usavano il greco, non usavano il latino. Sì, però ricordiamoci, che tutto questo era sempre, l'orizzonte era sempre l'aristocrazia, cioè la classe dominante. Sì, eh, esatto, cioè l'aristocrazia... Scusami, se fosse il contadino della cittadinanza romana se ne faceva ben poco. Sì, il problema qual è? è il problema, tra virgolette, quando tu sei un mercante e non hai la cittadinanza. Certo per essere un mercante perché per, perché per commerciare con un romano, con un cittadino romano dovevi avere perlomeno la, eh, il diritto latino mm -hmm. e per avere il diritto, il diritto latino dovevi essere cittadino di una cività di un municipio, di una civitas a di diritto latino quelli, eh, Claudio è uno di quelli che appunto cioè sostanzialmente è quello che ha allargato il diritto latino alla, a buona parte delle civitates galliche. E in generale, nel resto dell'impero, proprio prevalentemente in quelle galliche, e, qui, e poi eh, l'altro discorso, qual è era comunque pieno di peregrini che erano artigiani, eh, mercanti di comunque, mh, di basso profilo, che appunto come peregrini non potevano commerciare. Con, con dei romani non potevano, non potevano, lavorare quindi si mangiavano tantissimi soldi. Questa cosa poi c'è il discorso dei Collegia dell'associazione di mestiere che quelle hanno aiutato anche quelle hanno aiutato tanto, soprattutto i piccoli artigiani, i piccoli mercanti a ricevere se non la cittadinanza romana, perlomeno il diritto latino. Però, ripeto, eh, quando hai una nazione uno stato in cui la cittadinanza ufficiale ce l'ha il 20% della popolazione meno perché poi non consideriamo in tutto ciò non considero gli schiavi e che per avere la cittadinanza o sperare di avere la cittadinanza ti devi omologare culturalmente con la cultura dominante ah, ma diciamo che comunque Differenze come pensiamo noi oggi, la cittadinanza era un privilegio, sì, che ti assicura certo. di più? Quindi, meno ce l'hanno, più questa cosa è vantaggiosa. Se questo privilegio ce l'hanno tutti, che privilegio è? Cioè, no, è esatto, più. è vero. Pensiamo, pensiamo se posso eh, a Paolo di Tarso, San Paolo, siccome era cittadino romano, viene processato a Roma, non viene, non viene fustigato. Basta dire io sono cittadino romano, e quelli si fermano perché manco chi lo sta frustando il cittadino romano quindi dava dei privilegi, quindi era bene che fosse eh, nelle mani di pochi, diciamo. Poi Caracalla che mi avviso è anche lui che, come dire, tra virgolette, eh, sconquassa un po' l'impero romano, se comunque i, i, chi non era cittadino romano era disposto a farsi vent'anni nell'esercito e anche più per poi accedere alla cittadinanza romana per, per avere delle terre c'è tutto questo discorso quando Caracalla dà la cittadinanza a tutti inizia a rompersi quel legame cittadino soldato sì ma è che di Caracalla ha fatto l'edito <coughs> perché aveva bisogno di soldi nel breve termine e dopo averlo fatto ha messo una tassa sui non cittadini ha risolto, ha risolto un problema a breve termine causandone uno a lungo termine <ride> e, ah, comunque sì, il discorso lì della gaglia è quello se vuoi parliamo un attimino di religione quel poco che si sa poi chiudiamo perché comincio ad avere un pochino di sonno va bene e, allora la religione anche quello lo dico tutte le volte noi non sappiamo quasi niente quel poco che sappiamo è filtrato o eh, no gli ilfo... eh, te intendi gli oppida greg eh, gli oppida sono considera questo e eh, molte molte città della gallia romana erano oppida eh, semplicemente tipo alesia. alesia alesia non è stata distrutta nella guerra con cesare alesia è stata abitata fino alla tarda antichità più o meno eh, ah, grazie eugenio grazie e non ti preoccupare la, la guardi indifferita allora ripeto sulla religione non sappiamo praticamente sappiamo, sappiamo pochissimo quello che sappiamo è o filtrato da, da fonti Caesar. cristiane no fonti cristiane eh, i monaci i monaci irlandesi che tra l'altro probabilmente molti, di molti dei primi monaci irlandesi che hanno trascritto la religione la religione irlandese celtica insulare è un po' diverso ci sono cose in più cose in meno è di nomi diversi è diverso però l'hanno fatto probabilmente erano ex druidi cioè erano druidi che si sono, sono, sono convertiti al cristianesimo e sono diventati preti o monaci Comunque lo sappiamo da loro, lo sappiamo dalle eh, fonti sempre estremamente, eh, non, so, non, non, non vorrei utilizzare il termine estremo inquinate, però, perlomeno comunque filtrate della mitologia cavalleresca medievale eh, gallese. Sappiamo da alcune fonti antiche come Cesare, eh, Cesare e pochi altri e in realtà una grossa fetta la sappiamo perché eh, unendo tutti questi punti assieme li, li, li associamo alla religione gallo-romana. La religione sincretica che si è creata fra la, dalla, prima, cioè dalla fine del primo secolo d.C. fino al bene o male tutto il secondo secolo d.C. È stato un periodo di incubazione lunghissimo, però ha creato appunto questa religione, che poi in realtà non è una religione sola, ma erano un insieme di culti regionali, manco provinciali proprio regionali, ogni, ogni ne aveva, aveva delle cose diverse e, però che ci danno una mano a capire perlomeno, a identificare determinate divinità e, in base alla loro controparte romana e, il tutto unito grazie a quello che sappiamo dalle fonti sia an antiche sia medievali allora noi, per esempio, sappiamo che come tutte in realtà le religioni indoeuropee c'era una, una, una sorta di triade, una sorta di. Eh, di trini, non tanto trinità, però c'è cioè appunto una triade di. Eh, divisione di. come si chiamano? di, di poteri. Compiti. Di compiti, okay. esatto, sì. C'era praticamente. L'aspetto la, divino, c'era l'aspetto produttivo, pratico e c'era l'aspetto bellico. E per esempio, appunto, tre delle divinità celtiche più importanti sono Taranis per l'aspetto divino, Taranis è il Giove celtico, non è però il, probabilmente, no, con ogni probabilità non è il re degli dei, non ha la figura, l'autorità di Giove, però comunque è ta Taranis deriva da, da Taran, Taran è il Tuono, ehm, ed è il dio, il dio del tuono, il dio dei fulmini, il dio, dio delle tempeste e anche della fertilità. È uno dei ehm, de Cosu. Luciano di Samosata, appunto nel Farsalia, dice che a Taranis vengono fatti sacrifici umani, perché Celticum, i Celti effettivamente con ogni probabilità cioè, no, sicuramente perché sono stati ritrovati, eh, sono stati ritrovati resti umani ne, nei vari templi, Nemeton non Drew Nemeton, Nemeton eh, Nemeton era il tempio celtico era sostanzialmente un recinto sacro dove venivano fatti sacrifici veniv sono stati ritrovati in, in molti anche resti di sacrifici umani eh, quindi è, è sicuro che compissero sacrifici umani. E secondo Luciano di Samosata, Taranis è, uno di è un una delle divinità alla quale vengono compiuti i sacrifici umani. E ne abbiamo lui per l'aspetto divino. Abbiamo eh, Teutatis, che è il dio, eh, sostanzialmente il dio protettore della tribù. Teuta, tuta, touta è, è la tribù, e, per l'aspetto bellico quindi è sostanzialmente una, una sorta di Marte, non Ares greco ma più come Marte ma Merte italico, e poi per l'aspetto produttivo barra, cioè comunque produttivo civile, ne abbiamo, una, ne abbiamo svariati, abbiamo per esempio Belisama che è la, la, la versione... Anche detta Bir Bri Brigit, mi pare che è la, sostanzialmente la versione celtica di Atena, abbiamo Lugus che è lug, il lug irlandese, quello che Cesare denomina come il Mercurio celtico che è il re degli dei della, della religione celtica. E lui non è, un, non è propriamente un dio della guerra, lui è in realtà un un Dio sac proprio sacro Sacro: lui è Dio protettore delle arti Dio protettore dei mercanti e nella, religio e nella religione irlandese mi pare anche Dio protettore dei ladri e dei banditi c'è sempre questo accostamento mercanti e banditi e ladri sì, vengono sempre certo. protetti dall'unica persona <ride> In Hamilton c'erano altri tipi di forme, oltre a quella circolare, beh, erano, erano quadrati, rettangolari, bene o male, un po' come, come gli tirava, come riposo. Alla fine era semplicemente un recinto. De, allora, in alcune nelle zone un pochino più tra virgolette, ellenizzate, quindi si, si parla della zona attorno a Marsiglia, più che altro e della zona italica, cioè sì, del nord Italia. Abbiamo anche delle strutture: abbiamo i fana, che sono strutture in legno che poi in epoca romana diventano prevalentemente appunto in pietra e mattoni, al centro di questo recinto. E dentro il recinto in sé ci sono tutta una serie di pozzi e di buche all'interno del quali venivano gettate le ossa dei sacrifici, quelle che non venivano utilizzate per fare degli ossuari esterni. Tra l'altro la cosa è che le vittime dei sacrifici non venivano direttamente bruciati a parte se non erano tipo l'uomo di paglia che non, si sa, non so neanche se sia effettivamente una cosa vera dove veniva bruciata viva la gente però quando venivano compiuti un sacrificio che noi non sappiamo come venivano compiuti noi non sappiamo come non sappiamo niente però l'unica cosa che sappiamo è che perché è stato ritrovato dagli archeologi e le vittime dei sacrifici che fossero, che fossero esseri umani e che fossero animali venivano lasciati decomporre all'aria all aperta dentro il Nemeton e poi una volta, che una volta rimaste solo le ossa venivano posizionate all'interno di questi pozzi in modo ordinato, cioè nella maggior parte in tutti i Nemeton c'è cioè la parte con i pozzi con le ossa di, per esempio di mucca, c'è cioè la parte con le ossa umane e così via. Poi abbiamo anche santuari atipici come il santuario di Ribemansur Ancre, che lì sono stati ritrovati dalle du, dalle due alle 400, due, dai 200 ai 400 scheletri umani, mi pare, in, tutti decapitati con le mani legate e in armi. Ed erano posizionati in piedi, è una cosa stranissima. Ora, domanda presa corrente, avete mai visto il museo fatto dai francesi sulla battaglia di Alesia? No, 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 onestamente no. Eh, ci guarderò perché c'è qualcosa sulle fortificazioni, ho visto delle foto, ma il museo in sé non, proprio tutto non l'ho visto. Tornando alle divinità, poi noi abbiamo anche un'altra un figura che è proprio... Sono due figure estremamente misteriose nella, di, di quel poco che sappiamo. No, i druidi non andavano in guerra. Cesare ci, Cesare ci dice espressamente che i druidi erano gli unici che avevano il diritto di, di rifiutare qualsiasi forma di chiamata alle armi. E, allora, ci sono due, ci sono due figure più tre, tre figure estremamente eh, nebulose all'interno della religione celtica. Che sono il eh, Dio Tre Facce, eh, il Dio progenitore dei Celti, ed Esus. Allora, praticamente, eh, Cesare ci dice che i Celti di credevano di discendere da, da Dispatere, Dispatere è una divinità romana dell'oltretomba. E noi non abbiamo idea Veramente al 100% di chi sia, ma eh, Simon, che è un, un archeologo eh, esperto di Celtiberi, eh, prendendo un passo di Strabone che parla di come i Celtiberi e i loro cugini del nord eh, nelle notti di luna piena festeggiavano tutta la notte con falò musica e danze in nome di un dio senza nome ha associato appunto a questa figura misteriosa di dio senza nome notti di luna piena che quindi significa sostanzialmente notti di rinascita e è tutto considerato che i Celti consideravano l'inizio del giorno il tramonto è il contrario nostro i Celti consideravano l'inizio del giorno il tramonto e l'inizio dell'anno l'inverno perché prima c'era la morte e poi c'era la vita. Se è vero ma giusto. Eh, ma perché ho detto che è estremamente metal come, come religione? <ride> Comunque eh, ha associato tutto questo e ha trovato delle similarità eh, di, di Suchellus, di appunto questa divinità che è Suchellus, nell'arte nell non propriamente celtica ma nell'arte gallo-romana, ha trovato delle similarità di Suchellus con di altre divinità di altre religioni. Prima fra tutte con Caronte. Carun Etrusco. Però Carun etrusco è Caronte. Nella, nella religione Etrusca, è una divinità a sé stante, non è un'entità un minore, è proprio una divinità della morte. La tomba degli, degli orchi, sì, che fra le altre cose, cioè che ha molte, ha molte similarità. Inoltre, ci sono altri tipi di similarità per il fatto che eh, nella, nella nel, nel folklore britannico, c'è cioè il celtico insulare, c'è cioè il martello della buona morte e su Kellos, nell'arte nell gallo-romana, gallo ha un martello. Che però, quello può anche essere indicato che nella, nella, nella religione gallo-romana, che si, e si vede nel, nel pilastro dei Parisi. Eh, Su Kellos è accomunato a Vulcano, quindi Fabbro e quindi il Martello. Però, vabbè, comunque Marco Simone eh, appunto ipotizza, eh, è la teoria veramente che va per la maggiore, che questo dio senza nomi sia Su perché poi Su Kellos, fra le altre cose, è raffigurato anche nella religione gallo-romana, e questo con Vulcano non c'entra niente, con una pelliccia di lupo o Con dei lupi al seguito e i lupi nella religione, nella simbologia eh, totemica, tra virgolette, totemica celtica, sono animali del mondo dei morti, sono messaggeri del mondo dei morti. E noi questo lo sappiamo perché, fra le varie cose, nel Mabinogion e in, uh, in vari eh, poemi cavallereschi gallesi e irlandesi e Soprattutto adesso nel, mi pare che sia nel Mabinogion o non mi ricordo in quale ciclo gallese che il protagonista va nel regno dei morti celtico, lì ci, lì ci trova i lupi. Tra le altre cose, ah, se posso anche Ade aveva come suoi animali il cane raffigurato con un cane. Ha maggior ragione, cioè, eh, sì, cioè, e... il cane è un animale legato a diverse culture, al regno degli inferi. Poi, ecco, non caro, un Cerbero, un animale a tre teste, un cane sta nel sì. regno degli inferi. Esatto. C'è cioè, questo legame in diverse culture, esatto. Inoltre, c'è anche da considerare un'altra cosa: que da quel poco che sappiamo, le, divinit le divinità celtiche erano divise prevalentemente in divinità della morte, quindi divinità notturne, cioè divinità, divinità notturne e divinità diurne e tendenzialmente quando c'erano delle coppie eh, di, di divinità sposate una, una era divinità notturna e l'altra era divinità diurna la moglie di Suchellus è Nantosuelta Nantosuelta è una divinità solare cioè non solare nel senso del sole è una divinità della vita e una divinità diurna che fra le altre cose nell'epoca gallo-romana viene rappresentata vengono rappresentati assieme ci sono delle rappresentazioni assieme, di loro due assieme, e lei ha un bastone con in cima un, uh, ehm, un nido di api, che quindi rappresentano anche quello, la rappresentazione della vita e quant'altro. Quindi questa è una delle figure nebulose, che però abbiamo una teoria abbastanza solida per capire che su Kellos probabilmente è quel di Spatter, esatto anche a Nubi anche se Anubi lo sciacallo è già diverso perché lo sciacallo è un animale che mangia i cadaveri, Quindi è già diverso eh, rispetto al, al cane che è un animale predatore, e il lupo che è un animale predatore, però il cane tipo Cerbero è visto più come mastino, come cane da guardia, il lupo qui è, probabilmente lo intendevano più come messaggero. Oltre a quello, vabbè, noi abbiamo... Eh, L'altra figura, Esus, che si fi, che comunque si ri, rientra anche nel discorso della figura del, eh, del, del Dio a tre facce, allora noi abbiamo Esus, che secondo Luciano di Samosata, mi pare, e secondo non mi ricordo quale altra fonte, se Cesare o qualcun altro, scusatemi, ma in questo momento è un vuoto, e era una delle tre divinità principali, della triade principale, che sarebbe stata a quel punto Taranis, Teutatis ed Esus. Sono abbastanza sicuro che questo fosse Luciano di Samosata, ma non, vabbè. Solo che noi di Esus non sappiamo praticamente nulla. Noi sappiamo che nella, sempre nel, nel Pilastro dei Parisi viene rappresentato Mentre è intento a tagliare un albero, ma non sappiamo altro. All'interno invece dell'iconografia dell celtica in sé, noi abbiamo, ritroviamo spesso un'immagine ricorrente, fatta con stili diversi, lievemente diversi, ma sempre ricorrente. La foglia dell'albero della vita, che quindi appunto rappresenta la vita, l'albero della vita che però nelle, nelle, varie trame delle, nelle varie trame della foglia ha una faccia, ha un volto umano di un, di un uomo barbuto. E secondo appunto c'è la, te la teoria, sempre una, una delle teorie che va per la maggiore, è che Esus in realtà è l'albero della vita in sé. È la personificazione dell'albero della vita che viene rappresentato con la foglia dell'albero con la faccia umana, però è una teoria. E noi, e, e questo farebbe di lui, tra l'altro, appunto, una figura estremamente importante, estremamente centrale, e poi abbiamo il, il dio, dio tre facce, è un dio che viene letteralmente raffigurato con tre volti. Una teoria è che quello sia Lugus e che i tre volti siano appunto di Taranis, Tutatis e Deus, che tutti e tre formano una trinità, che poi personificata diventa il re degli, eh, Lugus e il re degli dei molto, molto tirata, è una teoria, non si sa, noi queste cose, veramente non le sappiamo. Abbiamo semplicemente questa figura a tre facce e noi non sappiamo chi sia, con certezza e sono cose nebulose come dall'altra parte abbiamo in epoca gallo-romana le, le tre matrone le tre matres che sono tre divinità femminili che non sappiamo se sono una versione gallo-romana delle, delle pizie non sappiamo niente e sappiamo che improvvisamente con ma questo perché scusami Abbiamo detto prima c'erano i druidi che hanno questa cultura orale e i loro sacerdoti hanno mantenuto questo modo di trasmettere la cultura. Nessuno in epoca romana ha mai scritto un trattato sfiga vuole che non abbiamo nessuna fonte in epoca romana che ci parla di questo? E no. No. Perché allora il discorso è questo in epoca gallo-romana <coughs> ha creato la religione gallo-romana o era un druido, o erano dei druidi, uh -huh. oppure erano persone molto vicine a dei druidi che conoscevano molto bene la, la religione e conoscevano molto bene entrambe le religioni più che altro. Tra l'altro, poi, in realtà, prima ho detto che, prima ho detto che alla, fi nel primo, alla fine del primo secolo d.C., i druidi non, non c'erano più. Probabilmente in realtà ho sbagliato perché. Il calendario di Coligny, che è un calendario celtico scritto in lingua celtica, però in alfabeto latino, e con sopra l'intero calendario celtico con le festività, che sono quelle che per le quali, gra grazie alle quali sappiamo, per esempio, la, che Halloween si chiamava Samonio, a metà del mese di Samonio, ed era capodanno, e. È del secondo secolo d.C. quello sì, e quello probabilmente è stato fatto dagli ultimi druidi o anche quello è stato fatto da persone che comunque avevano ricevuto non erano druidi a tutti gli effetti, ma avevano ricevuto comunque un'educazione un di, di, di religione e cultura celtica se non druidica direttamente. Quindi, diciamo, dopo le villetà del primo secolo, hanno abbandonato questa propensione pani-indipendista celtica, hanno semplicemente continuato la loro propensione civile. Sono, 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 si sono evoluti si sono adattati considera che però nelle fonti che abbiamo le fonti romane ci dicono che già ai te dai tempi di Augusto i Drudi erano perseguitati ma proprio li cercavano e li accoppavano allora no non propriamente sotto Augusto sì, per anche, anche, abbiamo, abbiamo Plinio che ci dice una cosa Tacito che ce ne dice un'altra ok eh, perché noi abbiamo, se non ricordo male, Plinio, che appunto ci dice che già ai tempi di, sono di, Cla o di Claudio di Tiberio, non mi ricordo, i druidi non esistevano più se non nelle isole britanniche. Quando noi, invece, dall'altra parte abbiamo Tacito che ci dice che, tipo 40, anni che 40 e passi anni dopo, i druidi erano quelli che hanno fomentato per lo più la rivolta contro Roma. Si nascondevano, evidentemente. No, perché facevano proprio parte del Consiglio delle Gallie. <ride> no, è che sono quelle cose. Plin allora Plinio non c'ha zecca mezza. Quello va detto. Anche perché Plinio è quello che dice: ah, Li abbiamo estirpati. Cosa Plinio è il vecchio? E... Eh? Plinio è il vecchio. Storia, quindi il vecchio. Okay. Eh, è quello che diceva Tiberio, gli Tiberio, mi pare, o Claudio. Non mi ricordo chi, comunque, uno, uno dei primi della Giulio Claudia, li ha estirpati. Adesso rimangono solo in Inghilterra, solo nelle isole Bri solo in Britannia, e infatti la Britannia è, una, è un posto: è un'isola ehm, fagocitato dalla magia nera, pervaso dalla magia nera, così. <ride> e, e sottolineo che in realtà sia Cesare che Cicerone, perché anche Cicerone parla dei druidi, poco, perché ne conosceva uno. Tesso, cioè Cesare ne tesse le lodi dei druidi. Però poi abbiamo in epoca, in, in epoca del principato che i druidi erano diventati politicamente scomodi, fanno magia nera. Sono malvagi. Abbiamo, prima eh, a, allora Augusto ha bandito i cittadini romani da prendere parte a, a sacrifici, a, a sacrifici e in generale rituali druidici per poi sotto Tiberio, sotto Claudio, bandire completamente il, il druidismo, cioè bandirli. In più poi abbiamo appunto con la conquista della Britannia, quando i romani arrivano, e praticamente i druidi, per, li vogliono uccidere tutti i druidi di un'isola che mi pare proprio Seinismon, e i druidi decidono di darsi fuoco piuttosto. Eh, a, a, probabilmente pensando che, che con l'incinerazione dandosi fuoco forse questa, questa è un'ipotesi che un po' io, ce l'ha anche qualcun altro eh, dandosi fuoco eh, si potessero reincarnare eh, questa è una cosa molto molto particolare molto molto strana e molto molto oscura anche quella, perché i Celti credevano sia nell'aldilà che nella reincarnazione, e, e la cosa bella è che non è mai stata trovata una tomba di un druido allora si, si bruciavano, ma neanche le ceneri. Magari si bruciavano sempre. Eh, ma il fatto è che la cosa, una cosa che proprio caratterizza la cultura celtica è l'inumazione, non l'incenerazione. L'incinerazione arriva mh, già nel, alla fine del secondo secolo. E, e comunque è molto, molto, è molto meno usata dell'inumazione. E i sacrifici umani? Eh, I sacrifici umani allora c'è la. Broidi. No, 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 se, quasi sicuramente no, eh, però non lo sappiamo, se è il discorso, noi, noi non sappiamo. Certo, 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 posso chiederti e... per caso domani con calma se poi metti sotto nei commenti o me li mandi così metto in iscrizione qualche riferimento di saggio eh, di questi temi ah, perché chi mando... approfondire. Ti mando un po' di fonti se vuoi, domani, sì, esatto. domani con calma, ricordamelo magari perché... Sì, nei prossimi giorni, così le metto in descrizione per approfondire sì, 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 questi temi che sono interessanti. E... Però cioè, sulla religione c'è molto poco, e come dicevi all'inizio della live, c'è molta, molta merda neopagana, neodruidica che io li brucierei tutti loro, onestamente. Come i druidi, come ha fatto come la loro figlia. No, ma i druidi, cioè i druidi, ok, ok, erano sostanzialmente una, religio, erano una religione universalista, e mi stavano sul cazzo, però... <ride> Vabbè, ecco. allora... Diciamo adesso non c'entrano niente i druidi dei Celti con quelli di oggi, questo New Age? No, le, allora, i, i druidi di oggi, il 99%, per, no, il 100% di quello che fanno se lo sono inventato negli anni 50 e 60. Quello che non si sono inventato negli anni 50 e 60 è roba occultista dell'inizio del Novecento e della fine dell'Ottocento. Non c'è nessuna differenza a livello di conoscenze e di pratiche fra un druido di adesso, un neodruido. Una strega Wiccan e Zio Santuzzo che si, che si intrapane il Merluzzo con qualcosa. Mr. Crowling. Sì. Esatto. E... È una cosa onesta. Che... Il fatto è che loro, molti, eh, ci credono veramente, ma ci credono a livello quasi fanatico tu quasi a livello fanatico e questo è fai, le fai bene ok comunque ne ho conosciuti cioè, eh, io sono un druido adesso ti leggo i tarocchi attenzione e non sto scherzando non sto scherzando <ride> E sono un cancro, detta come va detta. Lo dico da revocatore, so, in primis perché a revocazione, purtroppo, facendo rievocazione celtica, ne ho visti, ne ho conosciuti tanti di neopagani che arrivano lì eh, no, e non sto parlando di revocatore in questo caso, anche, anche qualche revocatore, però. Per lo più è gente che ha tipo ha, ha, le, monta, una monca su monca. monta su una bancarella con un tendone, mette sul cartello eh, lettura tarocchi e rune celtiche. Si inventa delle cazzate, proprio delle cazzate tipo ah, perché in, in Irlanda nell'antichità esisteva questa cosa, si faceva questo è stata persa per colpa del cristianesimo. E adesso io te la rifaccio, dammi 10 euro. E nel momento in cui gli vai a dire: Ascolta, Ciccio cazzo stai facendo? ah no perché tu non capisci niente perché io sono un druido di millesimo livello ok va bene io, io ho, adesso c'ho un barbaro tetan muller che, che ti tira 8 di 6 di danno però eh, a livello 5 però eh... no, sono 6 di 6 dai 6 come di si chiama di il forma? tuo clan di revocazione? Eh? come si chiama il tuo clan di revocazione se posso? Uh, utis Bedo. ok a base a Forli. Forlì. Se volete, se volete venire, se siete della Romagna e volete venire, basta iscrivetemi. Mandami, ma, mandami, mandami anche il link, lo mandiamo poi anche in descrizione. Ah, ma, ma c'è la pagina Facebook. Guarda, eh mando senti, mando il link, oh, pagina. Ok. Grazie, affigurati. Eh, sì, grandi club di revocazione, Eugenio. Eh, dipende, dipende. Ce ne sono, ce ne sono di ottimi, perché ce ne sono di veramente ottimi. Se eh, siete... Se vivete nel modenese barra reggiano, ce ne sono tre ottimi... Eh, ci sono i Fojonco e i cose come si chiama eh, la Sippe Ufson a Modena e gli Antumniates a Reggio Reggio Emilia eh, ci ne, sono in Lombardia adesso non mi ricordo bene comunque nel milanese milanese barra Monzano mi pare ci sono i caitoriches cai Molto bravi e molto, molto bravi ci sono anche eh, eh, gli insubri. Adesso ho un vuoto, non mi ricordo come si chiamano, che tra l'altro sono, mi pare, gli insubri, sono, fanno parte del, del, della macro associazione di Joel, perché anche Joel di Europa Antica è il revocatore. Se posso, io faccio parte dei taurini, gruppo di revocazione di Torino Ah, per parte dei taurini? Sì. Ah. A settembre, quindi ah, sono al allora, vizio che, eh, che noi i Taurini non. Uh, io li ho visti, credo, una volta uh, a Pugniamo Parati quindi alla battaglia del Metauro, quella che organizzava Joal qualche anno fa, mm -hmm. ma non, non ci ho mai praticamente interagito. Eh, so che, so che i tauri... ci sono due gruppi di taurini so che uno è molto molto buono uno non, non, non lo so gli altri sono i taurici sono una costola che si è creata nel 2010 che io sappia ah, può essere quello più vecchio no, sono so. i taurini sì no gli altri sono i tauri, Tauriscio. o un altro nome però è un nome di questo popolo che se non erro è sì, parte si del, trentino, in... del trentino del sì, trentino sì, no, sì, infatti lì è una cosa un po' come dire, tra che era una costa, poi si sono un po' noi i taurini, ovviamente detti siamo a metà del ferro, abbiamo anche pre-romane, loro invece i taurisci vanno anche nel periodo gallo-romano. Mm. Ah, ti dico, c'è cioè la, la sippe quella che ti ho citati prima, loro fanno Celti, per lo più fanno Celti, però fanno anche Germani eh, del primo secolo, primo secolo eh, d.C. Celtiberi, loro fanno parecchia roba, sono anche tanti, sono anche molto, molto bravi. Hanno fatto anche dei... loro hanno anche partecipato a dei... A dei, cosi, a dei documentari con, con Piero Angela, con, cioè, con Piero Alberto Angela comunque. Loro sono tanta, tanta roba. E... Vabbè, se posso, scusami, vai, va. continua. No, 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 vai, vai. vai. Se vuoi Gregorio scrivici sia su Facebook, in questo Facebook trovi le email, puoi venire, ci facciamo le anche ai musei, per esempio ad Darwin abbiamo fatto una revocazione, abbiamo celebrato il Capodanno, ad Albi, il Capodanno Celtico, siamo andati al Museo di Antichità e di Archeologia a Torino, abbiamo spiegato nelle sale un po' le varie culture, io poi faccio anche parte del gruppo... Diciamo dei guerrieri, quelli che fanno, fanno scab. Non so se sei presente, eh, che non è rievocazione quella cosa, diciamo no, è scherma celtica. No. no, però per dirti è una cosa a parte, cioè è celtica, però eh, siamo un sottogruppo. Poi quando facciamo rievocazione la facciamo eh, tutta quanta in, um, in armature, tutto. Eh, siamo andati con i Taurini che io faccio parte di questo gruppo Furo che fa Scab siamo andati tutti quanti in Taurina a fare la vocazione al, um, al museo archeologico quindi se ti interessa prova a scrivere, e mandare l'email ci sono varie cose appunto c'è la via guerriera, poi c'è la via artigiana c'è la via religiosa puoi venire anche solo a vedere tanto per esempio noi ci alleniamo anche con un, con un ragazzo che mi pare abbia 13 anni, 12 anni per dirti quindi è, è aperto a tutti sei di Torino non costa niente vieni a vedere poi, valutate voglio dire non, non costa da... niente però conoscendo, conoscendo il rivocatore medio ti, ti, ti rovina di botte ti prende i soldi del portafoglio e le scarpe non addirittura <ride> no beh, sto scherzando eh, eh, cioè, è che... poi lo, lo vedrai appena farai una rivocazione da, da dentro come, come finisce la merda ma... di soldi <ride> Beh, vabbè, per fortuna è quella medievale cioè quelli che fanno no, no, la medievale spendono un sacco di soldi cioè. no no, non mi, non mi riferivo a soldi mi riferivo a condizioni di a dopo l'alcol ah. poi non so se ci sarà mi hanno detto che a Brescia quest'anno il clan di Brescia fa vent'anni. anni stanno organizzando una festa Ma non lo vabbè, poi ci, ci aggiorniamo mi pare a maggio, se non ho capito male Faranno, a Brexit faranno una sorta di festa ai vent'anni che la loro associazione ah, ha fatto vent'anni. Vabbè, secondo sì. ci vediamo a Brescia a maggio. Oddio, non credo. No, <ride> no non credo. No, il mio gruppo fa, ne fa un po', ma quest'anno ne abbiamo fatte quattro per dire. Cioè, siamo, siamo ripartiti con cano. Nel 2019 ne abbiamo fatto tipo 10-11, Sono stati via tutta l'estate. E il covid ha colpito quest'anno, ne nel 2022 ne abbiamo fatte quattro perché eh... Eh, allora Greg mi fa piacere ti dirò la, la stessa identica cosa che mi ha detto il mio relatore di tesi della magistrale quando gli ho detto che volevo fare una tesi sulla, sulla Gaglia eh, non, non pensare che in Italia troverei lavoro con sta roba <ride> quindi Greg impara il francese impara l'inglese, impara il tedesco e preparati a eh, francese, andare oltre il soprattutto. soprattutto il francese ah ti dico cosa eh, Vitali, Vitali che ha scritto i celti in Italia lui per pubblicarlo è dovuto, and è dovuto andare a pubblicarlo a Parigi che tradurlo in francese e pu pubblicarlo a Parigi perché in Italia non glielo pubblicavano neanche mm. E quindi nulla non ti disperare, Greg. Sai questo e inizia già eh, da ora a studiare le lingue. Sicuramente ti torneranno utili. E tu? E allora, come io, io che lavoro faccio? Mi stai chiedendo questo, Greg? Sì, penso di sì. Eh, io faccio il becchino. ho cominciato a fare il becchino perché mi piace molto come lavoro tra l'altro <ride> è brutto un lavoro vedere, tranquillo però... no è tranquillo nessuno ti rompe i maroni più o meno eh... stamattina ho incassato uno morto di covid quindi eh... <ride> ri vi risparmio in particolare no eh, però sì eh, io fac faccio qui divulgazione a... Ma cazzo di cane poi in realtà perché va detto la faccia a cazzo di cane e su youtube per, per non buttare la mia tesi e perché comunque mi piace ma è un hobby questo per me che poi magari in futuro possa diventare un lavoro grazie alla monetizzazione di youtube se, se quando io e Lorenzo decideremo di monetizzare il canale eh, però un altro discorso esatto Mag magari mandassi la gente al tappeto come undertaker, magari va bene, non andiamo troppo off topic. Sì, no, guarda, quasi qua è l'una, io sarei per. Va bene. Per chiudere. Allora nulla. Se, Scusami, se ci sono qualche domanda. Se c'è qualche domanda veloce, all'ultimo, anche te, John. Se mi vuoi chiedere qualcosa. Ma hai ben risposto a tutte quante le domande che ci siamo prefissate. Anzi, siamo andati ben... Uh nello specifico abbiamo bene scavato un sacco di cose che non sapevo mi è chiarito, Insomma, sono stato molto affascinato eh, di queste con, continue rivolte in questa gaglia, questo soft power romano di questa gaglia che rimane comunque celtica, un po' romana quindi mi sono un po' più immaginato questa arriva del 406, so, arrivano i franchi cosa si trovano, questi siete romani, ma ma sì dai, gli diamo le tasse ma siamo comunque, sempre comunque celti voglio dire. mi sono immaginato un po' un po' così no, Cesare bene, era, un, era un grande politico ma in generale ma ritorniamo lì e... buonanotte Eugenia buonanotte Eugenia grazie di essere qua e... ci Ultimi vediamo alla da, prossima qua, ti, la ti lascio l'ultimissima cosa, sempre sul discorso della gaglia romana ti lascio l'ultimissima cosa poi stacchiamo va bene? vai allora, cioè, allora, sì, cioè, se tu dici, te, te cosa sei? Ti, dicevo, ti rispondevano che sono un romano, quello te lo dicevano. E, però cioè, una cosa molto, molto divertente è il Testamento del Lingone. Il Testamento del Lingone è un'iscrizione è un ritrovata sulla tomba di un, di un nobile dei Lingoni in, in, in Francia del secondo secolo d.C. Quindi piena epoca romana, proprio piena l'apogeo di Roma, proprio. Eh? L'apogeo, che lui dice sostanzialmente in, in, questo, in questo testamento, in, tra virgolette, testamento, parla di come deve essere costruita la sua tomba. Stile romano, tomba romanissima, più romana di così, si muore e il fatto che ogni anno dove sul, sulla sua tomba dovevano essere iscritti i nomi dei eh, dei cosi eh, dei, dei, dei consoli di quell'anno eh, dei dei dunviri della città tutte, tutte, tutte delle cariche politiche importanti queste cose, cose iperromane bisognava dovevano scrivere c'era scritto di tutti i sì, ritornelli di rituali e festività che dovevano, che dovevano essere con, condotti sulla tomba durante, la, durante tutte le varie festività romane, quindi proprio tutto Roma. Cioè, la stessa cosa la trovi scritta a Roma, proprio puro, con addirittura le, le punizioni per i suoi discendenti se lasciavano, cade, se lasciavano cadere in disuso la tomba non, o non facevano quello che c'era scritto in questo testamento. E poi descrive minuziosamente, più o meno minuziosamente, l'equipaggiamento da caccia col quale, si col quale si faceva seppellire. E questa cosa non è romana per niente, anche perché per l'aristocrazia romana la caccia era una cosa da poveracci. Un aristocratico romano mai si sarebbe sognato di andare a caccia. La caccia era pratica da poveri. Per i Celti, invece, la caccia era, era, era pratica dei ricchi, la caccia sportiva, soprattutto. Quindi tu hai questo mondo di romanità e in mezzo questa piccola perla di celticità, rimasta lì nel secondo secolo d.C. Bene, un secondo, scusami, voi siete il tuo gruppo che chiamate Utis, giusto? Sì, sì. Utis Bedo. Perfetto, che sto mettendo in descrizione, se no mi perdo. Però sono anche curioso, casomai puoi chiedere anche ad altre persone di vedere anche quanto, quanto di fatto anche nelle altre città, nelle altre zone dell'impero romano sia rimasto, cioè la Grecia rimane Grecia propriamente, ma questo diciamo lo sappiamo che i greci veramente gente che se la tirano un poco, però mm. penso anche a Cartagine, e anche altre zone comunque non troviamo cioè, l'impero romano non è una copia in colla di Roma se vogliamo, sì c'è il modello romano un modello greco romano di città c'è l'anfiteatro, le terme, la curia quel modello lì che piace però non c'è proprio una cosa Un'egemonia, se vogliamo, forse culturale che cancella completamente, che vuole egemonizzare entro certi casi. Non ci sono scuole di latino perché si parla solo latino. Abbiamo parlato, abbiamo visto questo specchio della Grecia. Eh, scusami, chiedo scusa, della Gallia. sarebbe interessante, cosa ne so, con altri esperti, vedere se quella stessa cosa si ricrea eh, anche in altri posti. Non so, questa ah, è la sì. mia riflessione che mi è venuta in mente. Sì, sì, Scus no, Un fuori... secondo, scusami, voi utisbeto di dove siete? Così lo segno in descrizione. Ah, la, la sede ce l'abbiamo a Forlì. Perfetto, ok. Quindi sì, per qualsiasi chi vedrà poi questa live nei prossimi giorni, trova in descrizione Grazie. Eh, per fare l'evocazione. Ma figurati, grazie a voi, eh. vi seguirò anche. Non sapevo facessi l'evocazione, cosa non si <ride> <ride> impara durante una live. Ah, <ride> eh, non lo sapevo neanche io che tu la facevi, quindi... eh. Ti avrei, ti avrei visto di più a fare revocazione greca. Han detto onestamente? Eh, lo so, però a Torino purtroppo non eh, ci sono. E quindi, ce ne sono qua. Qua ce ne sono in Emilia, in Emilia, in Emilia ce ne sono un paio. Eh, magari c'è ancora. Ci sono, figli, ci sono a Reggio i Figli del Sole che fanno gli ateniesi. Tra l'altro, eh? sì eh, Ci sono sempre nella zona Machia, della che sono eh? in Puglia. Summachia e sono i No, Puglia. la Summachia Sim, è Ancona. Ah, sì, la Summachia è ad Ancona. La Summachia ah. ellenica, sono ad Ancona. E mm. poi ci sono i Ruvaleo, che mm. però erano che i Ruvaleo sono nati. Erano, facevano parte dei, dei Figli del Sole, si sono staccati. Malino e. I Ruvaleo hanno fatto sostanzialmente una, un gruppo greco interamente basato su, sulla, sulla guerra, su, sugli Opliti, che però poi si sono trasformati e adesso sono, sono esclusi, quasi esclusivamente etruschi. Infatti, hanno anche cambiato nome eh, perché prima erano i Leoni di Nemea e adesso sono i Ruvaleo che poi se adesso ah, no. Ruvaleo e leoni di Nemea fanno entrambe le cose in realtà okay. fanno sia greci che etruschi sono i barbariti no, meglio gli etruschi <ride> dei greci. si scherza ovviamente ma è ovvio, sì <ride> no, bene. Greg, io sono alto 1,68 m non peso neanche 70 kg non potrei mai fare l'oplita ma non è che i greci fossero questi stangoni, eh? Sì, ok, a livello rievocativo però, per esempio, eh, i ruvaleo, che sono pliti prevalentemente, sono quasi tutti regbisti. Eh, però è sbagliato, la verità senza, possiamo... Sì, eh, no, però che sono per... Guarda, io gli voglio un gran bene mh, ai, ai leoni, io voglio un gran bene, siamo molto amici... E... Diciamo che una volta una scudata seria da, seria da loro me la sono presa, ho fatto un volo di due metri. Eh. Anche perché mi ha preso alle spalle, va, va anche detto, ma quella, quello. È <ride> quella è la forza della falange. Ma non, non erano neanche in falange, proprio è partito. Lui è, partito è la forza no? della falange. È la forza della falange, sì, va bene, è la forza della falange. Ehm però la forza della falange è stata spezzata sen senza grossi problemi da dai celti eh. la falange in Italia hanno smesso di utilizzarla quando sono arrivati i celti questo è vero infatti è molto interessante che bello il tuo scudino tieni questo soliferrum. <ride> infatti è una domanda che poi se mi capiterà vorrei fare a Gioia Europa Antica e io non mi spiego come è possibile che come dire la, come mai la Falange eh, ha sconfitto i Persiani, che comunque è un esercito un po' più dinamico rispetto a quello politico? Se stiamo a queste caratteristiche, cioè il problema della Falange è che quando incontra la vantaggia leggera va in crisi, guarda le guerre del Peloponneso: basta dei peltasti e manda già in crisi. Questa la Falange va bene contro altri Falangiti, però contro i Persiani, comunque vincono, cioè di fatto mm. che ci vincono sempre. Eh, non, non, mi non mi spiego questo, per, ne so poca su questo, su questo uh -huh. te, ti risponde molto meglio Joel. Allora, eh, dipende da parte che dipende da battaglia a battaglia. Per esempio, Maratona è stata dovuta, dovuta più o meno al fatto che pa parte dell'esercito era già sbarcato. Parte dell'esercito ancora no, non erano, non erano in una situazione molto ordinata e purtroppo cosa te lo dice anche Lorenzo i persiani hanno sempre avuto il problema del morale che se il loro comandante moriva o scappava tendevano anche loro a scappare guarda anche solo Gagamela Gagamela se Dario terzo, se Dario terzo non scappava vinceva vinceva Gagamela e, e Dario terzo. Sì mm, ma sì. Non so, però non so, mi... Siamo di parte sì, perché quando... allora il fianco, il fianco sinistro Macedone era collassato? Sì, sono ma tutte e, e due sono arrivati erano, loro entrati, campo. erano entrati nel, nell'accampamento greco e stavano saccheggiando l'accampamento greco. Eh, la stessa cosa ha fatto Alessandro, per la sua volta, che stava a sì, sfondare. Dario III alle spalle aveva ancora tutte le sue riserve. Eh. Dario III è scappato e le riserve lo hanno seguito. E, e la gente è scappata. Fatto? Ma vinceva se non scappava. Perché hanno agito così? Cioè, non, non... Perché era un cagasotto. E... Manda la riserva avanti, tu stai dietro. Cioè, non lo so, francamente. Ne abbiamo parlato in ah, una bene. live. E platea hanno perso perché eh, Mardoni è morto. Perché anche Platea Beh, allora... stavano abbastanza vincendo. E Mardoni è morto, è morto il comandante, scappiamo. Allora, a questo punto tienilo in riserva, cioè, perché. Ma, è è morto per, Mardogno è morto per sfiga. Mardogno adesso non mi ricordo. tipo gli è arrivato. Gli è arrivato un sasso, è caduto da cavallo e si è rotto il collo. Beh, ma sta indietro, cazzo, è così importante. Alla cioè, beh, sei, beh, guarda che le frombole hanno una gittata di, di svarette centinaia di metri, eh? Sì, tienilo appunto come faceva Cer la Salamina, che stava dietro sopra un monte, cioè. Eh ma lì, lì è relativamente inutile invece. <ride> eh lo so, lo so, lo so. Vabbè è un discorso che approfondiremo casomai nella prossima live. Comunque questa è sempre domanda, mi chiedo come, appunto come sia possibile che perché di fatto appunto come hai detto te l'esercito politico quando va in contatto con una fanteria leggera va in Pezzi, quando eh, i Galli scendono in Italia, che hanno questo modo di combattere, fanteria pesante e dinamica, mandano in crisi tutto il mondo etrusco romano, che era tra virgolette, politico, è molto interessante. Mm. Ah. Va bene, se vuoi dire qualcosa dei, dei tuoi video, dei vostri prossimi video, se no, mm, che Onestamente io non ho programmato niente. Lorenzo non lo so. No, rimanete eh, sintonizzati, lo saprete. Rimanete sintonizzati. Allora, Lorenzo credo che stesse organizzando delle live. Mm. Penso che abbia delle live questa settimana qui che viene, ma non ne sono sicuro. Eh, I tureofili sono: beh, i tureofori sono letteralmente quelli che combattono culture. Osso, sì, Greg. Ehm... E niente, poi adesso volevo fare anch'io, visto che volevo godermi il microfono e webcam nuovi, o qualche video o più che altro magari qualche live riprendendo tematiche di video vecchi che devono magari un attimo riprendere, sia per qualità tecnica audio-video, sia per qualità di informazioni. Che mi sa che il delle live più che altro e per il resto di sì rimanete sintonizzati perfetto Sono... ti ringrazio ancora Giacomo appunto il canale oh, incontri di storia è stata veramente una bella chiacchierata interessante direi che approfondite che ormai abbiamo toccato i temi e li abbiamo sviscerati Bene, anche se non è un molto esaustivo, però ci vorrebbe una vita intera. E, e nulla, grazie anche a Gregorio che continua a commentare avidamente. Ti invito ancora una volta se ti interessa la rievocazione. Se di Torino a vedere Terra Taurina, comunque ci sono anche altri gruppi di eh, rievocazione e ci sono anche varie, appunto, varie vie dove uno si può trovare la sua. Basta mandare un'email. E per vedere, a provare sentire e nulla. Vi invito ancora ringrazio ancora Giacomo per chi non lo conoscesse, non ha visto i suoi video di vedere tutti i video suoi di Lorenzo sui conti di storia, e nulla grazie ancora per questa live. Come sempre spero di avervi annoiato, ma non troppo. Gra grazie a te, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Perfetto, buona serata.